Buon pomeriggio a tutti e benvenuti con il terzo round del Norway Chess con noi, come sempre, il grande maestro Luca Moroni. Ciao Luca. Ciao Maria, ciao a tutti. Allora, Luca, oggi abbiamo uno scontro al vertice, niente male. Abbiamo Ikaru Nakamura contro Magnus Carse. Eh, Andiamo a vedere. Di uh -huh. Match di giornata. Abbiamo Carson seduto, mi sembra di vedere anche Icaro E vediamo. Vediamo cosa succede. È un mezzo, una mezza paura eh, per questa partita. Paura? Eh, con Carson a tempo lungo lo teme. Mm -hmm. Quindi, potremmo vedere una, una rapida patta. Ah. Sì, potrebbe esserci un Armageddon molto rapido tra, tra loro due, oggi. Ok. Lo dico, almeno, almeno evitiamo questa, questa possibilità, no? Sapete... <ride> ecco che si guardano intorno. Che hanno la patta facile anche al title, in realtà. C'è cioè, sì. sempre hype quando devo giocare contro, poi, poi è patta in in dieci secondi non capisco neanche il perché no per il contenuto è un contenuto sempre uh, sempre atteso no bellissimo sì. <ride> soprattutto per i caru che, che fa quello di, di lavoro no e, sì. poi, e poi al titolo vedi che fa patta subito Quindi, um, oggi speriamo, speriamo in una lotta uh -huh. tra i due vedo un sorrisino sotto i baffi di caru <ride> Sì, vediamo, vediamo se, se vuole provarci o, oppure se gli va bene andare all'Armageddon. Sì. Generalmente con il bianco non provarci nemmeno è un po', un po' triste. Sì, visto ok. Che, uh -huh. A meno che non prendi rischi pazzeschi, perdere è, è dura. Cioè, o ti giocano in maniera. Um, o, o prendono dei rischi, come per esempio ieri Karu ha vinto perché Gukesh non, non ha voluto ripetere. Sì. Oppure Abdusatrov che ha battuto Tari in una partita molto dubbia. Però se, se in realtà giochi normale a questi livelli con il bianco non dovresti, non dovresti perdere mm -hmm. quasi con nessuno. E fanno notare i nostri amici in chat che Icaru uh, mette i cavalli orientati verso il centro, probabilmente con lo sguardo in avanti, Magnus verso l'interno. Cioè, verso l'interno i due cavalli che si guardano? Tipo sì. me. <ride> sì, sì, Luca, sì, è tipico. Tu, tu, che stile hai di come mettere i cavalli? Posizionare, quindi che si guardano tra di loro. Eh, anch'io, anch'io mi piace così. Sì. Però tanti però, amano però... che guardano in avanti anche. Però tu attacchi di solito chi, chi attacca. Guarda avanti, eh, di solito, solito. sì. O meglio, non chi attacca, ma chi tira trucchi. Aha. Diciamo: quelli che tirano i trucchi hanno sempre i cavalli in avanti, okay. non li hanno mai rivolti verso i loro. Questo Infatti è interessante, caro... <ride> anche no, come capire lo stile dell'avversario, ecco anche i fotografi. Credo che si tratti di Maria Emelianova, Emenianova, e Abbiamo una partita spagnola. Luca qui. Si è tinta, no? Ah. Uh -huh. O cosa? Non mi ricordo. Ah, Maria? Sì. Può, Può essere. Sì. Non, la, non la vedo benissimo da qui. Eh, sì, spagnola. Ok, buon segno. Uh, nel senso che... Non è, non è un Berlino molto noioso, sì. ma, ma almeno è, è una spagnola classica con, con Alfiere 7. Adesso vediamo se Icaru se entra nel, nel Marshall o meno. Perfetto, intanto è attiva anche la BET su Twitch, Luca, su chi vincerà uh, questo, insomma, questo match tra di loro. Luca tu... Hai puntato su? In questa? Sì. Uh, dico Carson all'Armageddon. Ah, comunque all'Armageddon. Va bene. Wow, sì. e qui eh. si accetta l'attacco Marshall, ma quindi cercano una linea di patta? Ho cantato vittoria forse troppo presto. Mi aspettavo D3 di Caro e non il Marshall, ma, ma vediamo perché... Mm -hmm. Comunque è una scelta che, che ci sta. Nel senso che avrà sicuramente un'idea ai caro nel Marshall. E lo proverà. Poi, se, se non trova vantaggio, può, può sempre forzare una patta. In questo tipo di posizione. Quindi. Vediamo. Si sacrifica questo pedone per in cambio di attività. Il nero giocherà con l'alfiere B7. Poi l'alfiere. O sì, C6. Poi l'alfiere D6 e donna H4. Quindi D3, Alfiere D6, uh -huh. per creare indebolimenti sul um, sulla rocco del bianco e quando il bianco dovrà evitare il matto in H2 con G3, uh, la donna del nero andrà in H3, l'Alfiere può andare in G4, comunque lo vedremo. Ah, gioca prima alfiere F5, F5, quindi non donna H4. Ok, alfiere F5 che non ho... E i caro Beh. pensa, eh? Sì. Forse... Pensavano di entrare in qualche linea di patta, tipo magari no? anche quella che proponevi Luca, che è a gioco corretto poi porta anche le linee di patta? Sì, ci sono tante linee, è tutto molto teorico. Uh -huh. uh, io il Marshall in realtà non l'ho mai approfondito, da, da nessun colore, nel senso che non è, non è un tipo di posizione che mi, mi appassiona. Sì. Okay. Ma, ma intanto. ma intanto. Osserviamo attentamente, Luca, che uh, dopo donna F3, donna H4, allora intanto chiediamoci come perde il bianco in caso di donna per F5, no? Donna per F5, donna per H2, re F1... Una torre inizia. in E8 per non farlo scappare? O... Torre 8 non lo so, perché ti cambia in E8 e donna H3 riesce in tempo a tornare. Ah uh -huh. mm, Forse scacco prima... Uh... Eh, donna H1 scacco. re 2, 2 e scacco. Torre, torre aine 8. Forse. Ok, devo coprire la ah, giailfierto. No, no, guarda che trucco! No, no, donna H3 non funzionava. È bellissimo. Ah, c'è ah, il doppio, forse. No, c'è donna no. G1 che vince donna per H2 bella, ok, ora ci sono sì. allora donna per H2 Re F1, re F1 torre torre A E8 -8, per esempio, dopo il no. cambio proponevi donna H3 ma sì. non funziona per questa qui stupenda De adescamento del re in G1 la casa H2 è controllata dall'alfiere e il matto in fondo ho dato Fantastica. matto, eh. il mio l'ho fatto. Bravo Luca, Ragazzi, diretta. E ci Luca vediamo. ha dimostrato di saper dare matto, eh, a differenza di quello che dice. <ride> ok, allora Luca. Devo riacquistare credibilità <ride> <Sì>. in attacco. <ride> e quindi... quindi G3: questo pezzo in F5 non si può catturare. E la donna si inserisce in H3 difendendo anche l'alfiere. Oltre a controllare una no, delle case intorno al re. Sì, la stessa idea, e con l'alfiere F5 prima. Questa donna in F3 può sembrare più attiva, mm -hmm. perché um, comunque il nero vorrà giocare con l'alfiere G4, e, e la donna in F3 sembra mi migliore rispetto alla, alla donna in, in D1, no? almeno a, a, a prima vista. Mm -hmm. Però il, um, il nero ha idee sulle case chiare, cioè... Ha fatto muovere questa donna, ha fatto portare fuori la donna perché adesso la può attaccare con il Fier G4. E anche se il bianco prova a cambiare le donne con... con donna donna G2, G2? Il nero è dei donna H5 per mantenere i trucchi con il Fier F3 o al Fier H3. Il Fier F3 si muove il cavallo ovviamente. Non so. H3. Torna sempre. Sì, io lo ripeterò sempre. Sarà Guardiamo il nostro tormentone, partito. vi avviso. E... Il direttore l'ha lanciato e... <ride> e quindi dopo Torre A E8 Cavallo E4 Ok quindi Giocano prima in questo modo no? Torre sì. A E8 Cavallo E4 Ora vediamo Alfiere G4 Donna G2 Eccola qui Donna G2 Sì Donna per ah, G2 Ha cambiato Cambi... qui Cars Sì cambia perché Ha una linea concreta Con F5 è Tutta ancora teoria uh... Mm -hmm. ovviamente sfrutta l'inchiudatura per, per mangiarsi la qualità è, esatto F5 il Bianco probabilmente dovrà giocare con uh, H3 attaccando l'alfiere campo, campo chiaro di Carson sì. e il suo alfiere H5 mi sa G4 per salvare il pezzo uh -huh. è una linea tutta teorica quindi vediamo questo dove, dove porta eh, in realtà non serve nemmeno a salvare il pezzo al Momento perché c'è c'è un'inchiodatura. Infatti, gioca al fiere F4. il caro, tutta ok, tutta teoria. Mi sa che okay, sono due vittorie del nero in questa posizione, ma poco importa. Ah, uh -huh. eh, però è un dettaglio. Luca, <ride> ah, Somma. mi sa che no, pareggiano eh, al fiere per G per D per E4, F per E4, D per E4, al F3. Re, re per F3, sto seguendo la linea del computer, eh. torre per F4, re 3 si cambia tutto in E4, si cambia tutto in D5. Ok, qui 20... c'è un'inchiodatura, eh, giusto per chiarire perché non ha salvato il cavallo. E alle mm -hmm. 5.35 vedremo il primo armageddon di giornata siamo già Era... a mossa 25 eh, ragazzi a mossa 30 si può chiedere patta sì, <ride> non prima cambiano tutti ne 4 che sono già un paio di mosse cambiano sì. di 5 un'altra mossa cambiano un paio di pedoni e alle 35 barra 40 vediamo già il primo armageddon come bisogna fare con questi due <ride> no in realtà Beh, chiaramente non. non cioè, spero sempre nello spettacolo, ma. Certo. Il motivo per cui ho detto Carsen all'Armageddon è semplicemente perché queste cose secondo me vanno punite. Mm -hmm. Perché ci sta da nero non, non, non rischiare. Nel senso, ieri Abdusatrov l'abbiamo visto. Cioè, giocato con Tari neanche giocava con. Con, um, con Nakamura. O... Vabbè, Tari, sicuramente, è un ottimo giocatore, ma meno di Nakamura, no? Sì. E Abdusatro. Per vincere ha preso dei rischi pazzeschi con il nero, perché se si vuole, se si vuole vincere a tutti i costi bisogna, bisogna prenderli, no? Mm -hmm. Mentre col bianco, no, in realtà, cioè, si può mettere pressione, si può vincere, come, come Caruana ha battuto Carson, Fabiano ci ha provato e... Certo, con il e bianco... quello è l'approccio probabilmente migliore, no? Perché poi Icaru tante volte, diciamo, fa questo tipo di scelta e spesso comunque viene punito, eh? Il fatto no? di voler andare subito agli spareggi, cioè, non è la prima volta che vediamo uno scenario di questo tipo. Sì, sì, è giusto che sia. che, che vengano punite. Queste... è arrivata la patta per triplice ripetizione, i due si stringono la mano. E. Vediamo, commenteranno la partita, Luca? <ride> ah, beh, è una questione di. lo teme. Eh, sì. Nakalo Tema Carson a sì. è... Penso che è meglio accorciare i tempi piuttosto che giocare a cadenza classica. Sì, sì Seppur no? col non... bianco. Eh, a tempo lungo non ha... Cioè, da, da un lato lo capisco perché... Perché comunque... Um, vabbè, Icaro è Icaro, no? È un personaggio, uh -huh. uh, oltre, che, oltre che uno scacchista. È, ed è chiaro che... Vuole, vuole vincere con Carsen no e, e per batterlo ha più chance sì. carenza rapida questo, certo. questo è chiaro però, però sì diciamo che è un po' triste vedere mm -hmm. subito una, una patta diciamo e Luca che al contrario Carsen oh. col bianco se la sarebbe giocata no Sì, ma se la sarebbe dovuta sognare una patta in 10 minuti caro. Sì. quindi ok e anche stavolta, diciamo il suo obiettivo di andare all'Armageddon l'ha raggiunto, ma vedremo che cosa succederà più tardi, se alla fine sarà lui o Carson a, ad avere la meglio. E vi ricordo che l'Armageddon partirà tra circa, uh, insomma, circa 20, 20 minuti, minuti, no? Di solito. Ok, sì. 35-40 inizieranno. Perfetto. Allora, Luca, visto che hanno anche terminato,. A questo punto uh, vediamo che ci sono delle interviste pre-partita, vediamoci quella di Taru. Sì, vediamo cosa dice. Mm -hmm. Just gotta ask you for how the, the position looks. Uh, looks like White was doing well, White's up a queen, right? Yeah, White has an extra queen, so I think the, the kid's gonna win, and that's, that's a good sign, maybe he'll be the next Magnus. Uh, Hikaru, today, chess fans all around the world are anxiously awaiting this matchup. It's something special with Hikaru Nakamura against Magnus Carlsen. But do you feel that as well? I mean, I've played Magnus so many times—probably more times in the last three years online than the previous 15 years that we would played each other. So uh, certainly, it's been quite a while since we played a classical game. Last time being 2019. So looking forward to it, and we'll see what happens. What do you expect from the match day? I don't know. Could be really wild. Could be very boring. Uh, it's, your guess is as good as mine. Do you think it's going to be a one game or do you think it's going to be a complete match with an Armageddon? I mean, I don't know. I think it could be either way. I think a lot will depend on the opening and uh, I'll probably have something to say in the confessional box. So, well, you guys will know my thoughts pretty early on. We look forward to that. Sure. Thanks. Luca. Si, yeah, I chiesto. Asked... Ah beh, gli ha chiesto come, come fosse la posizione fuori, che il Caro si era fermato a guardare un bambino che giocava sulla scacchiera gigante. E, e poi ha chiesto, ok, come, come ti senti oggi? Perché comunque è il match che tutto il mondo aspetta sempre, quello tra, tra te e Carson. Ha detto che poteva essere sia noioso sia sì, sì. molto divertente. E, ok, la domanda... È stata molto specifica, pensi che ci sarà un Armageddon o sarà partita singola? Eh, non si è, è scomposto, ha detto che vabbè, dipende molto dall'apertura, però uh -huh. eh, diciamo che si è visto che non ha, non ha nemmeno provato a, a, a giocare per, per vincere e, e adesso aspetta, ci aspetta l'Armageddon tra i due con i che deve deve vincere per conquistare quel mezzo punto in più certo e vedremo come andrà Icaro che comunque in classifica è messo meglio di Carse. lo vediamo da qui questa è la classifica insomma firma al turno precedente con Caruana in testa al torneo Luca diamo uno sguardo adesso a tutte le altre posizioni quindi nell'attesa che comincerà l'Armageddon tra Icaro e Magnus Vediamo cosa sta succedendo sulle altre scacchiere, perché come possiamo vedere, abbiamo anche Abdusatarov contro Firusa, poi Karuana contro Tari, Mamidiarov contro Gukesh e Wesley So contro Anish Giri. Altri match interessanti, quali sono secondo te? Ah, sono tutti interessanti, nel senso abbiamo Abbiamo lo scontro tra le nuove generazioni, Abdusatro Feruja, Caruana e Tari, che Caruana ha un'ottima un occasione per, per continuare a, a dominare il, um, il torneo. Sì. E Mame ha una, anche lui una buona occasione contro Gukesh con il bianco. Mm -hmm. la, mentre la Soghiri forse è quella che ci si aspetta un po' di più una, una patta. Poi non, non è detto ovviamente, perché a mm -hmm. questi livelli... Non è detto. Come stile, ma... no? Diciamo... Sì. Entrambi sì. sì. Uh, possono far pensare questo, ok? E cominciamo ma... allora dai giovani, dalle due giovani promesse. Sì, possiamo iniziare da loro? <ride> sì, allora andiamo sulla Abdusat Rob Firusa, che giocano in seconda scacchiera. Eccoli qui. Questa è la posizione attuale, ma vediamo da dove è venuta fuori. Mm, interessante. Allora, okay. è stata una semislava alla fine, partita con la slava, ordine semislava, mm -hmm. una sorta di merano con l'alfiere in E2. Questa è una mossa che si gioca, si sta giocando recentemente, perché in pratica il bianco ha già un problema concreto uh, in questa mossa proprio, in questo momento. Mm -hmm. Di solito si vede Alfiere D3 che è il merano, o Donna C2 che è l'antimerano. Si vedono queste due mosse perché il bianco vuole, a due pedoni al centro, vuole portare il terzo con E4. Questo è un sì. concetto classico: l'affiancamento di pedoni al centro. Mm -hmm. Il punto qual è? È che se muovo l'Alfiere in D3, merano classico, il nero può mangiare in C4 attaccando l'Alfiere, e poi potrà giocare con B5, A6, C5 e. C'è un sacco di teoria qui sul, mm -hmm. sul merano. Mm. Alfiere 2 è una mossa che uh, è stata giocata recentemente. Si sta, ha preso, preso piede negli ultimi anni. Perché l'idea è molto semplice: se il nero cattura in c4, come si, come si fa contro il fiere di 3, in questo momento non attacca l'alfiere in E2. Sì. Quindi il bianco può giocare un a4 prima. Per impedire B5 mm -hmm. e poi rimangiare in C4. E questa è considerata una buona versione. Perché il nero fa fatica a fare B5. Per esempio, se giocasse Giusto. A6 mm -hmm. per giocare B5, dopo alfiere per C4, B5 comunque non è possibile. Perché Giusto. dopo, presa, presa, mangio in B5 di nuovo e, e si è inchiodati, no? Mm -hmm. Quindi certo. alfiere e 2 serve proprio per questo motivo. Bella. Per poi giocare. E rinuncia um, un momento a giocare per E4, che alfiere uh -huh. E2 comunque non, non gioca, non vuole giocare per E4, ma il bianco vuole giocare con B3 alfiere B2. Uh -huh. E allora il punto è, perché il, il bianco non ha giocato subito B3 alfiere B2 per giocare poi alfiere D3, no? Che sembra uh -huh. questa una, una versione migliore rispetto alfiere E2. So, su B3 immediatamente il nero può giocare alfiere B4. Uh -huh. Inchiodando, eh, perché sul fiere 2 arriva Solfiere B2 scusa in, ah, sì. in fianchetto, okay. arriva a cavallo E4, donna A5. Sì. Ci sono dei problemi concreti. Mm -hmm. Perché se si difende il cavallo con okay, donna C2 o torre C1 uguale, sì. il nero continua con donna A5, mm -hmm. e su torre C1 si sfrutta l'inchiodatura e si mangia semplicemente il pedone in A2, okay. qui, senza catturare niente, donna Just per A2 subito. Sì. Si sfrutta l'incelatura se tipo si gioca di nuovo torre a 1. Adesso c'è qualche uno. scherzetto sì, in c3 no? O no? donna okay. per b2 è uguale. Ok, si vince, Qui si vince subito. Mm -hmm. Perfetto. E, e quando il bianco su b3, alfiere b4, gioca con alfiere d2, mm -hmm. il nero torna in d6 perché in questo momento l'alfiere in d2 non sta bene. sì e quindi il nero torna. Allora qual è l'idea? L'idea è quella di giocare subito alfiere E2 al posto di B3. Alfiere mm -hmm. D6, arrocco a rocco o, o B3 prima, sì. perché tanto l'alfiere è già andato in D6. Esattamente. B6, alfiere B2, alfiere B7, arrocco a e qui ok, a Dussaut ha deciso di giocare donna C2 mm -hmm. e quindi diciamo che è un rientro nell'antimerano principale. Esatto. Ma ultimamente al posto di donna C2 Uh -huh. È interessante giocare proprio qui con Alfiere di 3. Ah, giocarla adesso. Esatto. Visto che ora il pedone è difeso dall'altro pedone. E puntare sempre alla spinta 4. Luca esatto. Quindi è vero che si è perso un tempo. Però, um, si hanno. Um, si hanno dei problemi. No, non si hanno dei problemi concreti. Perché. Quando il bianco gioca questo tipo di posizione, con l'alfiere in D3 e la donna in, in, in D1, il nero molto spesso prova a giocare per, per E5, mm -hmm. ma tutte le volte che il nero gioca con E5, per esempio, eh, sì. dopo, dopo C per D5, eh, E5, C per D5 e C per D, sì. e poi D per E, Cavallo per E uh -huh. con la donna in D1. Il, il nero non minaccia cavallo per F3. Quindi questo è, Può essere un. O comunque non ha a meno temi con cavallo G4. E la donna in C2 non è sotto il tiro della torre. Quindi questa Giusto. è l'idea che è stata giocata recentemente. Che, però, Abdusattero non ha voluto. Ah, è partito così, ma poi. Quindi, poi alla fine sa. è rientrato nell'antimerano con donna C2. Questa è una posizione tipica di quella linea. Sì, Antimerano con Donna C2 è tipica, giocata molto spesso, torre 8, mm -hmm. torre A di 1, donna E 7, torre sì. F1, torre A di 8 e H3. H3. H3, scusami. H3. L'idea di Abdusatov. Perché prima cosa si giocava? Prima, visto mm -hmm. che il nero vuole giocare con, con C5 molto probabilmente. Sì. Eh, perché E5 comunque si crea un pedone isolato, giusto? Eh, immaginiamo E5D eh, per E, cavallo per mm -hmm. C per D sì. eh, e questo tipo di posizione con C per D, pedone isolato. Mm -hmm. Diciamo che eh, il bianco qui sta molto bene perché può portare il cavallo in D4 e, sì. e giocare in, um, in maniera molto comoda. Uh -huh. Il punto qual è? Che il nero non vuole giocare per E5, ma vuole giocare per C5 con i pedoni sospesi. Quindi esatto, per perché D adesso se catturiamo tutto, e per, D, per... ecco okay. qui che ci sono i pedoni sospesi. No, diciamo, semplificandola così uh -huh. esatto. Questa è una versione buona per, per il nero, i pedoni sospesi. Perché di solito quando si gioca contro questi pedoni al centro si tende a portare l'alfiere campo chiaro del bianco in, in G2, in fianchetto. Ah, sì, quindi, questo anche in un'altra linea, no? in questi giorni ci avevi detto no? che quando magari c'è un pedone isolato, comunque, anche in questo caso con i pedoni sospesi, l'alfiere sarebbe meglio tenerlo in fianchetto, l'alfiere campo chiaro. Esatto, quindi il punto qual è? È che il bianco in realtà non vuole giocare con questa H3, ma vuole giocare più alfiere F1, G3 al mm -hmm. posto di questo h3 che ha giocato si sì. però mm -hmm. è carino perché se, se avesse giocato appunto al fier f1 al posto di h3 mm -hmm. questo è un po' per capire le evoluzioni no, di questo vediamo per chi non ha giocato in questo modo qui si può giocare con e5 in cui si vede si vedono due cose uno se il bianco inizia a catturare in e5 dopo cavallo per e5 adesso che il cavallo in f3 è indifeso. Mm -hmm. Si fa fatica a mangiare in d5 a creare questa situazione di pedoni di di isolato, no? Perché su cavallo per e5, e donna per e5, già o alfiere per, non mi ricordo quale delle due, si minaccia subito a h2, no? Quindi non sì. si fa in tempo a mangiare in d5. E se non, cattu se non, se non cattura in e5, non cattura in d5, poi la posizione nera è ok, perché mangerà in c4. Mm -hmm. e sì. se invece il bianco dopo alfiere f1 e e5... Uh -huh. Cattura in D5 prima, sì. il nero va per E4 e qui c'è tutta una linea molto complessa dove il bianco ma mangia in, in C6, C6. Uh -huh. il nero mangia in, in F3 e quando si riprende il pezzo in D7 si arriva con Alfiere per H2 e si vince, cioè tipo Alfiere per H2, uh, uh -huh. cavallo di A4, questa linea... Dovrebbe okay. essere completamente vinta per... Um... Il re deve salire per forza, no? altrimenti arriva donna H4 che vi vince. Sì, il re deve salire e, e non c'è... C'erano degli scacchi concrete, molto concreti che vincevano qui. Non, non mi ricordo esattamente okay. adesso come dar matto, ma vediamo dalla barra che... Che è finita. Bella. Donna G5 forse lo stesso. Mm -hmm. Non mi ricordo. Con esattamente. Sono scoperte varie. Sì. Sì. È eh, molto interessante, per cui alfiere F1 non è precisa e la mossa giocata da Abdusattor è H3. H3 che controlla comunque anche no, tutte queste idee che abbiamo visto, Luca. Esatto, infatti dopo H3, H6 del nero, uh -huh. Abdusattor ha giocato al alfiere F1 proprio. Quindi questa è un po' l'idea del bianco, si gioca tutto su, su sottigliezze. Mm -hmm. eh, perché adesso E5 si può davvero mangiare in D5 tutta, tutta questa linea con E4 senza alfiere per H2 non, non va bene che adesso su E5 uh, C per D e E4. E4 presa in C6 presa in F3 presa in B7 mangiando alfiere e poi è finita si sì. perso tutti i pedoni al centro non, non c'è più, più niente qui Zot. perfetto ok e uh, Luca questa linea la preferisci col bianco? Cioè, ti piace l'approccio di Abzatro? Sì, diciamo che mi è sempre piaciuta la bianco, l'ho anche giocata uh -huh. uh, prima, in, in, qualche anno fa. Uh -huh. Ma in realtà non... Sempre ho fatto fatica a vincere, ti dico la verità. Perché il nero è molto solido, uh, può fare davvero qualsiasi cosa. Al di là delle spinte nei 5 in c5, che... Se concretamente non funzionano, lasciano un po' di vantaggio al bianco. Mm -hmm. Il nero può giocare una marea di mosse. Per esempio, Alfiere A3 è una mossa che dà un sacco di fastidio. Mm -hmm. Anche Alfiere A3. E... e su Alfiere A1 star fermo. È molto difficile dimostrare qualcosa con E4. Dico sì. la verità. Quindi, Ok. Anche Alfiere B4 è una mossa che, che dà un. Tipo, Alfiere A3, Alfiere A1, Alfiere B4 per controllare le spinte il, anche, le no? Spinte, perché sì. appunto inchiodiamo mm -hmm. quindi è molto molto difficile per, per il bianco però Bella... è chiaro che... sì, Va vai Luca e... no. come in tutte le posizioni se, se, sai, se sai esattamente cosa fare poi è facile giocare mm -hmm. e... bene cioè, sì, diciamo che è interessante perché comunque il nero ha tante scelte, C5, E5, ehm, tenere i pezzi, alfiere B4, tante mosse. Mm -hmm. Diversi piani e bisogna sempre capire quali sono le differenze, cioè quando è meglio giocare per E5, quando è meglio giocare per C5. Quindi se in realtà sei un, esper se sei un esperto di questa posizione puoi, puoi fregare l'avversario, perché... Mm -hmm. Cambi un attimo piano. Fai prima un H3 poi il F1 come, come ha giocato. E magari l'avversario si confonde. Sì. Ma infatti mi chiedo, no, la, la scelta di Abdusatro no, di cominciare con Alfiere 2 e non con Donna C2. Che poi alla fine si è rientrato. È proprio nel, per cercare di confondere in qualche modo l'avversario. Luca, sì, forse voleva evitare anche delle linee con, con questo ordine del merano. Dell'antimerano. Okay. Perfetto. gli dava fastidio qualcosa, eh, è detto ok, uh -huh. gioco, gioco quest'ordine. Qua, ok, Luca. Allora, noi uh, intanto riportiamoci di nuovo sulla nostra panoramica, dove vediamo tutte le scacchiere. Informo per chi si fosse appena sintonizzato, che la partita tra Nakamura e carson è terminata in parità. Dopo circa 10 minuti di gioco, hanno sperato chiaramente le 30 mosse perché, come sapete, prima non è possibile a meno che non ci sia una ripetizione. E, e quindi tra pochissimo ci sarà la partita di spareggio Armageddon che comincia tra 3 minuti. Luca, si, sì. ok. Allora facciamo così. Luca, dopo ci andiamo a vedere tutte le partite. Io direi di fare giusto una piccola pausa adesso, così uh, che poi ci seguiamo l'Armageddon insomma per bene. Mi raccomando, restate con noi, torniamo subito. Torniamo subito per seguire l'Armageddon tra Nakamura e Carson. Vedremo se Icaro avrà fatto bene col bianco a uh, pareggiare, uh, a scegliere no? una linea che pareggiasse uh, subito. Oppure se invece avrà avuto ragione e riuscirà a battere Carsen all'Armageddon. Come sapete all'Armageddon il bianco a 10 minuti, il nero 7, ma il nero con 3 minuti in meno passa anche in caso di patta. Allora, restate con noi, ci rivediamo tra poco. Rieccoci Luca, si comincia subito e andiamo a vedere la partita di spareggio tra Icaro e Magnus. Allora, mettiamoci pure in questa scena dove vediamo tutto e ci siamo. Sì, ed è? abbiamo. Wow, un gambetto di re Luca! <ride> Sì, gambetto di Re, eh, approccio molto aggressivo di Caro ovviamente, con aperture dubbie, eh, perché questo è quello che si deve fare all'Armageddon, cercare di avere posizioni il meno razionali possibili, soprattutto con Carson. Carson uh -huh. ridà subito il pedone, gioca con, con Cavallo F6. E Carson ha pensato un po' all'inizio che linea scegliere su, sul gambetto di Re e poi è andato molto spedito. Cavallo per F6, donna per F6. D3 i caro continuano lo sviluppo. Questo pedone in f4 può sembrare debole, ma in realtà la posizione del nero è assolutamente buona mm -hmm. perché uh, il pedone si può difendere con l'alfiere in h6. Per esempio, su un dono f3, un fiera h6, sì. E su cavallo c3 per far cavallo d5, il nero può giocare sempre con l'alfiere e6. Mm -hmm. La posizione del nero è assolutamente eh, buona. E Dovrebbe stare addirittura anche meglio sin da subito. Perché sì. il gambetto è sbagliato. Semplicemente. Non... Al gioco corretto. Diciamo che per il bianco sono problemi, Luca. Sì. Mm -hmm. Ma. F3, F3 credi F3? che comunque l'approccio di Caru sia stato corretto per cercare di uscire dalle linee battute? Diciamo così? Uh, è un bluff, il gambetti Re, mm -hmm. Perché comunque. Mm, L'approccio migliore è quello di Mame Contari che abbiamo visto nel okay. primo giorno, perché gli, gli, gli lanci un G4 completamente a caso mm -hmm. ma senza teoria, quindi uh, l'avversario non ha la minima idea di cosa fare in quella posizione, è semplicemente un blef ma, ma ok, l'avversario non ha la minima idea. Se giochi gambetto di re rischi, perché se l'altro sa non... <ride> non va bene, è semplicemente giocato una linea sbagliata. È vero che anche, per esempio, contro la G4 Imame con Tari all'armageddon era sbagliato, oggettivamente. Mm -hmm. Ma, ma l'avversario deve trovarle le mosse. Non deve saperle. Certo. È più facile saperle che trovarle. Questo è un po' il concetto: Dopo, sì. questa donna F3 arriva al f H6. Carsen non si fa ingolosire dal cavallo D4. Posto il f H6 per dare il doppio in, in C2. Perché caro, ovviamente, non avrebbe mangiato il pedone. Ma avrebbe giocato donna F2 mm -hmm. e poi piano piano C3, D4 occupando il centro. Giusto. Quindi Carson gioca alfiere H6 anche perché il cavallo può andare in E5 mm -hmm. in alcune posizioni. Cavallo E5, cavallo G4, cavallo E3. È una manovra Bella. che può far male. Eh, sembra semplicemente un disastro per Icaro. L'alfiere di, di Carson andrà in E6 sul cavallo C3. Poi giocherà con un Arrocco Lungo. Cioè Torre G8. La, la, la G aperta. Uh -huh. Se il pedone bianco fosse in H2, si potrebbe ancora pensare avere una posizione giocabile. Ma col pedone in H4 hai debole G4. e debole G3. Uh -huh. non, hai il pedone G2 arretrato su colonna aperta. e mh, Fai fatica a sviluppare i pezzi. Si vede proprio che il nero già è in, è in vantaggio di sviluppo. Quindi. Sì. Eh, eh, I 3 minuti adesso sono diventati a malapena uno. Sì, è diventato uno. Ehm, la posizione non è, non è buona. C'è del potenziale per Ikaru, mm -hmm. c'è da dire perché comunque ha più pedoni al centro. Quindi, in un futuro, se, se Carson non dimostra il vantaggio dinamico, poi la posizione di Ikaru può, può iniziare ad essere buona. Uh -huh. Però settore G8, che sembra una mossa, uh, una mossa da giocare, cavallo C3, alfiere E6, solo un minuto in più per Icaro, uh -huh. che deve arroccare, quindi immagino un alfiere D2, arrocco lungo, non so, sembra, sembra il momento di, di arroccare, lungo, perché corto è forse un suicidio, mentre lungo si può ancora... Provare poi a giocare. Fiere di due, esatto. Arrivato. Fiere di due, rocco lungo, rocco lungo. E poi... Poi si gioca. Sì. E Luca, quindi... Ma Icaro non è che abbia fatto, no? Chissà che errori. Semplicemente è entrato in questa apertura che non è corretta. Sì, è dubbia. È mm -hmm. dubbia. La... il gambetto di re non, non è... Non è più una linea, diciamo... Giocabile. Se, se il Nero sconosce, conosce Carsen ovviamente conosce tutte queste linee. E, e si fa fatica. Però, mm -hmm. comunque dicevo, c'è del potenziale per i perché ha più pedoni al centro. Quindi, dal momento in cui magari si cambia le donne, si riesce a fare un cavallo di 2, C3 di 4, riesce... se si riuscisse ad avere C3 di 4 con il Fier in D3 e il cavallo in 2, um, mm -hmm. potrebbe anche stare meglio ok. Anche. Donna di quattro. Qui cerca il cambio delle donne anche, Cars. Molto, molto interessante come, mm -hmm. come scelta. Perché una volta che si cambia le donne, il cavallo in D4 è molto forte. Che è vero eh sì. che non è una, in, in un avamposto, mm -hmm. ma non può essere tolto. Perché C3 bisogna farlo, ma prima bisogna togliere il cavallo che non ha case. E dopo donna e uno di, di Karu, qui la barra scende, uh, ci sono, sono mosse, più mosse per, per Carson sta calcolando il fiere G4 torre, torre G, no, Torre G3, no, ci prendiamo un doppio in una. Uh -huh. Donna 5 indietro. donne Solita. 5 Ok. Tiene la posizione. Sì. Uh, I caro che continua a conservare comunque del vantaggio di tempo. Certo è, bisognerà capire se questa partita andrà, no, a gli ultimi secondi Luca sì questo è chiaramente quello che vuole Icaru mm -hmm. però deve giocare una mossa veloce un rabbi 1 non lo so si sì. o... avrebbe fatto bene magari anche a ripetere un colpo da F2, donna F2 poi donna 1 non lo so ok ma... sì perché okay. poi dalla 41 esima vi ricordo che si aggiunge un secondo di incremento ma veramente è come se quasi non ci fosse questo secondo cavallo 2 perché vale è troppo due. poco no nel gioco dal vivo a tavolino. Ok, è arrivato a cavallo i due Luca, vediamo se riuscirà comunque nell'intento di anche non spingere questi pedoni al centro, ma al momento non sembra fattibile. Poi, ok, c'è a due eh, che forse uh, visto che B3 non si può giocare per il matto in A1, ma qualche alfiere in, uh, in C3, forse qualche intermedia. Sì. Carsen, però, si disinteressa completamente del, del pedone A2. Almeno per il momento, gioca F5 per sdoppiarsi i pedoni, mm -hmm. e, che sono la, la sua unica debolezza al momento. Ma è caro ok inizia a sbilanciare. G3. Interessante, perché sfrutta e Carsen può mangiare in E4, ma poi il H potrà rimangiare in, in F4. E la posizione adesso si sta complicando. Uh -huh. Questo è quello che vuole Icaro sì. Ok, qualcuno ci chiede, Luca, di alfiere per a2 In realtà non è così pericoloso insomma, per il bianco perdere questo pedone Ma diciamo che si vorrebbe giocare alfiere c3 e poi, e poi mm -hmm. b3 Però arriva subito a f3 a scacco, quindi non si può giocare Esatto, questa che effettivamente scoccia Immagino che avrebbe voluto comunque giocare con G3 per mangiare F4. Ok, F quindi il suo intento era comunque quello, ok. Sì. Quindi F5, e... G3 e presa 4. Preso 4, adesso il caro mangia in, in F4. La donna si sposta in F5, c'è il cavallo G3, cavallo per E4, però cade anche può cadere anche F F4 mm -hmm. Posizione però che è complessa al Almeno questo Quindi Icaro ha un minuto in più in posizione che, che adesso è diventata poco chiara Se prima il nero stava meglio adesso non, non sono più sicuro infatti la barra è tornata equilibrata sì. è Con più tempo una posizione equilibrata ma non, non piatta È sicuramente quello che si vuole da un, da un Armageddon Diciamo che lo spettacolo almeno qui è assicurato, Luca Sì Sì, sì, sì. nelle prossime mosse si può decidere il tutto Callo G3 Sì Callo G3, si abbassa un po', donna F7 immagino Si, sì, vediamo ah, donna questa donna uh -huh. Però attenzione perché donna F7 può arrivare forse F5 ah, Si attacca l'alfiere in H6 L'alfiere in E6, forse deve giocare alfiere per D2 scacco Sì, si può mangiare in D2 Um, però poi non si può mangiare in F5, perché mm. quando mangi di alfiere ti rimangio col cavallo e poi ti do un'infilata. alfiere H3 che che fa male, fa male. nei denti. <ride> La mostriamo, no? Immaginiamo Donna no, per torre, di 2 Ah, scusami, ero giù G3 sotto, Torre per di 2, alfiere per cavallo per Donna per alfiere H3. H3. E eh sì, qua Brutte sorprese. F5 che arriva, alfiere per di 2, Torre per di 2. Sì. Qua Carson è preciso, gioca il fiere D7 mm -hmm. perché adesso attacca a 2. Eh, se, se il bianco vuole mangiare il pedone in E4, poi deve fare i conti con Donna per A2. Ecco. Infatti, Darebbe il carro giocarebbe 1. Arriva subito Calle 5 di Carson. Minaccia un doppio: minaccia il doppio e su Donna per E4 arriva l'infilata con il fiere C6. Eh, terribile, quante ne Si, c'è anche il cavallo in presa. Ok, quindi. 3. donna E3 perché su cavallo F3 Carsten non, non ci pensa nemmeno a giocare cavallo F3 Anche se sembrava mm -hmm. comunque interessante, no? Perché c'era un attacco alla torre, c'era il cavallo in G3 Ma Carsten sì. non vuole usare il tempo che ha a disposizione e Sa che per D3 è semplicemente buona mm -hmm. Perché il cavallo in E5 è forte e il pedone in f5 che può sembrare un punto di forza del bianco in realtà in questo momento sembra quasi più una debolezza perché il pezzo che lo sostiene è un cavallo in g3 che però non ha, uh, non ha case infatti il cavallo va in e4, non sono sicuro di questo alfiere c6 di Carcer, re b8, alfiere sì. h3, torre d8 difende f5, adesso okay. ci può essere un qualcosa, forse un cavallo c4, qualcosa che cerca di minare i 4 c'è anche D5 e D4 ci mm -hmm. sono tanti pezzi sospesi da parte per, sì. per Icaro eh? forse un torre C1 può, può giocare per prepararsi a una, un torre per C6 no? che uh -huh. può Giusto. sempre essere importante ma attenzione perché Icaru ha meno tempo wow. adesso eh no? Quindi, qui ha anche meno tempo e la barra è precipitata è precipitata completamente proprio di brutto Luca qui si sì. al Cere fine D5, D5. 5. Si okay. alza un pochettino ma attacca 2 Tacca 2 Ma c'è cavallo per D3 alla prossima minacciata? No? Su A3. Ah uh -huh. eh, come, come ci si? E ci sono tutte le infilate anche no? Sulla diagonale B1H7. Si, sì, si poteva giocare anche prima. cavallo per D3 e forse, no? Vediamo. E ah, forse vediamo. Forse era questo era il spav... colpo. Era spaventato di torre per C6. Ma uh -huh. cavallo B4 intermedia vince. Eh, questa sa. è pazzesca. Eh, Secondo <ride> i poi è facile. Eh, caro sacrifica A2, eh. vediamo l'alfiere in A2 alfiere ah, di 5 torre 2 pur di difendere E4 i Presa. sacrifici re A1 re A1 il indietro. D5 indietro donna di 7 aiuto donna A4 era minacciata donna B5 le case attorno eh. a re Nakamura con un minuto in meno si e... minacciano qualche donna a 6 donna mm. A5 donna a 2 anche il pedone in D3 si minaccia mm -hmm. molto banalmente Cavallo per D3, arriva. Uh, aiuto! Sì, aiuto perché. Per, tra l'altro, devi. Eh, minaccio Donna A6, Reb1 al Fiere B3 che ti chiudo, ti chiudo proprio in the box. Eh, questa dice, è meravigliosa. Eh, no Tra l'altro, devi evitare ecco, le ripetizioni. Ma, immaginiamo anche al Fiere B3 forse, no? Come idea, insomma, questo. Si sono matti tipici. Cavallo C6, cavallo C6, cambia le torri. Mm -hmm. Donna C3? Eh ma qui Carson non vuole dar matto, qui Carson vuole dare perpetuo. <ride> Tenti a non far calo B4 e donna per C7 ti prende matto, ma per esempio donna, donna A4, non lo so, uh -huh. per mangiarsi anche H4 su donna A3? No, questo so. b okay, eh, B3. B3, B3. Di... Intanto il Carson. re è in trappola. Sì. La eh, vedo molto male per i eh. Sì, torre... Non so. Eh, scuote la testa, fai calmo. Scuota la testa. Su torre 1 c'è donna per d3. Mm -hmm, bella Cavallo anche quella. Cavallo 4 che arriva. Cavallo 4, donna a 4, a 4, si minaccia matto in a2, torre f1 per dare una casa al re e scappare, Provare Cavallo la D4. fuga. Arriva Fiere un altro g4. pezzo, Alfiere g4 ah, no. per evitare i cavalli 2, che chiude un'altra casa. Arriva Alfiere c2 scacco. Re c1, forse la guadagna torre, la torre. La torre, donna uh -huh. 1. Donna salta 3. la torre, salta il cavallo. Vediamo. Eh, ci prova ancora. E ci prova però, Alfiere per D3, donna g2. Ah, uh -huh. non vince subito. Cade eh. tutto. Cade tutto. Sì, È no, troppo sì. facile. Icaro con 14 secondi, F6. Disperazione. Si lancia, si lancia nella mischia. Torre 2 per D3. Penso che siamo vicini all'abbandono. Vediamo 6 secondi. 5. comunque è stata raggiunta la quarantesima. Si aggiungerà un secondo a mossa, ma proprio importa. Icaro perde per il tempo a questo punto. Sì, gli stringe la mano e vediamo che anche il tempo è terminato. Sì. Sì, Carson andava proprio per, per la patta Tra l'altro sì. cioè Torre 2 è la mossa che vuole fare patta Perché mm -hmm. è un sacrificio di torre Che eh, Solfiere per 2 vince in realtà Perché dopo Re, C, Re C3 Perché Re C1, okay, Re C1 perde subito no? C3 arriva la forchetta allora, Un attimo solo che vi faccio vedere un po' più Da vicino Allora, su Re 1 Donna C2 matto E su Re 3 c3, donna C2, era B4 C5. Bella. Eh, farino, sì. mentre, mentre se si mangia il pezzo in D3 con il re, no? Con sì. il re dopo donna d 1, uh -huh. Re C3, per esempio. O C4 uguale? Ah no, okay. re C4, re C3 eccetto cioè torre C2 per dire la donna, re esatto. C4 Al posto di re C5, re ok, C3. Re C4 torre sempre posso... scacco. Oh, Ma posso meglio. dare scacco con la donna, donna A4, ah. Uh -huh. Iniziare... Ok, probabilmente si vince, però... però come minimo non si scappa da nessun perpetuo. Sì. Io pensavo anche torre C2, così su re D5 anche posso... Però la donna in D1. C'era il fiere in, in G4 che... Giusto, non ho lì, mai però. il tempo. Ok. Bene. Okay. Però, ok. Comunque... Luca. E quindi, alla fine... <ride> Acaru non è andata benissimo come, come scelta. Almeno ok. È vero che è carsen? No? Uh, cadenza classica è probabilmente è sicuramente più forte. È numero uno al mondo, comunque ha un ottimo score contro i in particolare, però sembra che sia sempre un peccato. No? Non provarci col bianco. Che ne pensi? Sì, stavo pensando proprio nella pausa che dovrebbero, secondo me, cambiare la regola. Della, della patta perché le, le 30 mosse sono non dico una pagliacciata ma quasi perché a questo livello sì sì nel senso che in realtà eviti uh, così con le 30 mosse non eviti le patte d'accordo o, o chi vuole far patta perché tanto ti scelgono una linea del genere fan patta mm -hmm. ma eviti chi Vuole davvero giocare e magari si trova in una situazione un po' spiacevole, vuole offrire patta, ma non può, no? Uh -huh. eh, che comunque, vabbè, ci sta perché eviti, eviti questo tipo di patta, ma non eviti le patte d'accordo. Dovrebbero inserire una patta a tempo, proprio a cadenza classica, cioè che prima delle due ore non puoi far patta, eh. Questo secondo me eviterebbe alcune patte d'accordo, o non patte d'accordo perché vabbè, due che vogliono far patta si siedono un paio d'ore, fanno finta e <ride> se ne vanno in camera. però chi è indeciso se giocare o meno, ci non pensa. ti. sì, almeno ci pensano durante la partita. Sì. E... Che poi Luca, diciamo che a questo livello, in realtà, giusto anche per spiegare a chi ci segue più che altro, Um, diciamo queste patte d'accordo non si chiamano d'accordo no? perché i due giocatori si sentono prima della partita no? e si dicono ok, facciamo patta diciamo a questo livello no delete, così uh, no, ma scelgono cosa eh, la patta come la dici te è vietata no infatti infatti no, no io allora, voglio cioè esatto poi non lo so cioè, magari c'è chi lo fa eh? io non, non lo so alzo le mani non si potrebbe fare no, però dico in linea di massima, cioè a questo livello, cioè, non c'è questo, sono loro che giocano delle linee proprio per entrare nelle patte. Cioè, giusto che va spiegato questo. Che accordo si potrebbe pensare che magari no, Ci si sente <ride> e cosa che non è esatto, ah, no. È, è la patta tra, tra due che sanno che vogliono fare entrambi i patti. Esatto, lo capiscono mossa per mossa, no, dal tipo di apertura scelta a questo tipo di livello, sì. Sì, sì, eh, nel senso. Già che entri nel Marshall. Ehm, esatto. È un primo segnale che... O anche no, sulla berlinese, quella okay. linea che tante volte gioca i caro no, per pareggiare con la donna. di scacchi per sì. che abbiamo visto tante volte. Cioè, da lì, sì, sì. un giocatore di questo livello si rende subito conto se, per esempio, i caro sta giocando per la patto oppure no, ok. Intanto è partita un'altra bet, e, ed è la seguente. Quanti spareggi oggi? Il primo già compreso. Quindi, vabbè. Uno già c'è stato. Due, tre, quattro, cinque, bettate. <ride> Luca, hai azzeccato il pronostico. Sì. No, è la giusta punizione questa. Perché. Perché devi. Devi provarci. In questi livelli, devi provarci. Non è, non è ammissibile mm -hmm. con il bianco. Con il nero, sì. Ma. Con il bianco, ok, ci, ci devi provare. Poi magari ti gira storto l'apertura e l'avversario ti mette un'idea, non lo so. E, e allora ti, se, se non conosci o l'avversario ti mette una buona idea, ok, forzi una patta e, e va bene. Però non, 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 non si deve partire con l'idea, ok, faccio patta dalla prima mossa. Perché. O, o sei molto più debole, ci sta, ci sta questo ragionamento da parte di Tari, non lo so. Che, mm -hmm. che va lì, o io a Dubai con, con Vidit, non è che mi sono seduto per dire oggi col bianco lo batto, no? molto più forte, vabbè. Però a questi livelli dove le differenze non sono tantissime, c'è un po' di differenza, però con il bianco dovresti, dovresti provarci. Giusto. Quindi... Cosa che Fabiano no? fa regolarmente, per esempio Fabiano ha un approccio diverso. Sì, sì, perché Fabiano è molto più sicuro di sé, mm -hmm. in realtà. Cioè, sì. fare una patta d'accordo, cioè fare una patta così rapida, <ride> sì. non mostra... No, non ti dice, ah, sono così sicuro di me che nel, nel, nella cadenza rapida che, che poi ti batto, no? Dimostra insicurezza. Non riesco, non, tanto non, non posso vincere contro di te con il bianco, La cadenza classica, quindi mi rifugio in, sì. in un'altra un direzione, no? Mm -hmm. E quindi questa mostra in realtà un'insicurezza per, uh, per l'avversario, quindi Carson è subito in fiducia, non è che sì. dice ah, adesso devo giocare rapide. i Caru rapido molto forte. Certo, dice, okay. e poi Luca non solo, i Caru diciamo ha scelto no, di rifugiarsi in una partita rapid e quindi no, corciando un pochino le distanze pensando di avere qualche chance in più. Ma anche giocato il gambetto di lei, assumendosi comunque un bel rischio, anche perché voglio dire Carson è comunque campione del mondo rapido, Blitz, cioè no, è completo su tutte le cadenze ed è comunque ok. Uh, comunque non so se è più forte o comunque se la gioca con Icaro alla pari, ma forse anche un pizzico più forte, non lo so. No, molto più forte. E quindi, esatto, giocare poi anche il gambetto di Re uh, sapendo no, che stai giocando contro Carson, comunque è una bella responsabilità. Forse contro qualcun altro, ok, si, lo, lo si può capire, no? Però proprio contro di lui forse è un azzardo. Sì, sì. Eh, diciamo che no, è molto più forte a scacchiare a Carson. Mm -hmm. eh, online se la possono giocare. Ma, ma dal vivo Rapide Blitz è, più è ancora molto più forte. Che Carson perché dal vivo non hai uh, diciamo, questa, um, questa abilità, è, è diverso il <ride> gioco. Nel senso, online, quando giochi, per esempio, non so, giochi il Title Tuesday, giochi mm -hmm. qualsiasi tipo di torneo Rapide Blitz, soprattutto Blitz a 3 mm -hmm. minuti. Sì, le prime 20 mosse le fai subito. Non mm -hmm. importa se non sai l'apertura, se... le fai subito. Dal vivo non riesci a fare una mossa uh, così velocemente come la fai, come la fai online. Non, um, non so come mai, ma, ma c'è questo blocco che ti porta a scacchiera a riflettere un po' di più. Quindi è un gioco, un gioco molto più lento a scacchiera. Mm -hmm. e quando il gioco si, si rallenta, quel carsene è più forte. Esatto. Anche perché poi non, con pochi secondi a testa, il caro è anche molto veloce col mouse e tutto. Ma quindi, sì, no. sì, poi in questo evento no, lo abbiamo visto insomma con le mani essere un po' meno veloce rispetto a quanto invece lo è con il mouse online. E Luca, infatti, no, in un'intervista aveva anche dichiarato: chissà, forse sto invecchiando, insomma, <ride> però ok, diciamo che chiaramente c'è differenza. Bene, e Carson è veramente campione del mondo su tutte le cadenze di gioco, quindi cioè è proprio il numero uno ancora, no? Di, di sempre, per tutto, nonostante diciamo adesso non sia più il campione del mondo nel gioco classico. E Luca, ok, adesso ritorniamo su tutte le scacchiere, vediamo che è terminata soltanto appunto la partita tra Nakamura e Carson, tutte le altre sono ancora in corso. E vediamo che cosa. Uh, insomma, succede sulle altre scacchiere. Prima avevamo visto la Zatrov Firusa. Vogliamo andare a vedere Caruana se riesce a prendere le distanze. E quindi confermare la sua leadership in questo evento? Sì, possiamo andare a vedere la posizione di Fabiano. Che sembra sembra ottima. Ha messo la classica preparazione da Fabiano. Mm -hmm. e, um, ho giocato questa linea. Che è. Um, che Sta prendendo piede ultimamente Questo C per D5 nel Karsbad Con il cavallo in F3 Che è considerato sbagliato uh -huh. <ride> Nel senso che Il Karsbad di solito si gioca al posto di cavallo F3 Con cavallo C3 Ovviamente ha sì. evitato la Nimzo Ma D5 uh -huh. C per D E per D Alfiere G5 E poi E3 alfiere D3 Per impedire uh -huh. lo sviluppo dell'alfiere Per esempio non so C6 sì. E3 sul fiere F5 c'è questa linea con donna, donna F3 mm -hmm. ti, ti impedono ok giocabile oh, sì. però Giusto. però questa è un po' l'idea e su alfiere E7 per sviluppare l'alfiere in, in F5 posso giocare alfiere D3 perché su G6 continuo con donna C2 mm -hmm. e ti impedisco lo sviluppo dell'alfiere quindi questo sì. è c'è un sacco di teoria ma non si gioca G6 con il nero però e invece su mosse tipo alfieri G4, magari. C c ci dovrebbe essere donna B3. O... Ah, che sfrutta sì. il pedone B7 in difeso in questo momento. Okay. Donna B3, su donna B6, tornare in C2. Eh, è vero che non impedisci il cambio degli alfieri campo chiaro, ma devi passare da, da H5, G6, impedonarti. È più lungo anche mm -hmm. il, il tragitto, no? Quindi è sì. tempo a. Sì. A okay. giocare con il bianco E quindi Mentre... l'ha giocata con cavallo F3 Questa linea Con cavallo F3 qual è la differenza? È che dopo C per D e per D RG, per Cavallo C3, C6, alfiere G5 Ok, um... in realtà ci sono rientrati qui Sì Ok Non, non riesce a impedire lo sviluppo dell'alfiere F5 Quindi questo è sempre stato storicamente considerato mh, Una linea quasi favorevole al nero addirittura Perché l'alfiere arriva per esempio E3 Come è andata la partita Um, ha ah, giocato prima alfiere E7 E3 mm -hmm. alfiere F5 Arriva il cambio degli alfieri Poi il nero porterà un cavallo in E4 Prima o poi cambierà mm -hmm. uh, quelli, quelli campo scuro E ha un buon avamposto ah. in, in okay. E4 Però Fabiano ha questa idea concreta Cambio degli alfieri H4 Sfruttando il fatto che non ha ancora roccato Quindi questa può essere l'idea Di questa cavallo F3 Sì, non, non capisco Quale, quale sia l'idea su Donna per D3 eh, al posto di Arrocco, mm -hmm. che, che Arrocco permette questa linea, se il nero inizia con cavallo B Bd7, mm -hmm. non capisco l'idea del bianco qui. Devo essere sincero, perché qui su Arrocco arriva Arrocco del nero e la posizione è assolutamente sana. Non... Sì. Però vabbè, Fabiano avrà, avrà un'idea in mm -hmm. questa posizione, quindi cambia e poi prova ad attaccare H4 cavallo. 6 giocata su mosse H5 Luca. Possiamo prendere in considerazione. Non so, anche di arruccare lungo e tentare una G4. Sì, sì, sì devi, vai da quel lato assolutamente. Mm -hmm. però già se devi giocare mosse come cavallo A6 e poi H5 C5. La scelta di pari è strana, cioè a dire, molto, mm -hmm. molto strana. Nel senso che... sì. sì, poi mi chiedo. Ha giocato 9, okay, prima cavallo a 6 perché forse conta in qualche salto in B4, no? Perché poi avendo giocato C5 dopo, no? Uh, questo cavallo in A6, magari ha questa idea di saltare in B4. Sì, ma ok. Fabiano intanto, ha giocato torre, torre D1 mm -hmm. che interessante. Immaginiamo uno scenario in cui il nero giochi cavallo B4. Come dicevi, uh, donna Ok, e 2 mm -hmm. C4. Non sono sicuro che posizioni come A3 per esempio? Sì. Cavallo d 3? Ah scusa, cavallo di 3. Mm -hmm. Torre per D3. Secondo me sta meglio il bianco qua. Mm -hmm. Qualità pedone, ma il pedone del 5 prima o poi crollerà, l'alfiere è completamente murato. Posso giocarti un piano molto importante che è cavallo G1, cavallo E2, cavallo F4. Mm -hmm. E Se cade anche D5 ho cavallo, due pedoni centrali sì. uniti. E... Ok, qui non è esattamente come vantaggiosa per, per il bianco ma vediamo che era circa pari anche quella no? che è mm -hmm. prima... eh, una qualità in meno diciamo che per un pedone però sì non male <ride> sì come, come concetto che forse in quella posizione specifica non andava bene perché c'era qualcosa di concreto però come concetto si può si, si deve migliorare il piano ma si può si può fare mm -hmm. um, a3 era una perdita di tempo, ma vabbè poco importa, e, okay. quindi torre D1. Subito interroga qui il Nero: no, su cosa vuole fare perché adesso sta minacciando D5. Sì, sì. No, molto probabilmente su, su questa linea con cavallo B4. Diciamo forse la donna sta meglio in B1. Non lo so. Mm -hmm. eh, C4 a rocco corto, ok. E qui su cavallo D3 non devo neanche mangiare. In c'è un B3 forse? Sì. sì, forse avrei dovuto cambiare in G6 prima per evitare, okay. per evitare problemi eh, su Rocco. Ma sia B3 sia E4. Comunque posso rompere mm -hmm. la struttura del, del nero. E cavallo in D3 non, non crea particolari minacce. Anche okay. il cavallo è 1, volendo per cambiare i cavalli. Quindi torre D1, questa è la posizione attuale. Uh, possiamo dire, Luca, che non ti è piaciuta la scelta di Tari comunque. No, perché è molto illogica, no? Mm -hmm. Nel senso che... Ok, Fabiano ti ha giocato questo alfiere per F6 e H4. Capisco che non vuoi giocare H5 perché l'altro è in preparazione e toccare sul lato di... sul lato di Re non, non, non ti piace. Ma cavallo A6 e C5... Eh, eh, non è il modo naturale, no? Di giocare sì. a scacchi. Uh -huh. come, come proprio... Ecco Fabiano che si siede. Non è, non è un disastro, eh, per uh -huh. carità, però è illogico. Sì. Perciò. Comunque, Luca, uh, Fabiano veramente a me fa tanto, tanto sorridere. Mi sembra proprio, sai, qui mime, <ride> cioè è simpaticissimo, veramente. Cioè, sta bene, no? Con i vari meme, cioè ce, ce lo vedo con tutte le sue facce, a volte anche buffe, eh. veramente è un personaggio anche lui. E negli ultimi tempi, non lo stiamo scoprendo anche nelle varie dirette di Chess.com. Sì, eh, sono tutti un po' dei personaggi, no? Sì. Durante... Manca, sì. manca forse Dubbo venepo per uh -huh. completare il, sì, è vero, anche loro avrebbero dato spettacolo. Ok, allora Luca, uh, diciamo che i caro e Carse hanno finito rapidamente quindi non è che ci hanno dato troppa soddisfazione quest'oggi, mm -hmm. e io sono curiosa di vedere se qualcuno è andato nel confessionale. Se c'è stata qualche altra intervista. Vediamo post, forse post Armageddon. Sì. Dovrebbe esserci probabilmente l'intervista post Armageddon di caro. Vediamo se, se è questa. Oh che sicuramente gli avranno chiesto ma come mai questa scelta se sentiamo che cosa avrà dichiarato Going into the today, did you a quick draw? Well, I mean, you can't prepare for Magnus plays every I mean, I had spent a lot of time looking at certain other openings, and then he played this Marshall. And the funny thing is, actually, this critical moment when I played knight d2, there's another line that I would also looked at this morning, in fact. Um, but I figured it's still probably a draw, and why do I want to waste like an extra hour? Or so just just playing for no reason. Um, i mean probably there's one thing that i should have done it's probably i should have done more preparation for an potential armageddon game but it's i mean it's also kind of hard because you don't know if you're going to have a quick game or you're going to have a long game i mean it's, it's very like if you, spend an, if you spend like 30 minutes or an hour looking at something for a blitz game and you have a long regular game then you feel like a total idiot so if there's anything maybe that was a mistake today um, i mean the armageddon game was still quite interesting i thought at some point maybe i had, had a chance but magnus found some very good moves and you know it is what it is uh, Magnus played a variation of this opening against Fedorov in uh, two thousand and three, I believe, two thousand and four. Uh, you obviously did not uh, think about that game going into this uh, opening. Well, I mean, I had looked at this for some uh, different tournaments that happened recently. Um, like like a lot of things, you know, I prepared something in the King's Gambit for one of the online events, um, the Chess Champions Tour. I didn't didn't end up getting it, but. Yeah, I think um, you know the the position was, was very complicated. I mixed up a move order very early on, unfortunately. But still, in the middle game, I felt like maybe for a move or two, I had some chance to maybe prove an advantage. I mean, I think around the time I played this knight g three and f five, I mean, Magnus found this very nice bishop d seven move, which I completely overlooked. Um, I mean, perhaps I had some chance there to maybe be very slightly better, but I—I I don't think it was ever where it was like really dangerous for for black. Um, and obviously, with the draw being good enough, I mean, it doesn't really change much. So, yeah, that's it's what it is. I mean, I'm not super happy about it, but at the same time, you know, it's not the end of the world either. Look besides this Armageddon game today, how do you feel about the chess in general here in Norway? Chess. Yeah, I mean, my chess is fine. If I if I win the Armageddon game against Wesley and. Instead of losing that one, but you know, I, th I think overall the win yesterday also means a lot more. Winning game in classical chess, so the standings are completely fine. I mean, if anything, I actually I was surprised by Magnus's choice. I thought it would be more aggressive, um considering the tournament standings and. and yeah, it's, 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 it's okay I think um I mean again I'd be I'd be happier if I'd won the Armageddon against Wesley but still having the three points yesterday like for example say say I draw yesterday win the Armageddon and then I have the two draws in classical and two losses say against Wesley and Magus I'd be pretty unhappy but with the three points yesterday it's it's hard to complain and there's still a lot a lot of chess left and um, I feel like I'm playing playing quite well in the classical so we'll, we'll see how it goes we're looking forward to the continuation. The heard about today was the confession booths. Yeah, I mean, the, the, game, the game was so fast that there, there, was, there was no chance. But again, as I said, when you when you go into things you can prepare for, and sometimes if someone plays a certain opening, uh, you, you, just, you just deal with it. And in this case, yeah, I could have played something different perhaps, but I, I wasn't actually expecting Magnus to play like this. I thought he was going to be far more aggressive. Um, but yeah, uh, yeah, who knows? Uh, congratulations then on a, almost two rest days instead of just one. Yeah, I guess that, that's that's a good thing, but I, I I have to go stream anyway tomorrow, so it's back. It's sort of mixing many different things. and It's not a true rest anyway. Life sì, okay, Maria. We can. Anyway. Possiamo... Yeah, something like that. <laughs> Thank you. Sì, Luca. Sì, purtroppo, purtroppo parti dell'intervista non so c'è essere stata. Ah, oh, sono stati problemi. L'abbiamo mandato. Sì, mm -hmm. però, però beh, eh, diciamo che. Nikaru, molto. che ha mentito in, in questa. In che questa cosa ha detto? Partenza. Che ha mentito? No, ha, ha detto che sì, si sarebbe dovuto forse preparare un po' di più, e... però gli sembrava strano, diciamo, giocare. cioè prepararsi per un Armageddon, quando in realtà è una partita a tempo lungo prima da giocare, non, non sai se, se fare patto o no. Non si aspettava il Marshall da Carson, però. vabbè, era una possibilità, è... no? No, questo è assolutamente uh, una menzogna. Uh -huh. Cioè, da dire um, oggi è stato punito e, um, e ogni tanto gli va bene, ogni tanto gli va male. Quindi sì. È chiaro che, vabbè, non è che poi no, è difficile andare a. a davanti al microfono e dire eh sì volevo far patta volevo vincere l'Armageddon invece mi ha girato mi ha girato ah, e poi voglio dire cioè, anche se fosse non c'è niente di male se la sua ah. decisione anche sì, sì, e sì, poi fare, eh? cioè, questo lo vediamo uh, quasi in tutti gli eventi in cui si trova Karsten di fronte, o comunque anche qualcun altro a volte, no? ha proprio uh, insomma, questo approccio di volersele giocare all'Armageddon comunque agli spareggi. No? A volte anche la Coppa del Mondo, quando insomma, ha partecipato abbiamo visto spesso magari uh, fare questo tipo di scelte, ma anche ai vari tornei dove, in caso di patta, no? in vari tornei online che abbiamo commentato, c'era la possibilità di ridurre ancora il tempo e andare agli spareggi. Sì, diciamo che in altri tornei ha più senso rispetto uh -huh. a questo. Perché qui davvero la vittoria vale tanto: la vittoria a cadenza classica. Quindi. Se lo fai a un torneo del genere mostri semplicemente che temi l'avversario, sì. non che lo vuoi. Perché alla Coppa del Mondo, secondo me, ha molto senso quello che, quello che ha sempre fatto. Esatto, okay. esatto. Quando giocava, ok, si giocava con, con gente molto più scarsa, okay, no? No, non se non la giocava. <ride> Però con gente magari del suo livello, la prima con il nero la pareggiava subito, sì. poi la seconda con il bianco metteva un po' di pressione, ma senza esagerare, senza prendere rischi, perché tanto... Uh, poi una volta che si arrivava alle rapid vinceva con tutti questo mm -hmm. è chiaro ma se mentre perché solitamente quando giochi contro un avversario um, la, la differenza maggiore di forza la vedi proprio rapid o blitz quando la cadenza di gioco diminuisce perché mm -hmm. se giocassimo partite di 6 ore no? sì. a, a testa eh... Cioè, un grande maestro normale eh, non è che ne perderebbe tantissime con, con, con questi. Cioè, sì. Se anche un giocatore come me gli dai 6 ore di mm -hmm. tempo, no, vabbè, è impossibile ovviamente tutto, sì. tutto ciò, però è molto più facile che ti faccia patta in una partita a 6 ore, ore piuttosto che una partita blitz. Cioè, blitz mm -hmm. se giocassi con, con i Karu le perderei tutte, perché giochiamo online e le... Ne... Saremmo 10 a 1 per lui. Cioè. Mm -hmm. Se giocassimo a carenza lunga è chiaro che mi batterebbe. Non è che sto dicendo. Sì, sì, sì. Però, sì, non però 10 a 1, con più per... tempo si ha più possibilità di pareggiare. Ma è esatto. anche un po' il discorso che uh, fa casse. no? quanto pare il fatto di voler diminuire il tempo. È un po' anche nell'ottica di voler diminuire le patte, giusto? Sì, sì, perché. Chiaro che a lui che è più forte di tutti gli conviene giocare solo, solo rapide e blitz. Nel senso, ok, tipo andare storto un torneo come gli è andato storto il, il Blitz, il, no? Di questo il blitz. Però alla fine dell'anno le, le cose girano. E poi, vabbè, è più divertente da, da seguire, da, da giocare. Da anche, giocare, sì. Anche. Quindi, sicuramente vuole, vuole diminuire. Ma se uno è un po' più debole cerca la patta per andare a cadenza rapida. Non è tanto perché si sente più forte, ma è tanto per, per fare. Per, um, per complicare la situazione, no? Dire Ok, lanciamo la monetina. No? Mm -hmm. quindi, sì. quindi, questo è un po' il, um, il punto, e oggi è Girata Storta. Ci sta, eh, nel senso che la prossima la vince, e, e ha avuto ragione. No? Però, chiaramente quando perdi, certo. Non, um, non ce l'hai, eh, bisogna capire alla fine dell'anno se, se gli conviene o no, solo lui lo sa. Mm -hmm. Luca, intanto questa è la classifica al momento, ma ci sono ancora tante partite che devono no, terminare e tanti risultati uh, ancora. E quindi vediamo Icaro, diciamo uh, momentaneamente, ma tra poco sarà uh, superato da qualcun altro, che si porta a 5, 5 su 9, mentre Carson, vediamo di quanto risale. Va a 3. Insomma, comunque un Carsen che ha bisogno ancora no, di, di recuperare, però siamo soltanto al terzo turno. Vi ricordo che i turni in totale ne sono nove, c'è tempo. E poi vi ricordo anche che domani è un giorno di riposo. Domani 2 giugno non si giocheranno le partite, si riprenderà quindi dopo domani. Altra sì. cosa Luca, abbiamo anche eh, l'intervista prepartita di Fabiano. L'ascoltiamo? Mm -hmm. cosa ha detto. Fabiano you're playing an opponent today who was in a good position yesterday and then kind of threw it away does that make it extra difficult for him and is that something you can exploit I think that's the question that you should ask him not me I, I don't know what his state of mind is uh, but yeah yesterday was a, was a rough game he was really really close to winning basically just one move and he wins uh, so definitely that was difficult for him I'm sure he's quite upset yesterday but of course it's a new day. playing as well as you're playing right now. Does that make to choose uh, aggressive sharp lines? Ok, we'll see how sharp it is today. Luca. Eh. Sì, Fabiano che nel post partita è sempre nel prepartita sempre scalamantico, diciamo, non, non si sbilancia mai, non, non vuole dire, non vuole dire, dire nulla. Eh, vabbè, gli hanno fatto anche una domanda. In realtà che giustamente sì, lui ha risposto: chiedetelo a lui, perché gli ha chiesto com <ride> come ti senti a giocare con uno che ieri ha perso quando, quando in realtà stava, stava molto bene, poteva anche vincere. Ha detto: chiedetelo a lui che è lui sì. che ha perso, non, 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 non a me, io. <ride> eh, sì, diciamo che Fabiano nel prepartita vuole, forse anche perché è concentrato, no? a sì. differenza degli altri, è quello che vuole meno interviste. Da quello che, da quello che si vede, ci sta nel senso che vuole, non vuole avere distrazioni. Mm -hmm. Infatti lo vediamo anche come quando è al tavolo, no? che vuole sempre essere concentrato, mentre magari parla un po' di più nel, nel post-partita. Sì. Quindi... Finora, Luca, non ne abbiamo avuto confessionali da parte di Fabiano. No, è molto molto professionale uh -huh. quando gioca, quindi sì. non, non, non vuole farsi distrarre o pensare ad altro uh -huh. che, che ci sta, eh, perché comunque beh, lo vediamo adesso fare anche podcast, lo vediamo sì. anche in diretti in cui è molto molto più sciolto, però quando gioca vuole, vuole rimanere in modalità sangue freddo, eh. uh -huh. infatti lo vediamo al tavolo. E uh, Luca, se posso dire, Hikaru Nakamura ieri che aveva battuto Gukesh aveva fatto ben tre confessionali e per Scaramanzia mi meraviglio che oggi non ne ha fatto neanche uno. <ride> sì, non ha avuto tempo di farli, no? <ride> ok, però si poteva prendere cinque mm. minuti, no? <ride> per Beh. una lunga chiacchierata con uh, appunto chi segue e, e vabbè, non abbiamo avuto questo insomma piacere e luca quindi cavallo b4 a quanto pare è arrivata in questa posizione da parte di tari e ora vedremo se la donna di fabiano andrà in b1 oppure in 2 no che erano un po le due alternative che stavamo considerando si sì. sembra non so entrambe le scelte sono interessanti quindi fabiano ci dedica ci dedica giustamente il suo il suo tempo e oggi ha una chance importante, eh? perché comunque portarsi a sette e mezzo con sarebbe. Con due vittorie um, a cadenza classica e una vittoria all'armageddon sarebbe davvero importantissimo. Perché mm -hmm. è chiaro che, tra l'altro, è battuto Carsen, Ghiri. Ok, Tari. Però comunque a cadenza lunga, uh, cadenza classica. Una vittoria a tempo lungo lo porterebbe sulla. Chiaro che il torneo è un po' è molto lungo, ma potrebbe essere sulla buona strada per la vittoria finale. Quindi. Anche perché poi ti permette di gestire meglio il torneo. Quindi okay. adesso vediamo donna. Probabilmente donna E2, perché donna B1 sì. Non, sulla diagonale non è che crei troppo. E dopo C4, che è l'idea probabilmente di Tari, ehm, bisogna prendere una decisione. Mm -hmm. Quindi in realtà Tari forse può. Oh. Ok, Donna 2 è stata giocata. Sì. E... Tari in realtà ha due scelte, forse. Sia C4 per sì. andare in, in D3 col cavallo. Ma forse anche C per d4, cavallo per d4, cavallo C6. Quindi tornare diciamo a uno schema sì. classico del, del pedone. Uh -huh. Isolato per cercare so. no, di smantellare il blocco no? anche perché il re non è ancora arruccato c'è cioè la donna sulla E sì non sono sicuro di come sia la posizione perché posso anche forse mangiare in, in H6 in G6 un colpo forse no perché arriva a Calo per D4 no uh -huh. eh, no mi sa che arriva a Calo per D4 la barra perché invece precipita donna, in forma donna H5 vinciamo. ok quindi H okay, per D6 diciamo H per che G. riprendiamo una posizione come. Non lo so, donna F3 o donna G4. E, mm. mh, idea: calo per D4 e per 10. No? anche questo tipo di struttura. Torre 8, scacco, Re F1. Anche questo è da capire. Perché, eh, forse sì. con la donna in G4 è meglio. Non lo so. La donna in F3, minaccio, minaccio le catture in D5. Diciamo che il bianco è una posizione molto più comoda da giocare. Mentre il nero fa più fatica. Uh -huh. quindi, okay. quindi, è più un problema per, per Tari. Deve già decidere qui se, se mangiare in D4 o giocarci 4. E questo gli richiede tempo. Uh -huh. Dunque, e interferiamo... per ora Fabiano è ancora un'ora e mezza sull'orologio. Luca, Sì, Fabiano si gode questa, questi 20 minuti in più. Tra l'altro, diventeranno forse 30 dopo, dopo questa mossa. E... Ok. Posizione più comoda, più tempo sull'orologio, tutte le chance per... Più è più forte, ha tutte le carte regola per vincere questo match. Mm -hmm. Bene, vediamo se Fabiano appunto si porterà dai 4 punti e mezzo che ha in questo momento ai 7 e mezzo, eh? che sarebbe veramente un punteggio incredibile. Sì, ma Fabiano è È tornato a essere molto, molto in forma. sì. Uh, quindi... Ha vinto Ha vinto il torneo in, in Romania e uh -huh. Può vincere anche questo Ma può essere davvero il prossimo Anche campione del mondo eh. Quindi Cars. Vabbè Caruana Vuole appunto diventare Il nuovo sfidante al titolo mondiale Adesso che non c'è più Kars Giocarsi magari un prossimo match Contro l'Inghilirra Sì, sì, sì Fabiano ha questo obiettivo e 3-2 Luca per te favorito Fabiano? Secondo me Fabiano al momento per come sta giocando è il più forte quindi, più forte anche so, quindi è... di Ding, eh... ma è difficile dirlo perché sono, sono a livelli alti però secondo me se, se giocasse un match con Ding lui partirebbe, partirebbe avanti bene. Secondo me partirebbe favorito. Ok, yeah. vedremo se questa previsione di Luca uh, si avvererà, comunque non è difficile, secondo me in effetti Luca è molto probabile tutto ciò, anzi uh, adesso che non c'è Carse, no, penso che in tanti uh, pensano no, di avere più chance e quindi cercare di ottenere appunto la corona mondiale. Ok. Andiamo a vedere anche la partita tra Mamidiarov e Gukesh che ancora non abbiamo visto. Sì. Eccoli qua. Abbiamo questa posizione. Vediamo che apertura è stata. Intanto siamo a mossa 16. In mm -hmm. inglese. Interessante perché ha giocato Donna B6 Gukesh. Sì. In questa posizione Non mm -hmm. particolare come mossa Perché di solito si vede più E6 Una spinta di pedone mm -hmm. Mentre Mentre non so Questa donna B6 non l'ho mai vista Con ecco la verità Ok il bianco l'ha affrontata Giocando E3 no, Difendendo questo cavallo Cioè Non è che non l'ho mai vista Ma non l'ho mai no, Diciamo approfondita Donna B6 mm -hmm. E3 E6 e 3 e 6 Ehm. Um... Alfiere, alfiere 2 Alfiere 2 Alfiere okay. 7 Proseguono Arocco, Arocco. Nello sviluppo E arriva B3. B3 Sì mm -hmm. Un approccio interessante D5 Carlo per C6 Ops. Donna per C6 B3. preparazione Da parte di Di Gukesh Sembra Perché sta muovendo la donna Ha mosso tante volte la donna D5 Per, per occupare il centro mm -hmm. Presa in C6 Donna per C6 Alfiere F3 Ha mosso di nuovo la donna Carlo B5 Ha mosso Tante okay. mosse di donna che mi sì. sembra... Vediamolo con calma, no? Alfiere F3 che inchioda, vedete? La donna che si sposta da questo, dal raggio d'azione dell'alfiere ma salta il cavallo. Carlo B5, donna, donna C7. B7. Ora B7. sviluppa l'alfiere campo scuro. Presa in C4, Luca. Presa in C4 e poi A6. Uh -huh. Una volta che si muove il cavallo, donna C7 di nuovo, che uh -huh. finalmente sì. ha trovato stabilità. No? Questa, questa donna sulla, sulla C che è chiusa. Uh -huh. Torre C1, torre D8, e donna C2. Ok, e, e siamo qui. in questa posizione. Sì. E come Luca? C'è un pedone isolato in C4. Il bianco ha diciamo, i pezzi forse no che disturbano un pochino di più, più centralizzati, meglio sviluppati. Sì, il bianco ha uno sviluppo migliore, almeno per il momento, ma il nero comunque è molto solido mm -hmm. e, e ha la struttura migliore. quindi sì. Tutto si basa sul fatto se il bianco riesce a giocare C5 e C6. A sistemare la struttura Per esempio, non so Facciamo due mosse a vuoto del nero Re 8 C5 sì? Re G8 C6 mm -hmm. Ovviamente la posizione è vinta per il bianco Perché se si libera di, di questa, questa struttura Poi hai pezzi più sviluppati, no? Chiaro che... Beh, sì il, um, il... Il nero ha due mosse ehm, E non deve bloccare C5 Ma deve bloccare più C6 E comunque sì, C5... È... Ok, può bloccare in realtà con, con magari una mossa come cavallo D7 mm -hmm. e, um, e cavallo C5, oppure può spingere, può direttamente disinteressarsi, giocare E5 e poi magari anche E4 in futuro. Ok, quindi uno di questi due piani. Sì, A2 anche A2 è isolato, sì, mm -hmm. si chiama anche isolato e disolato, come... Sì, sono entrambi isolati, no? il pedone C4 e il pedone A2. Diciamo che tecnicamente C4 è un po' più grave um, come pedone isolato perché si trova su una colonna semiaperta dell'avversario, quindi più facile da attaccare con i pezzi pesanti, mentre A2, no. essendo su colonna chiusa, è un po' meno semplice. Poi anche un pedone un po' più laterale, Luca. Sì, esatto. Cioè, più sei lontano è più difficile per i pezzi portarsi tutti da un lato, no? mentre al centro è più facile arrivare è mm -hmm. chiaro che per gli alfieri non cambia assolutamente niente se un pedone è sulla C o sulla, o sulla A perché l'alfiere è un pezzo molto rapido però per i cavalli per esempio fa tanta differenza un cavallo in F6 che deve attaccare C4 ci mette due mosse cavallo D7, sì. cavallo E5 per dire se deve iniziare ad andare ad attaccare A2 può ma, ma ci mette molto di più ovviamente mm -hmm. Quindi, se non cambia niente per torri alfieri cambia quando si tratta di re per esempio in finale oppure, oppure um, cavalli sì questo, questo sì e poi chiaramente la cosa più principale è la, è la corona aperta come, come dicevi mm -hmm. quindi, quindi sì okay. e anche quanto sono spinti in realtà perché più è spinto un pedone più è facile attaccare più è forte anche uh, però allo stesso tempo se, se non è ben protetto, rischia di essere semplicemente una debolezza. Quindi è molto doppio taglio. Le, I pionieri spinti sono molto molto pericolosi per, per entrambi. Per entrambi diciamo. Questo per C può essere il punto di forza del bianco che giocherà C5, C6 e vincerà la partita, o può essere la debolezza che in finale ti fa perdere. Non, mm -hmm. non c'è una via di mezzo, no. Quindi, diciamo, Luca, da quello che stai dicendo, qua la patta non ci sarà. No, 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 è un po' drastica, no? Però sì. può finire patta, ma ok Diciamo che... Uh, anzi, è il risultato più probabile è la patta mm -hmm. però Facciamo così, Luca Adesso andiamo a vedere anche che cosa fanno Wesley So e Ghiri Che avevamo detto, no? Probabilmente poteva essere una delle partite, tra virgolette, no? Più solide, quindi insomma più vicina anche al risultato della patta senza neanche vederle ma in effetti a primo, a primo sguardo potrebbe essere i nostri <ride> ragazzi sono lì siamo a mossa 19 vediamo un po' che apertura hanno scelto anche loro questa cavallo F3 D5 eccola qui cavallo C3 ok C5 presa in D5 presa, presa, presa in D4, D4. Donna per D4 uh -huh. e per D Alfiere G5, Alfiere E7. Sì, adesso è il nero ad avere il pedone isolato, no? Come vediamo. Altra cosa, non c'è questo trucco Alfiere per F6, cioè nel senso non c'è donna per D5 che si perde clamorosamente la donna dopo questo scacco. Specifichiamo, insomma, che questo pedone non è impresa. Sì, quindi, quindi E3, è 3. Arrocco e Torre D1. Sì. D1. Perché si gioca questo pedone isolato? Anche uh -huh. perché con la donna in D4 che è il peggior bloccatore, il nero quando giocherà a cavallo C6 lo, lo farà guadagnando un tempo. È prezioso in, in apertura. Quindi, è chiaro che scegli una posizione di pedone isolato dove non, non hai attacco. Però, se riesci a guadagnare dei tempi, non è neanche male. Quindi, alfiere 6. Alfiere di 3 H6. Via rifuga e si interroga l'alfiere. ah. Uh -huh. Che si porta in H4 e donna a 5, inchiodando, donna a 5. Il fiere B1 prepara donna d 3. Allora mm -hmm. ieri gioca giustamente donna A6. Fedisce la rock bella. Eh, con una solida offerta di patta. Fiere di 3, donna a 5. Al fiere di 3, donna a 5. Quindi, qui si, mh, si sono viste anche delle ripetizioni in queste posizioni, Sì. Eh, giustamente però so ci prova anche se non ha granché però l'approccio è quello giusto di ok cambia le donne e prova a giocarsi un finale no? visto sì. che fieri di 3 indietro avrebbe portato una ripetizione G5, Alfieri G3, h uh 5 -huh. uh, Ghiri sta bene perché um, ha la coppia degli Alfieri questa h 5 mi è piaciuta molto e anche se è un um, finale con il pedone isolato uh -huh. che è considerato buono per il bianco Mm, è molto solido il, il nero alfiere alfiere f6 cavallo fd4 e wow l'approccio è quello di, di giocare forse anche per più di una patta o cosa perché avrebbe potuto mangiare in mangiare in, in d4 due volte cavallo per qui sì, cavallo per mm -hmm. per e pareggiare diciamo i pedoni isolati al centro sì, questo è, è... Patta proprio, nel senso, un torre AC8. Mm -hmm. Quindi... Invece, torre AC8 senza il cambio e... E so giocare la mossa F3. Quindi... Ok, entrambi stanno un attimo cambiando la posizione. Ghiri può ancora... Capturare. andare per questa molto semplice... Sì, sì, cavallo per... Fiera per. Mm -hmm. Questo non porta assolutamente a niente per... Sì. per nessuno dei due mm. quindi vediamo se Ghiri ci, ci proverà un minimo sì. in realtà non è necessario mangiare subito in D4 si può giocare forse una mossa d'attesa prima un torre E8 non lo so mm -hmm. sì tra l'altro uh. uh, Luca ok uh, Ghiri qui anche un bel po no? di tempo di vantaggio diciamo una ventina di minuti di vantaggio su so, so e ti faccio questa domanda uh, Qualora tra loro due ci dovesse essere un Armageddon, è favorito So? Uh, secondo me sì. Semplicemente perché So gioca un po' di più a cadenza rapida di, di Ghiri. Uh -huh. Nel senso che. Um, Ghiri a cadenze. Brevi non, non, non mi sembra abbia mai brillato. Nel senso. Non, non lo so. Mi dà questa, questa impressione, so. no? Sola ha vinto il, <ride> il Global C'è Semplice sì. comunque. Giusto. I suoi, I suoi risultati li ha, li ha avuti. Chiaramente è meno quotato di altri nomi. Era Blitz, però. Comunque, secondo me è più di giri. Poi, vabbè, partita secca può succedere di tutto, eh. Mm -hmm. Però, secondo me, un Sola Armageddon potrebbe portarla a casa. Cerchiamo di fare il 6 su 6 di. di guess. Aha. No, non succederà mai. Ok, mai. vediamo vediamo cosa succederà. Comunque, ha più probabilità poi se li so. E quindi, forse uh, Anish. Insomma, qui uh, Luca, al di là del pareggio, potrebbe provare a giocarsela un pochino. O veramente, non c'è modo qui, e... ma è difficile da dire. Perché, comunque, il bianco è molto solido. Uh -huh. Nel senso che, togliere questo blocco in, in D4 è difficile. Sì. Si può forse provare un minimo cavallo E5, cavallo C4, sbilanciare, però mm -hmm. sembra molto difficile. Se, se So vuo, vuole giocare più che altro solido, è difficile portarla a casa. Anche perché So, per esempio, può mangiare in E6, giocare B3, non lo so. Avere questa posizione di, sì. di colore contrario. Dove sta un po' peggio, forse perché che lascia la C al nero, però. Mm -hmm. Non dovrebbe avere troppi problemi. Con l'alfiere campo chiaro che tiene l'ingresso in C2. Difficile creare qualcosa per, per Anish. Però, però vediamo perché magari. Magari so vuole prendere dei rischi e, e poi può. La partita può, può prendere qualsiasi, qualsiasi strada. Ok, Luca, d'accordo. Quindi con questa partita abbiamo completato un po' il giro per tutte le scacchiere dare ancora un'occhiata alla partita uh, con la quale comunque dopo quella tra Nakamura e Carson abbiamo cominciato, quella tra Abdusaturov e Firusa. Sì. Andiamo a vedere cosa fanno. Chissà Eccoci qui. La patta tra Nak e Carson ha dato via il via, come la chiama Albertino David, il virus delle patte. Che poi tutti quanti cominciano a pareggiare. Sì, eh, ci ha, ha steso David il <ride> campionato italiano. Perché? Vabbè, io gio giocavo con Basso sì. e vabbè con Pierre, il campione italiano, non, non, uh -huh. vabbè, siamo, siamo, molto, siamo in ottimi rapporti, ci, ci conosciamo da una vita e sì. di solito pareggiamo abbastanza rapidamente, no? uh -huh. Senza, ci rispettiamo molto e, e quindi eh, facciamo la nostra solita patta in 5 minuti e, e, e David se ne va anche lui, no? fa subito patta. Sì. <ride> se ne va. Chiesto ma perché hai fatto patta? Avevi il bianco contro uno più debole? Ci ha risposto che avevamo dato via questo virus delle patte, ma non, non ha resistito a, <ride> sì. a chiedere la patta. E in e... effetti a volte ai no, tornei c'è sta che quando vedi insomma qualcuno comincia a pareggiare quasi insomma i giocatori si sentono no, di, di imitare. <ride> Poi sì. chiaro dipende dall'avversario anche, però sì. Vabbè, l'ha detto come mezzo scherzo. Sì. Vabbè, poi Albertino scherza sempre, ma, ma a metà, no? Perché mm -hmm. ti lascia sempre gli spunti. Perché in pratica quello che diceva è che, ok, quando fai. quando non lo so, i giocatori fanno, fanno una patta, mm -hmm. e, e nessuno fa un risultato decisivo. Poi tendi anche tu a non perdere piuttosto che vincere, no? Ok. In torneo all'italiana. Cioè. Alcuni la prendono come, come Fabiano, mh, uh, non, 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 uh, la patta in altre scacchiere proprio non, non gli interessa. Alcuni la prendono come un ok adesso posso, posso prendere vantaggio da, da questa situazione, ma la maggior parte la prende come un ok. Uh, comunque la patta oggi non cambia assolutamente niente. Un po' il, il concetto. Però. Sì, perché comunque no non ci sono cambiamenti in classifica, quindi un po' si adagiano no? su questo risultato in generale. Magari non la vedono anche come un'occasione per riposarsi. Sì, 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 tra l'altro. Mm -hmm. Quindi okay. vediamo, l'avamo lasciata più o meno al Fier F1. Se non mi sbaglio. Allora, sì, andiamo un po' più avanti. Dopo Torre D1, donne 7, Torre 1 H3 H6, al Fiere F1, eccola qui. Ed è arrivata al Fiere A3. A3 Luca. Sì, Alfiere A3, C per D, uh, uh -huh. E per D e Alfiere per A3. No? Sì, questa, sì, questa scelta di, di Abdusatro non mi piace, infatti avrei più optato per un Alfiere B4 se, se non avessi voluto spingere nessuno dei pedoni uh, a parte di... Ah, non ti è piaciuta? No, Alfiere A3 era una delle mosse che dicevo, ma personalmente mi piace più Alfiere B4. Okay. Vabbè, Fruge è il numero 2 al mondo, non gli devo spiegare dove <ride> deve mettere i pezzi, quello, quello è sicuro. Sì. Ehm, però a gusto mi piace più questa mossa ehm, però ok Firoush ha scelto sicuramente una mossa interessante il Fiera 3 tipica mm -hmm. tipica di queste posizioni ha cambiato in, 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 in D5 prima e poi in, in A3 sì. con l'idea Torre B1, interessante. Perché Torre B1 vuole giocare per l'attacco in minoranza B4 e B5. Mm -hmm. e è un po' uno stile Carlsbad, no? Dove il nero però ha questo pedone in, um, in C6, e questo pedone in B6, l'alfiere in B7. Di solito si vede più una... il pedone in B7 e l'alfiere sulla... in E6 o G6 F5, no? E sì. tra l'altro B4 minaccia intrappolare la donna. Tra altre cose, B4, torre, a... torre B3, vince, vince il colpo, quindi. Firoge ha dovuto giocare una mossa semi difensiva come, come A5. Che però uh, questa A5 indebolisce un po' mh, la posizione del nero. Perché, ok, questo pedone in B6 c'è il cavallo in D7, però lo, lo lega un pochettino. No? Uh, il, il, il cavallo in D7 è semi legato alla difesa del pedone, perché il cavallo A4 può sempre arrivare. Ma soprattutto il nero farà molta fatica poi a giocare con c5 perché la casa b5 è... diventerebbe debole. Quindi, Addusatro è semplicemente tornato in d3 con l'alfiere, uh -huh. ha giocato quindi alfiere d3. La donna è tornata in e7 donna b2 per provare a giocare b4. Uh -huh. E sul cavallo e4, semplicemente ha giocato torre b c1 quindi è tornato indietro con la torre, piano piano magari prepara 3 b4. Sì. Eh, il nero fa fatica a giocare C5 cambia i cavalli in G5 per avere qualche idea donna per G5 poi cavallo F6 magari oh. mm -hmm. anche H per G5 interessante qui eh. sicuramente oggettivamente non è buona e... però, però ogni tanto un'idea forse qui non va per E4 semplicemente. il bianco può, può espandersi con E4 e dovrebbe essere semplicemente brutta eh, quindi immagino donna per G5 però okay. mi piace l'approccio di, di Abdusatro perché, come minimo, può giocare anche E4 senza. non dovrebbe portare granché, ma comunque, forse un leggerissimo vantaggio senza rischi. E, e questa E4 è sempre molto dinamica, per esempio: mm -hmm. perché se, se si riesce a entrare forse in D6, a quel punto si prende vantaggio. Però qui non, non dovrebbe funzionare perché dopo E4, D per E4, cavallo per donna F4 dovrebbe essere importante per, uh -huh. per tenere le case. E, sì. e su G3 posso tornare in C7, in B8 e non avere problemi. E controlliamo. Non problemi. Quindi... Ok, ci sta pensando comunque qui Firusa, Vediamo di come riprenderà. Eccoli qui entrambi. Due potenziali futuri campioni del mondo, Luca. Sì. E, e al momento ti dico la verità, più forse Abusattaro mm -hmm. di Firuja. Anche secondo me, sai. Sì. Perché un po' lì in... Um, secondo me più per la mentalità. Mm -hmm. Cioè, Firuja ok, un, un po' si è allontanato da, sì. dagli scacchi. Ha anche e... altri interessi, diciamo, noi invece Abusattaro mi sembra più concentrato e che punta di più a questa meta. Sì, sì, anche perché, ok, Firuja, sappiamo, se n'è andato da, dall'Iran, è, è venuto in Europa e, mm -hmm. e poi, vabbè, inutile negarlo che ha iniziato a fare una marea di soldi e, <ride> e quindi, chiaramente c'è chi dice sì, uh, non mi interessa, cioè per esempio uno come Ding, no? non, non ce lo vedo andare in giro in, in Porsche o, o, <ride> o prendersi un... Um, macchine di lusso e Ah, invece il è... va in giro con macchine di lusso Luca? Eh secondo me è importante da non sottolotare perché gli iraniani tutti questi iraniani mm -hmm. sono anche gente come Max Odrota, Batabai sono molto forti tutte Sembrano, sembra che ok facciano scacchi da mattina e a sera però adesso, dopo che hanno fatto scacchi per tanti anni da mattina a sera sotto un regime durissimo, mm -hmm. adesso si stanno un attimo fermando anche loro e godendo un attimo di più la vita, no? Mentre... Sì. Mh, che vabbè, è chiaro che ci sta, perché che mm -hmm. comunque fare scacchi, Max Oloa in un momento ha detto che faceva scacchi 14 ore al giorno, poi puoi immaginare quanto... 14 ore, eh, soltanto. Stressante. Mm -hmm. Però per, per crescere, beh, per arrivare a certi livelli, quello l'hanno fatto tutti e, okay, anche, però non, anche in 14 Firugia. ore non l'avevo sentito di altri. Sì, aveva lasciato un'intervista. In uh -huh. Non lo dico, 14. esatto, altri insomma hanno fatto qualche ora in meno. Sì, 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 altri esatto, qualche ora in sì. meno, chiaro. Ma Firuja si, si è un attimo tranquillizzato mentre Mentre Dussatro sta continuando a spingere. Eh. Mm -hmm. Sì, Chiaro ma che, Luca, approfondiamo questo discorso. Cioè, non ho capito uh, quando hai detto che Firuja va in giro in macchine di lusso. Hai visto foto? No, visto... no, no, per, era per dire. Ah, cioè, era Nel per dire. senso okay, che, che si è che preparato magari... il torneo dei candidati dalle Maldive. Okay, che ok, Non è esattamente il, il posto... Cioè, io vedo un Firuja più prendere, non so, più okay. di, più di okay. altri. prende no? la vita Poterci un po'... La vita, esatto, sì. se la gode un po' di eh, più okay. rispetto agli altri. Sono arrivato e non, non... Cioè, non come Kirgion nel tennis, ma, ma nel senso, o oh, come, vabbè, molti calciatori, ma a livelli più umidi ovviamente con guadagni più umili, però magari sia un attimo anche rilassato, Dire mm -hmm. che adesso posso andare di qua, posso fare, posso andare alle Maldive se, se voglio, mentre Dussattro invece è lì che... Sì, sembra veramente più concentrato, no? All'obiettivo finale, sì. Uh, ok, mentre c'è chi magari no, si lascia più distrarre poi esatto, poi da altro, obiettivamente, e comunque in ogni caso sono scelte diverse, eh, nessuna si può giudicare. Sì, e, sì, no. sì, certo. sì, sì, no, ma infatti. Sì e quindi certo che dopo aver sentito no Carson dichiarare che avrebbe voluto lui come no, sfidante e che lo aveva anche annunciato come futuro campione del mondo ha fatto strano no poi vedere il totale disinteresse da parte di Firusa <ride> No ma ci sta eh Sì, sì. Non è per tutti voler mm -hmm. diventare campione del mondo. Sì, quasi a quindi... dire, volete mettere pressione a me? Ma lasciatemi in pace. <ride> sì, no, devi rinunciare sì, a sì. tutto per, per quello. Cioè, Carlsen eh, sì. ha vinto Comunque... per, per 12 anni, ma... Mm -hmm senso cioè, non, ha, non ha fatto nient'altro, non è che dici se è goduto la vita o ha fatto... Sì, e poi no, c'è un po' chi critica il fatto che Carson abbia lasciato eccetera eccetera, ma comunque è stato campione del mondo no, per dieci anni, cioè, ha fatto comunque no, tanto, continua a giocare, non è che si sia ritirato dal mondo degli scacchi. Però uh, magari no? non vuole più avere quelle forti pressioni, vuole un attimo rilassarsi e come dicevamo anche in questi giorni vuole giocare a scacchi e anche divertirsi un pochino di più piuttosto uh, che giocare no? tutti quegli eventi che comunque per forza di cose, un no? match mondiale ti mettono una certa tensione, no? le varie interviste, le varie dichiarazioni, insomma. Uh, oltre a tutta la preparazione, insomma, che bisogna fare perché comunque poi se lo giochi, chiaramente fai anche di tutto per volerlo vincere. Sì, sì, assolutamente. Tutte, tutte considerazioni da fare. E, ah, ma ci sta: senso, mm -hmm. sono arrivato a 32 anni. Che, che non, non si è. Sì, si è goduto ovviamente il gioco e tutto, ma la vita chiaramente è stata uh, molto stressante, nel mm -hmm. senso che vabbè, uh, è chiaro che meglio di, meglio di altri lavori nel senso più fortunato di, di certo. altri quello, quello sicuramente ma come tutti noi no? cioè, mm -hmm. però, però sì non, cioè, da piccolo non so avevamo letto anche il libro che ha fatto l'autobiografia la, la, mi sembra oh, um, c'era un libro sulla vita di Carson mm -hmm. um, l'hanno letto anni e anni fa proprio, ma quando ero bambino comunque, sì, per arrivare a morte. questi livelli hanno fatto tante rinunce questo sì, non, è non chiaro come da bambini, cioè, come chi si impegna uh, tanto, no? anche in altri ambiti chiaramente, anche negli scacchi per arrivare a certi livelli e poi loro diventano veramente uh, in età, no? cioè veramente così giovani, dove o ci arrivi comunque così giovane oppure fai fatica ad arrivarci dopo quindi magari tralasciano altre cose per arrivare al risultato, e, sì. e poi no, si ha quella voglia di recuperare, diciamo, un po' quella, quella giovinezza, diciamo così, Luca. Sì, sì, è andata. È andata. Ok, so, vabbè, comunque 30 anni, Luca. Io mi sento giovane. Eh? Sì, <ride> sì, 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 però cioè, Carsi, sì, non, sì. non è che dici è andato a 18 anni e andava a ballare. No, certo. No. ok magari ok ci cioè andava pure ogni tanto però è chiaro che ci avrà annunciato un sacco di volte comunque non lo so faccio un esempio è Bermuda delle Olimpiadi magari non è proprio la discoteca diciamo classica però sì ma al torneo di scacchi comunque sei, sei sempre lì cioè nel senso alla fine sei, sei con scacchisti uh, è chiaro che parli di altro non sì. parli di scacchi però non è un completo distaccamento da quello mm -hmm. che è perché magari durante il torneo lo fai quindi sei sempre in modalità torneo, diciamo. Quindi... Sì, diciamo che anche se ti capita no? quella rara occasione, comunque cioè, il tuo impegno è stato veramente tutto uh, cioè, in quella direzione, quindi uh, è chiaro no? che magari hanno uh, sottratto tempo ad altro, chiaramente. Esatto. Bene. Allora, allora ci sono aggiornamenti. Ok, Luca, Devo. allora vado sulla panoramica così... Sì, sì. sì, allora vediamo senza entrare vabbè, nello specifico. Vediamo proprio la Ghiri, la Giri So che è andata proprio senza, non, non c'è neanche bisogno di aprirlo. Vediamo il tipo di posizione che è molto simmetrica. No, quindi Ghiri ha probabilmente cambiato tutto in D4. Vuole cambiare le torri, rimanere solo con gli alfieri, e, okay. e andare all'Armageddon. Ah, questo è. La okay, posizione quindi... di Mamejarov si Giusto. è semplificata. Ghiri ha ma... semplificato Mamejarov. Sì, si è semplificata, ma non quella, quella semplificazione come quella di Ghiri, Tendente alla patta. Anche se So ci sta provando, eh, perché non ha cambiato le torri. Attenzione, so, so un minimo mi piace comunque che un minimo di, di pressione prova a metterlo. Ha fatto una mossa un po' questa torre, torre C5. C5. Sì, che... che ok, non crea problemi perché può semplicemente difendere il pedone Ghiri, però. Comunque, un minimo ci, ci prova, so. E, ma Meggiaro può sembrare che voglia subito far patta. Ma un pochettino ci, ci sta provando. Sì, questa torre 5 uh, al fiere 6 è sufficiente. Perché mm -hmm. dopo al Fiere 6, poi il Nero potrà sia portare il re sia giocare B6. E quindi. cambiare. Mm -hmm. Cambiare la, la, la torre, sì. c'era davvero molto poco da fare per Sì, ecco per che so. poi dopo F3. In realtà si sono avuti tutti questi cambi, no? Ed ecco la posizione di arrivo, ok. Mentre mm -hmm. dicevi Mame No, Mamegiaro in realtà, anche lui sta cambiando tutto. Quindi, pensavo volesse provarci un po' di più. Invece, si è cambiato ah, tutto, ah, ha cambiato anche il pedone. A ah, ok, è il virus, eh? <ride> è partito Luca. All ma lì. qui oggi sarà giornata di Armageddon, Luca. Eh, ma no. il problema è che se finiscono tutti insieme facciamo fatica a seguirli. <ride> no. Ma secondo me, visto che la giornata è un po' così, secondo me gli dicono anche di aspettare. Cioè, non... Sì, magari non li fanno partire tutti insieme, no? Sì. Ok, chiedo okay. scusa. Cerco di recuperare un attimo la partita dove l'avevamo lasciata, no? Cavallo B5 al fiore B2, A6, cavallo D4. Ok, eravamo più o sì, meno qui. qui. Ha fatto il fiore d 7 Ah, C5 e... per spingere. Eh, ma me già roba subito, sì. Però. Si è semplificata completamente la posizione Con la coppia degli alfieri Luca non ha potuto cercare di tenere questi pedoni Magari cercare di catturarlo no. mm, Vediamo Cavallo eh, B4 subito Eh, Callo B4 pareggia subito Torre mm. di 1 un po' Un po' imprecisa okay, no. Sì, Pensavo ci volesse provare invece Questo cavallo B4 sta arrivando È molto difficile mm -hmm. Quindi ha cambiato tutto E okay. adesso È arrivata la stretta di mano Sono però. arrivati anche alla trentesima Ed ecco che li vediamo Che la partita è terminata, ok. Stanno parlando con l'arbitro che stanno, no, ovviamente, uh, facendo riferimento all'Armageddon che sarà tra 20 minuti. Uh, magari non so se c'è una saletta, no, dove andare un attimo a rilassarsi. <ride> sì, sì, probabile. Ci sarà un'area rinfresco sì, uh. che non manca mai a questi eventi. Luca, oh, è bellissimo. Cioè, anche eh, nei tornei, eh, anche solo quello che ho appena giocato a, a Dubai, c'era due, due cose, quattro cose in croce, ma c'erano davvero dei, delle spremute fresche, sempre. Eh, c'era della frutta, potevi farti il caffè, tutto. Eh. Bello. È, è sempre molto bello avere... Sì. È un piacere giocare, no? Quando ci sono tutti, anche tutti questi comfort intorno, Luca. Sì, perché teoricamente puoi andare al bar, uh -huh. perché in ogni torneo deve esserci un bar, uh, perché va bene che ti possono far... Non mangiare so. niente o bere sì. niente, esatto. Però comunque, cioè di solito, anche solo dover andare al bar o o, o non lo so, anche il fatto che... Mh... È gratuito, no? In questo che... caso, sì. anche nel caso di... Del tuo torneo sì, esatto Ma a disposizione, non, sì, non tanto per perché. perché non, <ride> però per non è una torneo, questione no? di soldi, esatto. Però è più il gesto, no? Che sì. ti dicono: Ok, non ti facciamo mancare Niente. nemmeno nemmeno questo, no? Cioè, proprio farti sentire ok, abbiamo tutto sotto controllo. Anche eh, se, se vuoi mangiare qualcosa, te lo diamo, no? Sì. Questo è bello proprio. Sì, anche secondo me è bello, sì, me è bello quando l'organizzazione mette a disposizione un qualcosa no? uh, che per i tornei magari no? anche è più semplice, può essere anche la bottiglietta d'acqua, no? per dire, però in effetti sono gesti carini e poi chiaramente più l'evento è importante e no? più ovviamente è bello vedere insomma uh, questo da parte dell'organizzazione quando è possibile, chiaramente, perché comunque quando poi c'è anche una bella partecipazione non è facile ok Luca quindi questa uh -huh. abbiamo già due partite che sono ok no è terminata quella tra Mamidiarov e Kukesh, ma anche quella tra Soegiri eh, dicevamo è prossima sì. prossima alla patta ok e... quindi manca Caruana Però... Tari e Abdusatov Firusa è una decisione strana di, di Giri eh? non ha difeso il pedone ha giocato B6 wow. Ah. B6 che permette torre per D5 Quindi qui vediamo se solo vuole provarci Oppure no Perché se, se ci vuole provare Mangia questo pedone in, in, in D5 Alfiere E6 C'è problema problema, alfiere 6 che recupera Sì però torre, torre 5 Fiere mm -hmm. per A2, torre E7 Torre in settimo Magari si può provare a A far qualcosa Non so, A5 E torre b7 torre c6 non lo so forse si può provare un minimo a creare qualcosa e, e non ha senso cambiare le torre in c8 perché qui è difficile perdere con il bianco mm -hmm. qui è più difficile che, che il nero sbagli nel senso che è tutto sì. molto simmetrico e finirà patta mentre, mentre dopo torre per d5 hai, hai un minimo di chance minimo è eh, simbolico però, però ok qualcosa puoi creare. E, sì. e poi comunque, sì. uh, ok, diciamo che, come dicevi, il tipo di scelta fa sì che Wesley uh, possa giocare no, tranquillo anche il finale, tipo torre per D5, non, non sta veramente rischiando. E poi sa anche, uh, credo sappia anche lui, no, di essere lievemente favorito in un eventuale spareggio Armageddon Luca. Sì, 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 assolutamente. Quindi... Okay. Però mi piace la scelta di, di Giri Perché è chiaro che Anish sa che, che avrebbe potuto giocare al Fire 6 e poi B6, però comunque gli lascia la scelta di, di sbilanciare un attimo. No? La sì. posizione e dimostra questa grande sicurezza, comunque da parte di Ghiri. Sì. Mm -hmm. Quindi, ok, partita che potrebbe almeno un minimo cambiare. Okay. Mentre le altre due sono sicuramente più interessanti, sì. Allora, perché, okay, se, se le tre partite non vediamo, hanno mostrato granché, le altre, altre due sono una lotta. Sì, perché? vediamo la Caruana Tari come sta proseguendo con Tari anche eh, un po' a corto di tempo. Adesso, cioè, ok, non tanto, ma comunque rispetto a Fabiano, sì. E. Siamo solo a mossa 17 eh? rispetto agli altri che magari hanno giocato in maniera più rapida e sono già no? intorno alla trentesima. Ok, vediamo che cosa è successo dopo H4, cavallo A6, H5C5, che era la posizione no? dopo torre D1, cavallo B4, donne 2, ok, torre 8. era arrivata torre 8. Fabiano non ne è ah. nessuna buona. molto E F1. F1 tipica tipica perché. Non vuoi togliere la torre dalla colonna H, quindi ti vuoi arroccare artificialmente mm -hmm. con, uh, con G3, e RG2, sì. e, um, salvando un tempo, mm -hmm. perché um, se vuoi la torre sulla H, se arrocchi prima e giochi poi G3, RG2, torre H1, ci metti un tempo in più, ci metti okay. arrocco e una, G3, 2 3, 4, mentre qui ci metti solo 3, giocando RF1. Ehm... Mm quindi ti togli dalla colonna E, che tanto non si può aprire, perché in D4 ci rimangi con, con il cavallo. In caso di C4 e cavallo di 3, hai cavallo E1, appena il cavallo arriva in D3, uh -huh. per toglierlo di mezzo. Quindi puoi fare G3, G2 sì. e poi aspettare cavallo di 3. Uh -huh. E se no, in caso di torre C8, come è stata giocata... Non ho capito perché Fabiano abbia subito liquidato in, in G6, io l'avrei tenuto un attimo un po' di più, la tensione. Mm -hmm. uh, non tanto perché forse cambia, cambia parecchio, però comunque psicologicamente se tieni la tensione l'altro deve, deve sempre pensare un attimo di più. Sì, diciamo che, che sei sempre tu no? a decidere quando devi aprire la colonna, no? Sì, però Fabiano ha deciso che, che era il momento mm -hmm. di, di aprire, ci sta. E poi H per g H per g, e la torre sull'H non serve esattamente per dar matto, perché con l'alfiere in F6, comunque il nero è molto solido. Finché non gli togli questo alfiere il matto non, non glielo dai. Però, comunque è una torre su colonna aperta che, che um, aiuta, diciamo. Um, il bianco a impensierire? No? Il, mm -hmm. il nero perché comunque deve tenere l'alfiere sempre. Non può mai liquidarlo per, per qualcosa di concreto perché rischia sempre di prendere matto. Deve, mm -hmm. deve sempre guardare il re. Quello al fiere, non può mai. È chiaro che è sulla gran diagonale e sta bene lì, però comunque una torre su colonna aperta fa sempre bene. Sì, ok, Diamo Etari ancora Sì. Comunque sta diminuendo il tempo a disposizione. Eh, eh? infatti, perché adesso a 45 minuti non, non sono tanti, eh. Mm -hmm. Ieri ricordiamo che ha perso veramente un'occasione d'oro contro Abdusatro, che poi alla fine uh, si è ritrovato no, in posizione persa, ma ha mancato un colpo vincente. E sì. vediamo no, se ad un certo punto comincerà a reagire Luca. Sì, vediamo. E adesso... vediamo però oggi è difficile mm. comunque reagire col Nero, con Fabiano. Sì. Eh. Cioè, a dire non che... è l'avversario più comodo. <ride> eh. Dura. Sì, e andiamo a vedere anche uh, Abdusatrov, Abdusatrov che ha il bianco contro Firusa, anche qui ne avevamo lasciati no, qualche mossa fa, dopo donna B2, cavalle 4, Torre C1 cavallo g 5 e così qui, ha ricatturato di donna. Ecco, eh, questo è un piacere per il bianco, perché cavallo A4, adesso il nero ha sia l'alfiere legato alla difesa di C6, sia il cavallo legato a B6, come, si, come dicevo prima. Mm -hmm. e, quindi fa fatica a creare minacce sul lato, di, sul lato di re, sulla donna in G5. Ha giocato questa torre E6 ma la torre non può andare in, in G6 e, e addosso altro riporta la donna verso, verso E2. Con idee magari anche al fiera A6 in futuro, mm -hmm. idee di cambiare le donne in G4, può giocare magari A3-B4, può raddoppiare sulla c Può migliorare la posizione piano piano. Mentre Firugia non si capisce esattamente dove voglia andare. Perché ok, forse si può lanciare in qualcosa di concreto come c5, poi su, sulla presa d4 per aprire. E uh, Ok, l'undustratro deve fare attenzione a questo tipo di, di soluzione. Però mh, a parte questo, uh, c'è poco per, per Firugia. Per per creare qualcosa. Mm -hmm. Anche perché sul C5 non è detto che debba mangiare. Sì. Perché, per esempio, immaginiamo C5 del nero, um, donna, donna F3, non lo so, Ok. C per D e per D, questa posizione qua. Ok, era sbagliata donna F3 concretamente, ma... Um, ok, immaginiamo donna G4 al posto di donna F3, così... Per, ok. Per donna per H per, C per D e per D. A differenza della, Giri, della sua Giri, il pedone in A5 cambia tantissimo la posizione. Perché, uno, abbia, abbiamo dei cavalli in più che fa sempre. squilibra un attimo la posizione. Due, mm -hmm. il pedone B6 diventa davvero un target per, per il bianco. Quindi già, già si minaccia il fiere F5, il fiere B5 ti toglie di mezzo il cavallo in D7, poi il pedone B6 può cadere. Mm -hmm. Non si cambiano tutte le torri, ma si tiene una torre sulla scacchiera. Quindi qui è, è spiacevole da, sì. da giocare per il nero. Quindi, sotto pressione Firusia e deve, deve risolvere la, la, la posizione perché deve cercare almeno di andare, andare all'Armageddon. Non è un disastro, per carità, non, non andrà forse per questa linea. Che un po' triste nel senso ci sono dei giocatori tipo Anish che vanno per questo Anish so che hanno questo stile per dire ok entro qua e poi lo difendo giocatori più giovani non, non ci viene entrare qua e dire ah, difendo questo non, non, non mi sembra proprio lo, lo stile mm -hmm. bene Luca ok e allora facciamo questi Luca Uh, facciamo una piccola pausa adesso così sì. che poi torniamo a seguire tra poco il, uh, uh, la partita di spareggio tra uh, Mami Diarov e Gukesh. Chi vedi favorito, Inizio. Luca? Uh, mame. Mame, ok. Quindi ci... iniziamo alle 19.10, eh? quindi giusto qualche mm. minutino e andiamo a seguire poi questa partita Armageddon. Mi raccomando, restate con noi, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qui Luca, ci siamo e tra pochissimo comincerà l'armageddon tra Mamediarob e Gukesh. Eccoli qui, andiamoli a vedere, si sono appena seduti, ecco che adesso anche Mamediarob si accomoda, aggiusta i pezzi e ci siamo quasi, stiamo, stiamo per partire con questo spareggio. Abbiamo dato favorito Mamediarob, giusto Luca? Sì, ok, vediamo se ripetono la stessa linea o seppure cambierà, mm -hmm. Mame Vedo un Proviamo cambiamento a Ah, cambia Gukesh, E5 mm -hmm. Mm -hmm. Va per questo setup molto tipico con poi G6, g 7 e cavallo G7 Quindi vediamo A3, subito di Mame, ok Scegli una linea un po'... Diversa rispetto al solito A5 di Gukesh che vuole scegliere semplicemente il tipo di posizione Non vuole permettere spinte come, come B4 mm -hmm. E vediamo Vediamo qual è l'approccio qual è di Mame Perché solitamente oh, si gioca oh. con Alfiero G2 Esatto, sì. Mame va per, va per una linea del genere il. Tipica mm -hmm. da, da Mame sì. e, H6 il Mame style H6 che su H5 vuole replicare con G5, Luca, giusto? Sì, esatto. Mm -hmm. Quindi diciamo che solitamente per fare questo si lascia il cavallo in... Um, se si vuole giocare così si lascia il cavallo in G1, perché mm -hmm. su H5 G5 c'è F4 come idea. Ah però, però anche questo è, è sì. ok, è alfiere G7. Di solito il bianco gioca con un arrocco corto, poi cavallo E1, C2, E3, D5. Questa è l'idea del, del bianco, però di solito si fa senza H4. Vediamo adesso il Mame come vuole squilibrare. Perché sì. gioca molto, ha giocato molto rapido, ha già preso un minuto e mezzo, l'ha già recuperato. Sì, il Mame, Luca, che gioca o oh, no spesso con i pedoni o H o G, quindi è un classico. E vediamo, intanto arriva dopo di 3 D6 Ecco che il cavallo lo ricicla in D2 Forse vuole giocare un cavallo F1, cavallo E3, Luca? Si, sì, stesso giro Infatti vediamo cavallo F1, cavallo E3 Senza roccare, quindi interessante mm -hmm. Blocca anche D5 eh? questi, questi due cavalli bloccano la spinta Poi il cavallo vuole saltare, quello E mm -hmm. Possibilmente e vedremo un mame che probabilmente lancerà un h5 poi. E poi su g5 f4. Immaginiamo mm -hmm. un f5. Okay, f4, f4, f4 subito. Ecco. F4 che ok, non è. Non è la più precisa, però vuole, vuole giocare h5 la prossima e attaccare sul lato, di, sul lato di Re. O comunque squilibrare la posizione. Anche perché è così costringe a. Uh, Gukesha a pensare mm -hmm. Torre B8 senza un apparente motivo H5 di mame b 8 non mi è piaciuto per niente. Devo, devo dire la verità. Nel senso B5 non, non la vuoi giocare perché è semplicemente impresa. Sì, e H5 controllata. Adesso eh, H5 è qua come si reagisce perché non puoi spingere. Come vediamo. E. Insomma, anche la presa non è piacevole comunque. Sì, poi posso sia mangiare in H5 di torre, sia giocare E3 come mossa. Mm -hmm. Bianco poi giocherà con E3, Alfiere di 2, muoverà la donna e Rocco lungo. Non ha, non ha problemi sul lato, di, sì. sul lato di donna, mentre sul lato di Re il nero può, può risentirne. E quindi Bukesh, per le ultime due mosse ha già usato più di un minuto. Eh. Sì. Ricordiamo, no? questa è una partita Armageddon, Ma Mediarov partiva con 10 minuti, Gucci invece con 7, ma la differenza ancora c'è, non c'è incremento fino alla mossa 40, ma dopo la quarantesima comunque c'è soltanto un secondo di incremento che quasi non si ha effettivamente neanche il tempo di fare la mossa, schiacciare l'orologio, quindi è molto al limite. Sì, ma Gucci deve, deve velocizzare uh -huh. perché... Che stava davvero pensando tantissimo. Ok, callo Carlo D4 D4. Carlo D4 però i 3 era nei piani di, di mame, no? Vuole forse mm -hmm. mangiare in D5 di Alfiere? No, perché poi il callo gli rimane in trappola, trappolo. Quel 3 deve tornare sa. indietro, è tornato indietro. Wow, no, questo è brutto. E è strano, no? Perché comunque non è che ha provocato un qualcosa che il no. bianco non volesse fare, Sì, l'ha aiutato adesso. Mm -hmm. Mi ha dato un po' prezioso c'è Il fiere di 2 su ok. Intanto gli apre H la H. Ah, si porta La donna attacca il cavallo. Non si può giocare. Forse nemmeno un alfiere F7. O... Ok, forse c'è alfiere per D5. Insomma, molto a limite, però no, c'è. Ah no, per prendiamo F5, no, prendiamo con scacco. Sì, sì. Giusto quindi ah. alfiere F7. donna per F5 si può giocare perché sulla presa che scopre l'attacco della torre. In realtà prendiamo questo acco, Ok, sì, cavallo e 7 il fiere di 2, o tra un po' arriva anche 4 che, che apre tutto, mm -hmm. soprattutto l'alfiere campo scuro. Qua è pericolosissimo. Il fiere di 2, ok, più, più lenta. Infatti, non ho capito perché Mame sia subito andato con la donna in H5. Non abbia tenuto un attimo la, la tensione adesso, sì. il, fiere, il fiere F7 dovrà tornare indietro. Non si sa se in H3... Esatto. Resta, resta da quel lato. Però adesso ha 3 minuti in più. Posizione più comoda da giocare. Sì. Continua a conservare questi 3 minuti di vantaggio. E con una posizione complessa... Sembra veramente rischiosissima questa per Gukesh. Wow. Che si lancia comunque in B5. Forse... C'è un po' di controgioco su D5? Sì, c'è sicuramente il controgioco. Mm -hmm. E Gukesh ha calcolato che... Su su C per B5, non lo so cosa abbia calcolato. Perché Forse... sembra. Ok, cavallo per. Eh, cavallo per. torre per B5, ma sembra. ok. Per C3, non lo so. Sembra. Uh -huh. Sembra un disastro per. Okay. quindi. ma no, più che altro non su, ci pensa. Sì. su. su cavallo per E7, che può sembrare la mossa più logica, okay, donna scacco. per E7, si. Sì cavallo per B5 il nero può mangiare in F4 perché su G per F4 sfrutta l'inchiolatura e mangia il cavallo ok comunque nero. sembra interessante vediamo va proprio con cavallo per E7 ma non prende di donna prende di cavallo wow prende di cavallo stranissima come decisione in Mamidiarov Luca arriva con E4 eh sì Mame apre, apre tutto, non è corretta come, come decisione, ma Mame l'ha detto, detto sin dal primo giorno: no? questo approccio sì. nel, nell'Armageddon, se è matto, è matto, se no, se no pazienza. Quindi poteva mangiarsi il pedone in B5, e lasciare un po' di. Il, cercare di tenersi il pedone con il nero che è, avrebbe magari spinto in B5 al centro. Aha, approfittando, non, sì, che non si può catturare, ma non vuole lasciare al nero la. La possibilità di giocare in maniera dinamica vuole, vuole aprire tutto subito e, e giocare per, per il matto. Cos'è successo? Dopo... Su B per C4 ha catturato in E5, allora, B per C4 presa in E5, H6 che, che sta per cadere, D per E5 e alfiere per H6, H6. Attenzione, adesso è per in per H6, pericolo. È eh? pericolosissima la barra che si alza e si abbassa. Al Fiere G6 è difficilissimo giocare. Vediamo la barra che si. Ok. difende... anche la barra lo sa. <ride> difende la casa a 7 per cui non ci sono. Ok, c'è un'entrata in h in realtà. Mm, non so se riesce un pochino a scappare, Luca, cosa ne pensi? Pericolosissima per entrambi, eh, perché mm -hmm. è molto tagliente, però. Mame ha, ha più tempo a disposizione. Vediamo. Sì. Vediamo molto concentrato. Può anche arroccare lungo per dire. O rimangiarsi C4. Non lo so. Ha tante mosse a disposizione. Anche un arrocco lungo non lo escluderei qui. A parte i imame. Mm -hmm. Lasciando anche D3, ma provando ad aprire poi la F mangiando. Ok, ha mangiato prima in G7. Non sono sicuro. F7. E per F, cavallo per torre Eccolo. F1. In chioda. Idea al fiere D5. Scacco. Questa è la minaccia. È... Però forse il nero in questo momento può giocare torre H8 Perché su Alfiere D5 si può mangiare di donna? Oh oh. Non lo so È complessa C'è cioè caos. caos Grande sì. caos Perché per esempio torre H8 Alfiere D5 E su... su Donna per D5 Donna per H8 eh, mm -hmm. devi calcolarla con due minuti, non è facile, che mossa ha giocato. Ha ah, giocato donna per D3. Donna per D3, che però minaccia, sì, minaccia la presa in G3. Mm -hmm. eh... Sul fiere di 5, scacco forse, adesso mamma gli ha lasciato il controgioco un po' troppo rapido, è stato... Vediamo come vuole gestire, perché il fiere d 5 dovrebbe mangiare un pezzo, Ray 7, donna per... Donna per G6. Però inizia, iniziano degli scacchi, non lo so. Eh sì, la barra donna per F1 vince. Eh sì, donna per F1, re per F1, cavallo H4. Questa è... No, non vince. Come non vince? Ah, donna F7. Ah uh -huh. Ancora. Pensa a te che mossa. Quindi Solfiere d <ride> 5, re G6, re 7, donna per G6. La barra precipita ma perché forse gioca torre per G2 semplicemente torre per B2 e su donna E6 va in D8 no la barra a questo punto diventa sale a, a non finire donna E3 scacco vedo cavallo E2 non capisco il ah è cavallo no perché dovrebbe essere travinto torre per B2 qui donna ah non c'è donna G5 scacco forse ok ok la donna in E3 Ok, quindi... Ma me sta calcolando. Mm -hmm. Dopo donna per d3. Ci sono sì. tante mosse. Torre f3 è una mossa, non, non si capisce esattamente. Perché volendo si può giocare torre f3 attaccando la donna. Prima. E su un'eventuale donna c2. A questo punto posso tornare in f2 con la torre. E su donna d3... Ah no, ah no, però mi mangio in F2 Ho la donna in H6 no? Ah giusto, giusto Anche torre F3 me la mangio Non posso giocare torre F3 Giusto, ok Quindi Perdiamo l'inchiodatura, no? Che, che invece abbiamo in questa posizione Eh sì Forse donna, g donna G5 per mettere g 5 Sta pensando tanto, mame eh? Tantissimo Ok, arriva con lo scacco. scacco Donna per G6 la giocata, ragazzi E la barra precipita in favore di Kukesh. Che comunque intanto ha avuto il tempo di pensare Vediamo, sì, non, non, non mi sembrava chiarissima questa linea. Perché il computer l'ha completamente vinta questa anche donna se E3. Lo scacco in E3 è spontaneo, eh? Sì, è spontaneo. Forse più spontaneo di Torre per B2. Diciamo però, che è torre per le... B2 uno scacco la prima che si pensa. Uh -huh. Sì, però Torre per B2 comunque attacca anche il cavallo in C3. Non permette cavallo sì. 2, no? Perché lo Donna so. E3 e cavallo E2. Non lo so. Sembra che il bianco sia un po' più solido. Però su Torre per B2 forse c'è uno scacco in. Il G5, G5 che è fastidioso e... e per qualche motivo il bianco Addirittura la dava vinta eh, ragazzi attenzione sta per dare, Ha giocato Don E3 Non E3 cavallo E2 Il nome gioca cavallo E2 cavallo Ma gioca cavallo D4, arrivata, D4 non, è... non torre per B2 E, la... e si ripareggia a quanto pare ancora No qui Che caos Ok che la patta va bene Ah perché forse qui minaccia matto e come, come si toglie da, da questa situazione, Mame? Perché minaccia il matto in, in, in E2? Sì, e, e più del perpetuo è difficile, effettivamente. Qualche Quindi, perpetuo. Eh, il perpetuo Semento significa che quale. poi vince Gukesh. Attenzione, eh? eh, certo. Per quello, Gukesh è andato anche per questa linea. E il Mame per... adesso. Insomma, difficoltà. è in grande difficoltà, anche perché per fare il perpetuo deve giocare Beh, con una torre F7, Luca qui, donna G7, che, che mosse ci sono? Eh, non lo so, ma sembra molto più difficile per il mame adesso che, che mm -hmm. ha perso il controllo della posizione. Troppo veloce, no? Prima. Sì. Molto, molto veloce. E adesso... Bokesh pareggia anche il tempo, attenzione Vediamo quanto potrà resistere il Mame Perché qui inchiodato com'è È difficile Sì, si rischia di perdere quasi qua Decisione mm -hmm. Non è strana di entrare in questa linea del Mame Perché si è perso un po' di mosse E, e qui... qui fa molta fatica Forse l'ha visto Donna E4 Come mossa per... Ah, Donna E4 che para non è 4 che passa. Torre F7 no, e scacco, F7, ok. D per F7, re 6. Alfiere C4 per. che tiene il matto. Tiene il matto però. Può arrivare cavallo. anche la cavallo torre. F3. Cavallo F3, ref1, no. No? F1, no? Ok, torre per, torre per, B2. per B2 di, di Gukesh. E adesso iniziano degli scacchi in D5, poi C5. Qui bisogna fare una marea di scacchi e sperare che cada Luca. Sperare che sì, <ride> di si... Signor Flaggarlo che con si confonda con donna alfiere ci sono chance di dar matto, eh? Sì. Re 7. Scacco. Scacco re di 7, ma dove? Mm -hmm. Resta Comunque, lì. Comunque, c'è un po' di indecisione, no? Nella mano di Cuchess, vediamo. Donna di 5 di nuovo scacco. Eh, re 7, donna f7, re di 6. Non Eh devi dare una marea di, di scacchi Sì devi e... cambiare no? Chiaramente altrimenti facciamo triplice ripetizione E finisce patta Che è quello che vuole il nero Ma attenzione perché Mami adesso è anche a corto di tempo Luca Sì qui non si tratta nemmeno più del, del tempo Si tratta di confondere l'avversario E farlo sbagliare Sì con, uh... Però è difficile Donna Scacco F7. ancora Don okay. F6 per mettere C5 però hey, Che attacca pure C4 re c5 forse vuole dare il pezzo e giocare con torre c1 sca ah bella perché se prende nei due prendiamo quella scoperta re d7 Re eh. Ok, esce in effetti non ha interesse a cambiare non dice semmai facciamo triplice ripetizione non ha g7 attenzione perché il maven non sa neanche che mossa è eh sì siamo mossa 39 ok adesso lo prende il secondo incremento ma eh ma è niente veramente un secondo Nulla. qui <ride> scacco in, in uh, F8 il re di noi in D7 di 7 donna F2 vuole tenere no però... re ha F1, giocato F1 e su cavallo per, F... per E2 vuole su cavallo per E2 ci pensa wow. ci pensa inizia a dare una marea di secondi scacchi secondi di nuovo contro 40 circa di Gukes cavallo per E2 iniziano altri scacchi a manetta qui ci vuole un miracolo Luca vediamo torre per E2 Torre per 2, attenzione. Attenzione, Forse non è precisa. la Torre per 2, la barra si alza qui. Ok, prende un po' di tempo. Re di 6. Dove va adesso? Donna F6. Attenzione. Su, su Re C5, cosa succede? Re C5. Non si può mangiare la torre perché arriva donna per 2, K f 3 ed è matto. Però su Re mm -hmm. C5. Alfiere a 6. I matti sono coperti. Che mossa il Fiera 6 Oh wow. ci vogliono dei nervi saldi qui, <ride> pazzeschi. Però non sì. minaccia nulla il Fiera 6 può rimuoverla a torre forse. Mm -hmm. Ok, fa giusto qualche torre scacco, B2. ma attenzione sta facendo pensare Gukesh. Torre B2, che minaccia ancora niente, però inizia con degli scacchi qui. Il Mame, Re C6, ragazzi lo flagga! Pochi secondi, Re D6, c'è anche un secondo di incremento, ma è veramente soltanto per fare la mossa e neanche, vediamo. Mamma mia, il punto è che lo scacco in 31 è tenuta. E devi stare attento a non fare ripetizione, Luca. Eh, ma non la chiami a ripetizione, non te ne accorgi. Torre di uno. f e gli cambia le donne, le... ma adesso Fere abbiamo tre... pari. No, uh, no ma non ce la fa, non ce la fa fare la ripetizione, Luca. Come no, cosa, cosa ha fatto? Eh ripetizione, cavolo H2, patta. ma l'ha chiamata? Cioè, nel senso. Ok, Dai, ma patta. aveva 4 secondi e ce la faceva. Ecco il secondo incremento, sì ok ok sì sì secondo <ride> incremento c'è cioè, un pazzesco patta. ai ai, ai. Pazzesco. Eh sì, questa è, un, è una patta tipica cioè non si può evitare la triplice vedete dove andiamo andiamo anzi se vado nell'angolo mi becco premato stessa eh. cosa no ok quindi sì niente da fare Ok, quindi Gukesh batte il Mame Luca. Sì. Gukesh ah, che. Fassesco. Allora, vediamo un attimo la classifica, Luca. Perché Gukesh adesso risale, no? Risale in classifica e va a 4,5, eh? non male. Sì, Gukesh che comunque. 4,5, come aver vinto 3 Armageddon. Ne ha vinto una, ne ha persa una e poi ha vinto un Armageddon. Sì, ok. Dove si è difeso bene il mame, però ha sprecato. Il eh? mm -hmm. mame c'è da dire che ha sì. sprecato in questo, in questo Armageddon. Peccato, veramente perché insomma, veramente una bellissima partita, molto entusiasmante. e Adesso vi dico, faccio un attimo il punto della situazione per chi si fosse appena sintonizzato. Quindi attenzione, allora, Ikaru Nakamura a, contro uh, Magnus Carson. Hanno giocato una partita uh, a cadenza classica, no? la partita dalla quale si comincia e poi eventualmente si va all'Armageddon. Che è terminata a patta dopo 10 minuti, che hanno raggiunto velocemente le 30 mosse in una linea teorica dove poi hanno pareggiato i caro che aveva il bianco. Quindi decide di andare contro Carson uh, allo spareggio, quindi all'Armageddon, e gli gioca il gambetto di re, e perde uh, la partita Armageddon, dove Carson veramente insomma. Gioca in maniera quasi impeccabile, credo Luca, e mm -hmm. lo punisce. Per cui, Carson vince all'Armageddon contro Nakamura. Dopodiché, questo è il secondo Armageddon, la seconda partita a terminare di quest'oggi. Ma e Gukesh, dopo comunque essersi giocata la partita, arrivano in finale, pareggiano. E uh, dopo veramente una grande battaglia, come avete visto, alla fine Gukesh riesce ad avere la meglio che ci tra l'altro il Mame è abbandonato sì. ma queste partite sono a variazione Elo <ride> ah anche l'Armageddon è a variazione Elo eh, sì. ma davvero però è strano sai Luca perché comunque sai il fatto che ci sia questo sbilanciamento dovrebbero essere a variazione le partite di spareggio sì sì ah. dovrebbero essere okay, ok ma sai che mi sa che anche l'Armageddon che ho giocato al campionato italiano squadra è a variazione eh? sì sì Ok, però è strano perché comunque hai dei minuti in meno. Per un certo senso col bianco sei costretto a forzare, no? a vincere, non puoi pareggiare. Cioè, mi sembra strano che ci sia poi la variazione. Sì, però mi sa, mi sa di sì. Okay. Perché tanto beh, puoi far patta comunque. Uh -huh. Va bene. Anzi, è più un vantaggio per, uh, per il bianco l'armageddon che per il nero. Perché in qualsiasi uh -huh. momento chiedi patta l'altro accetta. Ok. Anche e... se hai posizione strapersa. Uh -huh. Ok e poi uh, qui come vediamo ci sono le altre tre partite in corso pensavamo che la Sokiri finisse patta già da un po' e invece ci stanno ancora provando e... vediamo sì. che cosa succederà pari pedoni, stessi pezzi non ci sono particolari squilibri a parte no? una maggioranza sulla di donna questo pedone di passato Luca qui Sochie sta un pochino provando? Sì, stanno lottando Stanno, stanno lottando. e più so che ci prova rispetto a, a Giri. E, um, dovrebbe comunque finire patta. Però, almeno so sta creando qualcosina, mm -hmm. ok. Questa era allora ve la mostro. La posizione da dove avevamo lasciato questa partita. No? Dopo l'ho presa in D5, era qui quindi uh, Wesley uh, ha evitato. No, il cambio delle torri e sta cercando di giocarsela un attimino in questa posizione qui che hanno appena raggiunto ok poi c'è ancora la Caruana Tari e poi l'Abdusatron Firouz andiamo dalla Caruana Tari sì, Tari l'ultima mossa è stata precisa ma, ma ok è in grossa difficoltà perché ha poco tempo per giocare ha allora, 25 Caruana minuti Tari. gli sono rimasti eccoli 25 minuti contro un'ora. Tantissima differenza di tempo per... eh, Siamo solo alla Tunesima diciamo così siamo a metà E quindi sì Difficile no dopo questa refi Uno di Fabiano molto carina G3, Re 2 Ok la partita è continuata in questo modo Luca Sì, sì Donna F3 sembrava non essere precisa eh, Forse avrebbe dovuto giocare In maniera un po' diversa almeno avevo visto prima, ho sbirciato con, con il computer mm -hmm. e mi dice, mi dà altro, ma comunque diamo la barra favorevole per il bianco, ovviamente, che questo pedone isolato è bloccato, e, e c'è da vedere come, come la posizione proseguirà, perché sì. il piano cavallo E2 e F4 è... è molto invitante, diciamo, uh -huh. Per portare un ulteriore pezzo a, ad attaccare il, il pedone isolato in D5 e ogni tanto hai donna G4. Cavallo H5 se la torre si toglie da E5. La torre E5 è comunque è stata una buona mossa da parte di Tari perché comunque difende il pedone, difende un po' la quinta traversa, toglie dei cavalli F5. Diciamo che la torre sta, sta bene in, in E5. Anche perché okay. Okay, Caruana le attaccava il pedone in D5 quindi. Anche... Per forza di cose, va a mm -hmm. difenderlo. Ah, comunque, Luca, in effetti, noi questo aspetto no, non l'avevamo calcolato. Ma i caro Nakamura, pattando oggi con un Carsen eh, è terzo nel live rating. Uh, nel gioco classico, eh. non male come dicono no, per uh, uno streamer. <ride> sì, eh, numero 3 adesso esatto. Ho superato Ding con questa patta Ehm Vabbè, ah caro sa giocare, ovviamente. Per quello che non capisco. La decisione. Cioè, sei il numero 3 al mondo, nel senso. Puoi, puoi giocare per, mm -hmm. per vincere, ma verrà superato da Fabiano tra, a breve. Mm -hmm. Quindi anche è anche il numero 1 in questo momento degli Stati Uniti, caro. Sì, al momento sì. Ehm, al momento è il numero 1, ma, ma ok, secondo me è sotto Fabiano. È tempo. Tempo mm -hmm. lungo. Non c'è ancora, non, non che non ci... non ci sia paragone, ma è più, più debole. Sicuramente più forte. Rapide Blitz, non... Rapide Blitz non tocca palla. Che a eh, Fabiano non tocca palla. Però mm -hmm. al momento è caro numero 3. Sì. E in caso di sconfitta di Ferugia, tra l'altro, è riverba numero 2. Wow, <ride> Caspita Luca e quindi potrebbe addirittura ritornare no? numero 2 al mondo come qualche anno fa e vediamo intanto c'è mai stato? sì sì Ora. è già stato numero 2 al mondo anche se per pochissimo sì. allora Luca vediamo adesso l'intervista post partita di Gukes sei pronto? Yeah. Hey, you guess it ends up being quite the hectic Armageddon game there. Yeah. Uh, yeah, it was super exciting. I. Um, I this was not uh, what I had uh, planned before the game, but suddenly when I when we reached this position, I thought, okay, I'll try this opening, uh, which was not part of the plan, but uh, I guess it worked out uh, well. But I was, uh, but I just missed h five in the opening, and I guess I was, uh, busted. But. Yeah, it was uh, quite complicated, and he went wrong. How is it to switch your mind frame from a classical game to Armageddon on such a short time in between? Um, I don't know. I didn't really think uh, think much. I just uh, I just thought I have to play a bit faster, especially since I was black. I was uh, just thinking I need to uh, play fast, and um, yeah, that's basically what I. <laughs> What I had plan? Now you get a rest. Then you face Magnus Carlsen. Do you prepare any differently for him than the other players? Um, let's see. I, I didn't really think about the game yet. But uh, um, when I'm preparing, I'll uh, I'll make a call. You've done well so far. You're up there in the top. Do you think that that game or maybe match, if it becomes <laughs> Armageddon against Magnus, will define the, your chance to win this tournament? Oh, it's. Uh, I mean, we are not, not uh, it, uh, at the half point of the tournament, so it's a long, uh, long shot. Uh, I mean, playing Magnus is a fun game, and I'll try. I'll treat it as a nice uh, uh, as a game against the best player in the world, and I try to give my best, and and let's see what happens. And we look forward to seeing the best seventeen-year-old in the world playing against the best player in the world. Thank you, Luca. Sì, eh, beh, Gukesh mi fa, mi fa morire perché eh, dice sempre che è stata una partita emozionante, ma lo dice con una calma che non. che è emo non emozionante a poco, diciamo. Sì, lui, lui non riesce a mostrarlo, no? è very exciting game, ma con una voce calmissima proprio. Ha detto che l'Armageddon, tra l'altro, non aveva preparato quello, non voleva giocare quella linea con i 5, ma poi al tavolo ha deciso di, di giocarla. E, e quindi ha detto che, ok, si è perso questa H5 di Mamejarov, ha detto che era busted, neanche, neanche perso, busted, che non so esattamente la, la, il termine italiano, ma è cioè, praticamente, um, vabbè, più, più di per, straperso, e, e quindi... Qualcosa è andato storto Ma poi, poi si è complicata E, e Mamejarova ha sbagliato Quindi questa è stata la sua visione della partita E domani gioca con Carson. Gli ha chiesto se domani Vincere magari un Armageddon con Carson Gli darebbe chance per, per vincere il torneo Ha detto che non sono nemmeno a metà Quindi è presto per pensare al risultato finale Però sicuramente Non ha ancora pensato a, alla partita di domani Quindi si prepara giorno per giorno e poi domani sicuramente sarà un turno divertente, perché col bianco, con Carson, ti puoi, ti puoi divertire. Ok, bene. Luca. Puoi anche straperdere, cioè, cosa che vabbè, ovviamente non ha, non ha detto perché vabbè, cioè, non devi partire con questa mentalità, però... però <ride> guess... Puoi divertirti, ma puoi anche... È ostico, poi secondo me no, col fatto di giocare contro il numero uno al mondo può dargli tanti stimoli ricordiamo che QGES no, è stata medaglia d'oro alle ultime olimpiadi chissà insomma se becca la giornata giusta sono curiosa poi Fischio. con questa vittoria oggi magari comincia ad avere no, anche più fiducia vediamo vediamo domani cosa succederà Luca allora quindi dando un'occhiata veloce uh, alle partite Insomma, grandi cambiamenti non ce ne sono. Beh, Firuja Dusattrof si è un attimo movimentata, no? Perché... Ok. Perché è arrivata in realtà la C5 che non pensavo avrebbe giocato Firuja, ma invece mi ha, mi ha sorpreso. Più, più per mm -hmm. lo stile, eh? Perché lui comunque è un giocatore da uno stile un po' più tranquillo. Perché C5, uh, dicevamo che... C5... Permetteva questa posizione con donna g4 e... e questo cambio di donne, ma donna g4 è arrivata qui: quindi prima ha spinto in d4, poi è arrivata donna g4. Mm -hmm. E Firuja non cambia le donne, ma gioca donne e 7, sfruttando l'inchiolatura sì. della... del pedonine 3. Grande riflessione da parte di Abdusatro che alla fine gioca con Alfiere F5. Quindi è molto semplice, di catturare il cavallo e poi catturare il pedone MB6. E mm -hmm. adesso turno di Firuja che è appena arrivato al tavolo, lo vediamo. Sì. Può giocare cavallo F6, per attaccare la donna e chiedere alla donna dove vuole andare. Per esempio cavallo F6, donna... Donna H4, Torre e 5 può essere, no? Per contrattaccare sull'alfiere, Torre e torre... 5. Sì, Torre e 5 contrattacca mm -hmm. e qui addirittura mi sa che vince Firugia. Quindi è eh, una posizione gio... complicata. Questa, sì, sì può giocare anche, forse, Torre e 5 subito. Perché comunque, Alfiere per D7 Torre G5. Cioè, quindi, questo non. non... Perché la barra. Forse c6? Dando la donna? O è per d4? Forse. forse... No, è per d. Ah, è per d sì. Uh -huh. Donna per d7, poi cambio le donne e c6 vinco. ah, okay. uh -huh. Una bella forchetta eh, finale. Uh -huh. Quindi torre 5 non si può. Quindi cavallo e... f6 dicevi probabilmente. La continuazione, ma ok. Uh, dicevamo torri 5 idea fiere per, per D7, D7 esatto. e Siamo a posto. No, torri G5 non è un problema. per e per no. D4. Non so se al per G2 qui funzioni. Però mm -hmm. uh, è molto allegra sì. Fiere per G2 F4. Non so, no, sembra che il... <ride> sembra avere una linea coffee house. Però cara F6 sembrava solida. E L'unico problema di cavallo F6 è che um, il bianco può tenere l'alfiere difeso con donna F4. E questo era mm -hmm. un problema. Perché tengo l'alfiere difeso e torre 5 non c'è. È vero che posso giocare cavallo D5 per contrattaccare la donna di nuovo. Forse c'è... Mm -hmm. Perché su donna G3 ho di nuovo torre 5. Sì. Mentre su... E4 forse E4 però B per C5 Perché comunque siamo inchiorati, è molto molto complessa No B per C5 c'è calo per no scusa Forse B5 per attaccare il cavallo Addirittura B5 per attaccare il cavallo Il cavallo si sposta Il, il cavallo nero può saltare in C3 Cioè sea, molto a doppio taglio questa, questa posizione mm -hmm. Molto molto complessa Quindi vediamo come proseguiranno perché è difficile da capire, no? da valutare. No. Sì, una posizione allora. del genere. È arrivata Cavallo F6, Luca. Sì, Cavallo F6 è arrivata e vediamo dove muoverà la donna. Immagino in F4, ma comunque non è, non è una decisione semplice. Mm -hmm. Guardiamo i due, eh. i due giocatori, dall'alto. Molto, molto concentrati perché posizione difficile noi vediamo che la barra ti dice che è equilibrata quindi uh -huh. ok siamo tranquilli ma, ma per un giocatore non, mm. non è chiaro che la sì. posizione sia completamente pari e poi Luca siamo a mossa 26 42 minuti per Firucia 32 per Abusatoro insomma cominciamo anche qui a diminuire no? comincia a diminuire il tempo sì quindi tra poco si velocizzerà il tutto e L'altro Abdusatrov va 10 minuti in meno, quindi deve stare attento. Mm -hmm. Perché. Non so perché sia entrato in questa linea. Ho promesso un po' di gioco a... a Firuja. E. E quindi. Cioè, prima sembrava molto più in, in controllo, no? della situazione, Abdussatrov. Quindi è chiaro che a un giocatore come Firuja, una situazione di questo tipo dove. Dove adesso è tutto squilibrato. C'è un pedone in D4, un pedone in C5 un pedone in più del bianco però l'alfiere in B7 si è aperto la donna che viene attaccata in continuazione tanti pezzi che sono, sono attaccati eh, C6 che può arrivare in un momento è, è molto complessa e non hai il controllo di quello che succede e questo conviene a Firouz ovviamente perché prima stava peggio sì e, e, e adesso si sta riprendendo eh? lo sente, lo sa so. e... ok Luca quindi, per quanto riguarda questa partita, questa sembra veramente molto aperta a qualsiasi risultato eh, da tenere per, insomma, in grande considerazione tra le tre, ancora in corso. Vediamo ancora una volta anche quella di Fabiano. Cosa sta succedendo? Fabiano in questo momento seduto, sì, allora, Fabiano che pensa. Sono, sono rimasti lì. In realtà. Non, avuto... non ci sono stati grossi a... cambiamenti neanche qui. Da un 15 minuti sto pensando Fabiano. Ok, sì, è arrivata questa torre 5 e al momento non è successo niente. Ok. Eccolo qui Fabiano, lo vediamo un po' più da vicino. Mm. Mm -hmm. Molto concentrati, non fase in cui stanno pensando tutti i giocatori. Sì, e poi... Sì, uh, ok, la Sogiri anche qui, eh, non, uh, Hanno ancora tanto tempo, devo dire. <ride> Sogiri sì, hanno sì, amministrato molto, molto bene. Eh? Sì, tanto Eccoli. tempo per, per Ghiri e So perché, comunque, che è mezz'ora So, però è un finale con, con pochi pezzi, quindi te lo puoi permettere. Mm -hmm. No, no. È... Gli unici due che sono un po' a rischio sono Tari e, e Abdusatrof in questo momento per quanto riguarda il tempo. Ok. Perché comunque hanno uno a 25 minuti e l'altro ne ha 30 e uno ne ha 29, però in posizioni comunque non semplici. Mm -hmm. Tre. So è... che ha 5 minuti in meno di Ghiri quasi è quello che sta messo meglio di tempo, perché è Ghiri che si deve difendere. Giusto ok, Luca. Anche se c'è stata una ripetizione nella Sogiri, almeno una volta è stata ripetuta la posizione, vediamo se adesso So cambia. Ah, ecco, ah, quindi ci potrebbe stare qui che adesso provano a pareggiare. Vediamo. Sì, potrebbe mm -hmm. eh, Torre 8. Andiamo Fierci su 2, di loro di nuovo, eh sì. Allora sta per arrivare il pareggio. Ok, torre 18, fiere di tre. Mi sa che arriva il pareggio. Alfiere di tre si guardano mm. <ride> e si stringono la mano, sì. eh sì. Bene, quindi questa sarà la prossima partita. Armageddon, Luca, che seguiremo. E ora fanno qualche commento sulla partita sì quindi terza patta di giornata e mm -hmm. sì erano le tre partite che non erano non, non hanno portato grandi emozioni oggi ma ok ci, ci sta e sì però ok so come minimo ci cioè, ha provato un pochettino di più no? infatti stavano, stavano, stanno discutendo della della partita non è stata una partita in cui non c'era nulla da discutere ma un minimo di, di pressione sulla messa mm -hmm. tra 20 minuti ci saranno ci sarà l'armageddon e tra l'altro ci sono anche le altre partite in corso Sì. e Luca Fabiano, sì? oggi neanche un confessionale eh? nessuno è entrato eh. nel confessionale <ride> Sì, perché è caro l'uomo nei confessionali, no? Un po', sì, po più un po degli anche altri. Sì, Carsen, eh. ok, Carsen perché a volte lo ha fatto in norvegese e quindi non abbiamo avuto modo, no? Di, di poterlo sentire, però. In non ha il tempo, sì. Ok, poi magari, no? Qualcuno dopo una sconfitta non ha tanta voglia di andare in confessionale, sì. Eh... Sicuramente magari sei perso e sei andato in confessionale il giorno prima. Cioè, se è andato in confessionale, hai perso, non vuoi tornarci. Sì. Vuoi cambiare un attimo. Tipo Tari, no? che comunque c'era venuto in confessionale. Ieri comunque è una sconfitta. Uh, che non ha digerito particolarmente, visto poi no? anche la grande occasione che ha avuto. Ok, Sì. Luca. E... Io direi a questo punto di fare una breve pausa e ritorniamo fra poco. Mi raccomando, state con noi. Sosteneteci con un bel like alla nostra diretta YouTube se non l'avete già fatto. In questo momento siamo a 244 like, mi raccomando, arriviamo a 300 like. Siamo circa 387 persone, leggo su YouTube in questo momento. Lasciateci un bel like sapete che questo è il modo migliore per sostenerci in maniera del tutto gratuita e avere sempre di più eventi commentati in italiano, che veramente insomma è qualcosa che si sta avendo negli ultimi anni, che prima non c'era, era soltanto possibile seguire per lo più in inglese o comunque in altre lingue. Uh, quindi, grazie davvero ad ognuno di voi, e noi facciamo una breve pausa, poi vi ricordo anche di seguirci sui vari social in questi giorni c'è stato anche chi ha taggato no? appunto qualche momento uh, della diretta nelle storie Instagram potete farlo se vi va ci potete taggare e condivideremo il tutto con uh, l'account di Committee. mi raccomando Luca noi allora ritorniamo tra poco mi raccomando ci sono ancora due partite in corso Abusattorov-Firusa partita molto interessante poi c'è anche Caruana in vantaggio contro Tari e tra poco comincerà anche uh, la partita uh, Armageddon tra So e Ghiri. E vedremo chi tra i due alla fine la spunterà. Luca, confermi Wesley secondo te? Sì, secondo me è Wesley. Ok, io faccio partire anche il sondaggio su YouTube. E vedremo alla fine uh, se vincerà proprio Wesley oppure no. A tra poco, restate con noi. Rieccoci Luca, andiamo a seguire pure la partita Armageddon tra Wesley So e Anish Giri. Allora, ci portiamo da loro. Allora, allora, sono sì. qui in ultima scacchiera mm -hmm. e vediamo un po' come procede. Allora... Allora, Nimso. Ah, quindi si cambia. Nimso con C per D e per D, quindi struttura Casba dove il bianco ha questo alfiere in C1 rispetto alfiere in G5, almeno alfiere in D2, ma il nero ha perso un tempo, quindi questa è un po' l'idea e so gioca questa idea con, uh, con cavallo F4, nel senso che il, il nero ha giocato in maniera logica con B6, cavallo F4, alfiere per e per F C5, questa posizione in cui il bianco ha la coppia degli alfieri, il fiere E3 è stata giocata. Ma il nero ha la struttura più solida, ovviamente. Deve decidere se, se spingere in C4 e giocare con cavallo C6. Mm -hmm. um, oppure se giocare anche cavallo C6 subito, visto che la presa in C5 non è possibile per, per la forchetta in D4. Mm. Giusto. Che è penso quello che ogni giocatore farebbe. Ah, no, a meno che su cavallo C6 forse c'è il fiere B5. Diciamo. quindi... È... Uh -huh. Esatto. Giusto. Perché è chiaro che vuoi giocare prima a cavallo C6 e poi C4. A meno che non, non ci sia un motivo concreto. Infatti uh -huh. subito a bloccare l'alfiere. Che deve decidere qui se andare in B1 o in C2. Però credo che sia molto più importante per sostenere il tempo. Infatti, fiere C2, cavallo, cavallo C6, torre 1. Ok, situazione uh, equilibrata per entrambi i giocatori. Sì, che devono seguire il piano migliore da, da, il, da fare Luca, uh, il bianco per cercare di riattivare un attimino questo alfiere ten tenderà a giocare mosse come F5 oppure no? Sì, 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 assolutamente F5 uh -huh. è proprio nello spirito della posizione perché è vero che da un lato chiude il, um, il, il tuo il campo fiera. chiaro ma, ma solo temporaneamente perché poi puoi giocare con G4, G5 puoi lanciare uh -huh. i pedoni... Proprio in, uh, in stile Armageddon uh -huh. Cavallo B4, fiere B1 Torre B8 Quindi invita proprio questa F5 Da parte di Di So Che ha giocato prima a 3 Non, non, non sono sicurissimo di questa mossa Perché comunque uh, Il cavallo doveva tornare in, in C6 in, Inevitabilmente Per poter spingere in B5 e in B4 Però forse ha valutato che Sul cavallo C6 indietro Prima o poi avrebbe dovuto lo stesso Giocare a3 uh -huh. E solo non si lancia per F5 Ma gioca F3 più posizionale Cerca di, di controllare le case centrali Magari portarla al fiere Magari giocare F5 dopo uh -huh. uh, Forse vuole giocare F5 adesso E poi G4 G5 Però sembra un po' lenta Perché comunque il nero sta arrivando con A5 B4 Sì Ok ecco. G4 G4 ora G4, Ghiri guarda che, che numero di mossa è. <ride> guarda in alto Luca. <ride> sì, sì, guarda, guarda il numero di mossa e, e solo si lancia. G4, G4, ah, A5. Eh, non c'è molto da pensare in questa posizione perché comunque il bianco sta attaccando sul lato di donna e Ghiri giustamente o aspetta di essere schiacciato di lì, eh, sul lato di re, scusa, mm -hmm. ehm, o aspetta di essere schiacciato da quel lato oppure... Cerca il controgioco di là e Quindi adesso c'è da pensare Se mangiare la torre in E1 O giocare B4 ma... mm -hmm. Diciamo che Arriva subito okay. con B4 Ghiri arriva a spingere In B4 Esso deve decidere Cambio in E8, non cambio in E8 Mangio in B4, non mangio in B4 Quante sono le, le, le possibilità No? Sì. Quindi mangio in B4 mangiando la torre ma... Mangio la torre ma non mangio in B4, no? Ok, cambia tour, la, la torre. Ma la barra non è contenta eh, di questo cambio di turri da parte di SO? Sì, la barra non è contenta però perché forse il gli, gli dà un tempo al cavallo no? di, di tornare uh -huh. in gioco. Che voleva giocare magari F5, G5 e avrebbe potuto guadagnare un tempo, però. Giusto. Difficile valutare perché è troppo più facile da fuori, no? Uh -huh. uh, capire se un cambio va bene o non va bene. Non è del tutto sbagliato quello che sta facendo So. Per esempio, io aprirei la colonna, la colonna A. Uh, mm -hmm. Il cavallo... Lo so. Ah, lo, okay. Okay. è andato in sì, e sì, 2 Sì. Mi chiedevo se poteva, ma forse non faceva granché. Sì, e secondo me oggettivamente è meglio in, in C5. Sì. Però in stile Armageddon So va a quel lato. E chi li mangia in C3? in a3, b per a, b per a, uh -huh. vediamo come, come vuole giocare, perché al computer piace sempre il nero in queste posizioni, però il bianco ha potenziale, cavallo g3, sì. perché il pedone c, sì è forte in c4, ma attenzione, sì. perché è difficile da spingere fino a c2, perché uh -huh. puoi spingere in c3, ma poi hai un blocco dell'alfiere, il sì. pedone a3 controlla, uh -huh. controlla il salto di cavallo in b4, e gioca D. sì. g 2 va con molta calma qui. So g 2 F5. Vediamo che già F5 è una mossa naturale, ma la barra si alza mm -hmm. F5 ferma un po' il controgioco. Torre, torre B2. Adesso vediamo come... come vuole proseguire. So se torre. Anche un H3 semplice per, per passare, no? E... Anche sì. se H3 donna C7, dona e 7 Scusa, sulla colonna E, dona C1 più, più dinamica. Uh -huh. Vuole sacrificare questa qualità e mangiarsi G4 o no? Questo è proprio eh, eh, la... lo fa! Oh, eh? Ghiri lo fa. E la barra gli dà ragione, ma. Non si lascia pregare. <ride> sì, sì, sembrava una decisione ottima. Perché adesso, dopo l'ho presa in G4, al fiere che arriva, c'è una casa E4 per il cavallo. Non gli avrei lasciato questa opzione a, a Ghiri. Non sembra un'ottima soluzione a parte di, di So che Prima ok Anche se la posizione mh, Del nero oggettivamente era superiore Aveva del potenziale Adesso Sembra solo che il nero stia meglio E, e basta perché anche, anche mangiando in E2 Cavallo F6, cavallo E4 Che non è esattamente la migliore Ieri infatti ho giocato fiere D7 Che probabilmente è la più forte mm -hmm. Poi il cavallo arriva in D6 e l'alfiere F5 Molto Giusto. più comoda per il nero cavallo, cavallo c3 3. attacca, eccolo qua. Cavallo cavallo 6 cavallo d 6 che lascia temporaneamente in presa il pedone di 5. Ma dopo cavallo per d5 arriva al fiere F5 attaccando la donna e poi al fiere 4 scacco. Bella, e prendo, eh, guadagna un pezzo, no? Si, sì. quindi vediamo come la barra si alza. Non mi piace questo cavallo di 6 ma. La mossa è... Re H2. Giusta. donna Re H2. F6 attacca il pedone F4, la donna va a difendere. Sì. E ora bisogna difendere questo pedone Luca. Ah sì, bisogna. Fiera F6 sembra log logicissima come mossa. O donna F7 anche. Sembra più donna F7 dalla mano. Sì. Dalla mano sembra proprio che voglia giocare donna F7. Vediamo, vediamo se Ghiri porterà la donna in F7, ma no. Cala Gioca a cavallo F5 e contrattacca su D4. Lascia il controllo ovviamente del numero di mossa, ma... Dai, eh, ne ha tante. Perché però sì. ha, lasciato, ha lasciato D5 per qualche motivo. Sì, che guadagna anche certo. un tempo sulla donna. Non so, sta aprendo le colonne. E anche è anche vero Luca che... Ok, no, dobbiamo stare attenti che qua perdiamo la donna con scacco. Ok, guardavo no, che c'era anche una, una controminaccia poi di un doppio in F3, ma non siamo in tempo. Da un D6. Sì, è quello che vuole fare. Quando si sposta il cavallo, poi vuole mangiare un D4 e minacciare il doppio. Mm -hmm. Però sta aprendo colonne. E questo chi favorisce, Luca? Solitamente la torre, giusto? Anche se è ancora a casa. <ride> sì, sì. Al computer piace di più il bianco. Adesso vediamo la barra che lo ha favorito. Però non si capisce esattamente il motivo perché il doppio, eh, il doppio in F3 sta arrivando. Ancora, eh? Donna E3 arriva al fiore. Attenzione C3. che c'è anche Cavallo C2, si è beccato un doppio così Wesley. Doppio. Aia! Guardate no. Ghiri. Si è preso un doppio in C2. Si è preso non un capisce, doppio. Giri. Eh sì, si prende un doppio. E Wesley è impassibile, eh, devo dire Luca. Eh beh, no. Aiuto. Il aia, aia, aia. Eh, no, no, qua, qua è finito. Abbandona. Sì, Wesley sembra veramente molto tranquillo per ora, Sì, Beh, non cambia tantissimo perché cambia di mezzo punto, però prendersi un doppio così è, è allucinante. Eh non no, si allontana. Se vediamo cosa è successo. Alla fine, gioca cavalle 4. Che contrattacca sulla donna spleffatore sì. Wesley. Ma <ride> no, basta muovere la donna in una casa che non si è impresa, e basta. Sì. Però mi piace l'atteggiamento di Wesley perché insomma non fa capire no? se era proprio un errore, almeno no? Bleffa un po'. Beh, <ride> a questi livelli. Si capisce, Però insomma ma... fa effetto vedere un avversario che insomma non si scompone, un avversario come Wesley. No, qua. Dove vuole, davvero una, una casa qualsiasi. F8 per, per tenere o C, uh -huh. C7 tenere attaccato F4 sì. per esempio Eh, però vedi sto facendo pensare un pochino Ghiri sì lo fa pensare perché perché comunque Ghiri ha posizione stravinta non deve uh -huh. non deve sbagliare ma è tempo è neanche, andato in così. C6 così da poter appoggiare anche eventualmente il pedone passato C Luca sì tiene contrattaccato anche il cavallo in E4 così il bianco non fa in tempo a giocare donna C3 per riprendere il allena 1 è mm -hmm. molto carina sì. sì, si non ha scacchi il bianco non ha, non ha niente non mm -hmm. ha m, nulla cioè non può, può giocare in una mossa Abbandona non c'è una mossa da giocare si sì. e quindi donna 7 ah, chi arriva carlo per 1 donna per 4 quello che vuole ecco c'è un'impresa Cavallo però uno potrebbe fare un miracolo e salvarla, ma... Deve anche vincere, eh? deve quindi vincere. al di là del perpetuo, insomma, cioè, qualora no ci fosse anche una sola possibilità... Eh, ah, Giri la prende. Deve, deve vincerla. No. La batta non, non basta, come sapete, perché siamo all'armageddon il nero vince anche in caso di pareggio, perché è partito con 3 minuti in meno sull'orologio, si è giocato con 10 contro 7. Arriva donne 5 per rifarsi sul cavallo, ma donne 8 attacca anche il cavallo avversario, quindi si, si resta con un pezzo in meno. Sì, donna di 5 scacco, donna... e 6. Mm -hmm. A donna 8 gli faccio donne 8, non, cioè non mi serve sì. fare... Eccolo. Esatto. Giri, giri proprio... È in controllo, e eh, mi sa che Wesley accetta di perdere in questo modo. <ride> Sorridono. E poi si stringono la mano. Ah, qua sporca di Wesley, eh. Però. Tiene all'elo, eh. Cioè, Mame fa perde ah, sì. in un perpetuo, eh. So, invece posti abbandonare, come, come normale, da un perpetuo. Sì. E salva l'elorato. <ride> Sono agonisti, sporca, Luca. Sporca, Giusto, sì, sì. <ride> ci piace così. E va bene, quindi... Alla fine, Luca, diciamo che questi ultimi due Armageddon non li hai azzeccati perché prima ha vinto Kukesh, stavolta ha vinto Ghiri. Male, male, male. <ride> e, ok, quindi Ma... Ghiri batte Wesley e questo è un bel risultato per Ghiri. Vediamo, sì. vediamo come si è mossa Questa la fatto. classifica esatto porterà, dopo quest'altra mm. vittoria arrivata da parte di Ghiri Ghiri che si porta a 4 punti mentre è super a Wesley no? che ha 3 punti e mezzo e vediamo che in fondo ok, alla classifica c'è Ariantavi seguita da Mami Diaro a 2 punti e mezzo poi a 3 punti ci sono Carson e ok, Firucia sta ancora giocando Sì, Firucia sta giocando e Comunque, soprattutto sì. il punto è che Caruana scappa Esatto, Caruana che ancora no, uh, gioca e sta vincendo contro, contro sta Tari. Arrivare, sta per arrivare un abbandono. Esatto, Caruana che a questo punto scavalcherebbe in classifica Icaru Nakamura. E sì, è interessante anche eh, che Icaru con uh, la sconfitta diciamo però all'Armageddon di oggi è momentaneamente primo. Sì. Ok, allora Luca, ritorniamo su Caruana. Che la vittoria è vicina a questo punto. Sì, la vittoria è vicinissima. Arriva la mossa corretta C4. Possiamo vedere come è, com è andata prima. Forse sta per abbandonare, Tarek. Sì, allora la recuperiamo poco dopo. Perché il punto è che qui. Ah, è stata giocata a Kalle 5. Il punto che è che qui su una mossa X. Sì. Ah, al posto di cavallo E5 il bianco avrebbe giocato la semplice torre H1 la minaccia del bianco era tor torre H1 idea torre H8 e su re 8 mm -hmm. torre 8 matto per questo ha difeso prima Ops. il cavallo allora ritorno sulla Caruana Tari sì, torre, sì, dicevi torre H1 re G8 sì Potevi e, tor e torre 8 sì. sacrificare. con il cavallo in C6 esatto quando c'era il cavallo in C6 sì. Quindi per quello ha chiuso la E Tari, però dopo, dopo il raddoppio cavallo E5, torre, torre di E1. Adesso, adesso arriva l'abbandono perché mm -hmm. qua non c'è. Stai insistendo, qui c'è il matto, no, non c'è nulla da fare. Non... Su Don un F3 scacco, vado in, vado in G1. E, e basta, mm -hmm. perdi sì. il cavallo e poi prendi, ma... prendi anche matto, se non. Tra altro. Quindi ti arriva, ti arriva il matto e, e e Caruana scappa 7,5 su 9 e diventa il numero super ai caro nella classifica. Wow, Brero. qui in effetti sono tutti lì. Luca, no? di partita in partita, cambia Cambia tutto. cambia tutto. Sì, a fine torneo vedremo la vera classifica, mm -hmm. no? forse, la vera per modo di dire, per sì. giro di. I due punti sono in, sono in quattro. Ok, gioca ancora Tari. Gioca donna F3 scacco, reggi uno e poi credo che a quel punto Basta. arrivi davvero l'abbandono. Eh sì, perché non ha, non, ha, non ha una mossa a giocare che salvi il cavallo. Perde il cavallo adesso. Eh. Sì. La più forte secondo il computer ecco. è mangiare la torre. Arriva la stretta di mano. Arrivata. Sì. Eh vittoria massacro, massacro oggi. Sì, oggi per Tari c'è stato poco da fare, in effetti. Ora la rivediamo anche con calma, Luca. Sì, la rivediamo, ma è stato davvero un dominio dall'inizio alla mm -hmm. fine. Allora, noi l'avevamo lasciata dopo... Ok, eravamo... Qui, cavallo E2. Sì. Sì. Cavallo i 2, 2 Torre F5, F5, sì. Cavallo F4. Eh, qui, è... qui ah. si è visto, no? Come uh, la torre in H1 adesso... Uh, diventa attiva no perché il bianco minaccia il cavallo per d5 la semplice cavallo per d5 o anche la spinta in e4 mm ho -hmm. eh, visto che il... ci sono un po' di inchiolature chiaro che il nero può mangiare in e4 però bisogna stare attenti mm -hmm. quindi Tari ha deciso di mangiare in c3 sì. però a questo, a questo punto ci possono essere problemi sul re infatti donna g5 mm -hmm. eh, caruana tranquillo donna e2 qui donna E7 non so cosa cosa abbia mancato Tari perché ha proprio perso D5 in una sì ha perso il pedone in D5 in effetti sì perché su non so cosa non abbia visto devo essere sincero forse si è dimenticato che dopo donna E7 cadeva eh, tor... sì no dopo la presa in D5 torre per D5 non funziona ah dopo... per lo scacco per donna F3 esatto Mentre se. Sì. Uh -huh. qui perdi. Mentre se dai scacco in E4 prima, al posto di mangiare in D5, posso giocare F3. Attaccando, e non in... c'è modo di recuperare. Mm -hmm. Sì, quindi callo, eh, poi E4. E... Torre 8, sì. Torre 1. Adesso, vabbè, ha cambiato. Qui ha mangiato in F5. E siamo giunti alla posizione della partita. F6 intermedia, letale. Bella. Perché qui si minaccia torre per 2 su una mossa x si minaccia davvero uh, torre h1 immaginiamo a 6 mm -hmm. torre h1 regg8 carlo e 7 qui presa presa pedone per. Sì. e pedone però si e pedone 8 per bloccare adesso riportiamo la torre da quest'altra parte e vinciamo sì. Sì, sì, non c'è chance. Quindi ha provato a giocare un F5 per impedire il movimento alla Torre. Ma dopo C4 adesso Torre. L'unico modo per impedire la Torre H1 è portare il cavallo sulla E. Come mm -hmm. è stato giocato. Però... <coughs> sì. Però si era semplicemente raddoppiato sulla E. E qui sì. non c'è veramente più niente da fare. Siamo lì che commentano. Sì. Eh sì. Quindi. Vittoria importantissima per Fabiano. Due vittorie, una vi due vittorie a cadenza classica e una vittoria all'Armageddon. Cioè, proprio un inizio incredibile che stacca, stacca tutti proprio. Sì, stacca esatto. di due punti, noi, Karu, al momento in classifica. Karu ha 5 e mezzo ne ha vinto una a tempo lungo. Ah, no, 5. Di due punti e mezzo. Ah, si, sì, ha, ha perso due Armageddon e, e ha vinto una a tempo lungo. Mm -hmm. Stacca di almeno uno e mezzo. Nel caso in cui Firuja vinca con, con Abdusatrov va, va a 6. Stacca sì. almeno di uno e mezzo, che è tanto, è tanto. Non male. E Però può, sta spingendo. Eh? Si è ribaltata la posizione. Andiamo a vedere Abdusatrov, Firuza si è ribaltata. Adesso. Vediamo la barra completente in favore di Firugio. Ecco qui la posizione. Allora, noi li avevamo lasciati. Luca. Ok, qualche mossa, no? Qui praticamente. Donne 2, torre 5. È arrivata questa C6. C6. C6, alfiere per, torre per. E qui l'ha presa in E3 prima. Perché si può mangiare in F5 l'alfiere, ovviamente. Ma è meglio subito indebolirgli il pedone. Um, mm -hmm. subito indeboliglie la struttura attenzione perché, perché allora dopo D per e 3 si sì. dopo D per e 3 se il bianco muove l'alfiere dopo e per f2 si perde perché c'è troppi pezzi sulla e bisogna mangiare di donna e immaginiamo no torre. una cosa del genere vedete che si perde la torre no dopo lo scacco eh sì. qui che bisogna assolutamente parare ok quindi, quindi sposta il re per evitare lo scacco si sì. Così dopo torre per può mangiare in, uh, in E3. Mm -hmm. Però firugia preciso, donna, donna D7 e su donna per B6. No, torre C1 prima sì. In caso di donna per B6. Arriva forse caval... No. Cale 4 fun non funziona torre per. Cavallo D5 non lo so. No, cavallo D5 non... Sì, funziona perché... Su, re, su donna, su donna 6, ti do il doppio in B4. Su mm -hmm. donna C5, ho cavallo E3 come minimo. Donna cavallo per E3. E3, giusto perché sì, su donna, donna per E3, E3 cade la torre. La torre in C6. Sì, ci sono dei problemi. Okay. Quindi, Quindi torno torre C1 indietro. Torno indietro. Torre 8, sacrifica di nuovo il pedone in B6 per cavallo E4. Ah, eh sì, e adesso si attacca F2. Sì. si minaccia sì, ok, qualche volta un cavallo G3. Ma torre CD1 e la barra qui precipita clamorosamente. Mm. Che colpo ha mancato? Cavallo per F2 sta arrivando: torre, torre per D7. D7, cavallo per H3. È matto la scacchiera. Questo Feruso non bello. lo fa. Che bello: cavallo per F2, torre per D7, cavallo per H3. Mm. È proprio matto. Eh, si, sì, è matto, bello particolare. Ok, allora vediamoci questo matto in. in a tutto schermo. Luca. Sì, Ferugia lo sta per giocare. Forse vuole, vuole giocare G4. Eh, su cavallo per F2, G4 che attacca un po' di pezzi, ma non credo. Calo per, calo per D1 è più che sufficiente, no? Calo per F2 vince sufficiente al colpo. Allora dicevi G4 qui? Scusami, dopo cavallo per F2, eh? G4, cavallo per D1 vince il colpo. Ok, perché sulla presa F5, in F5 c'è per e cade la torre in N1. Mm -hmm. Sì, quindi calo per F2 vince, ecco vince il colpo. È arrivata, la vediamo. Firuja la gioca. Eh sì. Firuja dinamicamente fortissimo oggi. Mm -hmm. Ferugia, tra l'altro, se vince questa, si porta 2 su 3 con tre risultati decisivi a cadenza classica. No? Ha perso la prima con Gukesh e poi ha vinto le altre due. Eh sì, anche lui comincia a risalire. Sì, senza patte, Ferugia, solo risultati decisivi e. Eh, qua. Dussatro, tra l'altro, <ride> 6 Una limiti. chat si diverte, Luca. Sì, perché... Si diverte a prenderti in giro. <ride> ci sta Giusto così Ok E dopo cavallo per F2 Vediamo Luca Secondo te ci sarà ancora qualche mossa no? Eh, torre per E8 Si sì, può, può mangiare in E8 Però dopo donna per E8 C'è la torre attaccata In D1 Arriva la scoperta eh. Mhm mm perché quello che ha mancato, probabilmente, dopo Torre per E8, Donna per E8. Sì. Se, fa, se giocassi Torre di 8 di nuovo, mm -hmm. rinchiudere. Ancora a cavallo per, per H3 perché ha tolto donna... la Torre da E8. Sì. Quindi. Esatto, fa quello che faceva la Torre prima, quindi non cambierebbe assolutamente nulla. No, l'unica chance è davvero dare la Donna in F2 e pregare. Mm -hmm. Torre per 8, quello che vedremo, torre per 8, donna per 8, donna per F2, e si prega. Sì. Si prega. Però non, non è fortezza. Come dice mm -hmm. Carson, le fortezze non esistono. Non esistono. Allora, no. quindi questo è l'unico tentativo, torre per 8, donna per 8, torre eh. di 8. No, era, no, scusami, questo è quello per prendere un no, matto. donna per F2. <ride> donna per F2, torre per F2, re per F2. Donna e questo e finale... Uh, Filuccio no. lo porta a casa. Sì, no, troppo facile. Mm -hmm. Troppo facile perché ti spingo i pedoni sull'otto di re. Non, dovrebbe, non dovresti riuscire a... Ma secondo te, Luca, questi giocatori... Uh, comunque giocheranno quel tipo di posizione o dici che abbandonano prima? No, no, lo giochi lo giochi. Ah, comunque lo giochi perché ci arrivano. Poi puoi fare ancora qualcosa, cioè, può sbagliarsi. Fiducia okay. può, può regalare una, una fortezza, però è più una speranza che una reale. È cioè, un po' presto per abbandonare, perché è quel tipo di posizione a metà, no? Tra è presto per abbandonare, però non dovresti neanche pensare tantissimo. Perché mm -hmm. il tempo vabbè, non ce l'ha quindi. Non ha più di, uh -huh. di, di 4 minuti E intanto va proprio per questa linea. Eh sì, è l'unica. Quindi. Va per questa a 4 minuti quindi. Vediamo. Non è proprio la posizione più semplice di questo mondo, però. Tra l'altro mi piace che Ferruccia pensa qua, Una cosa? Uh -huh. Non so, <ride> cioè, forse vuole giocare donna e 5. Cioè, per... Vuole inferire eh, donna e 5 allora, sì, per tenere. Tanto la... non può sfuggire, interessante. Donna e 5. Sì, forse mm -hmm. giocherei più donne e 5 che, che altro. Sì, è più Facciamo... antipatica, no? Rispetto a torre per F2. Sì, perché gli tieni subito il cavallo. Forse non cambia niente perché il bianco può continuare lo stesso con torre di 2. Mm -hmm. Però almeno... Uh, non lo so. Fai pensare un attimo di più. Oh. Sì. Quindi... Sì. Ci ehm. pensa. Mm -hmm. Anche perché penso arriva a questa posizione... Dove effettivamente no, giocherà con pochissimo tempo a desatto, quindi non sarà facile per niente già, eh. magari no, come dicevi Luca, eh, non c'è possibilità di salvezza a gioco corretto. In più oh, ci arriva con pochissimo tempo. Sì, sì. Eh. Beh, però la cosa positiva è che il tempo lo deve usare. Um, Anche Fucia, cioè Perché, soprattutto ehm... Fiducia che deve vincere. Sì, i sì, pezzi li metti. Ti la torre in D2 il cavallo riporto mm -hmm. indietro eh. no, sì. B5 scacco. Ah, prima questo scacco in B5. Re G1 mm -hmm. per F2, re per F2. Donna F5 scacco Ah, donna F5 scacco è buona perché su re 2, adesso ti do scacco. Esatto, è dovuto andare in E3, sì, però. Perché su re 2? Su Rai 2 ti davo scacco in e4, re f2, una c2, ti mangiavo a2. Uh -huh. Luca, giusto una curiosità. Sì? Ok, quindi do una b5 e fa sì che arriva a giocare questo scacco, ok? Questo scacco in f5, quindi ecco, perché Fiducia ci ha pensato un po'. E il re adesso è più esposto in e3. Uh -huh. Sì. Ah, se, se il cavallo riuscisse a tornare in realtà non sarebbe così semplice. Tornare lavoro. su quale casa Luca? Tornare non so, in D3 per dire. Ok. In casa qualsiasi. Comunque ci sarebbe da lavorare. Mm -hmm. Però finché il cavallo in A4, sì. Sì, ha è, È nervoso, eh? Un po' nervoso. Non lo so. Ok. okay. G5, Scacco rf 2 non in f3 non ci ho pensato un secondo ah era f3 c'è la donna h5 sì. donna f4 scacco di Firuja. E adesso deve giocare una partita blitz o vabbè semi rapid il buon, uh, buon abdusatro il re uh, va in g1 mm -hmm. adesso vediamo vediamo come vuole gestire la situazione uh, fjuria che può forse giocare con donna in E4? Che su Re F2 c'è donna C2, il cavallo non può tornare in, in C3 per cioè minaccio donna E2. Uh -huh. e perché se, se do scappo in E3 adesso per andare in e 2, mi va in F1. Sì. è pro, pro, eh, problema, nel senso. Gli permetto do... re F1. Se invece vado da E4. Minaccio donna C2, oltre che a donna E2. Che su un eventuale R 1 Due entrate. Entrarei da, da C2, quindi su donna E4. Su torre D2 ho donna E1. Mm -hmm. Cavallo C3 non è possibile per donna E3. Scacco. E cavallo, cavallo B2, donna E2 lo stesso, donna C2. Vinco subito. Sì. Quindi questa potrebbe essere una mossa importante. Su donna E4 per Firuza mm -hmm. che comunque ha i suoi 16 minuti per, per chiuderla e riportarsi in seconda posizione del torneo. Sì, e ricordiamo che questa è l'ultima partita in corso di quest'oggi. Firuza in questo momento in classifica ha 3 uh, punti, vincendo andrebbe a 6, quindi si porterebbe in seconda posizione eh, dietro Fabiano Caruana e davanti a Caruna Kamura Sì. Non male. No, perché poi dopo aver perso la prima, ovviamente, un esordio abbastanza brutto. Poi due, due belle partite. Mm -hmm. Adesso c'è solo a concretizzare. Non è 3. Ressi 1 è arrivata F1. al colpo. Forse vuole ripetere un attimo, non lo so. Però Quindi potrebbe voler ripetere esatto... Per qualche istante, invece no, comincia subito l'espansione con i pedoni. F5 Luca, anche F5, F4, F3. Se arriva F3 mm -hmm. e ti apro ti tolgo il pedone alla G2, dovresti perdere. La posizione dovrebbe collassare da un momento all'altro. Mm -hmm. Siamo a mossa 42. Hanno superato la quarantesima, per cui da questo momento in poi, insomma, già da un paio di mosse, uh, c'è l'incremento di 10 secondi. Solo con quello si gioca adesso, eh. Cioè, nel senso, sì. quello che è il tempo che vedete è più di 10 secondi di incremento a mossa. Non c'è stata altra aggiunta di tempo dopo la quarantesima se non i secondi di incremento. Sì, cavallo B2, idea cavallo C4 su F4. Che ancora, ancora deve lavorare. eh. Ancora deve lavorare Firugia. Non è, mm -hmm. è scontata, in realtà. È stato un po' troppo pessimista nella posizione di Abdusatrov che comunque sta tenendo il tempo a disposizione. Questo è buono. Però sta scrivendo le mosse. Ah è... uh ah. -huh. Ok, mettiamo anche la scacchiera classica. Questa qui più, più grande. Arriva con la donna in C3. Sì. La donna C3 attacca il cavallo e sul cavallo C4 probabilmente o A4 o donna C2. Mhm. Uh -huh. Sì. Sì, la posizione... Una... una posizione per esempio senza i pedoni sul lato di donna, col cavallo magari in F3 del bianco. Dovrebbe essere persa però non è così scontata dai. Quindi si può ancora lottare. Ok. Una C3 abbusato però sto pensando un sacco. Questo è il problema adesso. Perché in realtà quando hai poco tempo, um, cioè se i pezzi sono ben coordinati non hai problemi, ma se li devi coordinare è difficile coordinarne due. È molto più difficile che giocare con uno solo, se non sono ancora ben coordinati. Sì. Perché uno, vabbè, trovi la casa migliore e lo porti lì. Mentre due uh, li devi, devi far giocare no? tra di loro. Sì, e qui a 4, no? come dicevi, Luca sembra fastidiosissimo anche. Sì, 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 sembra, sembra la sua. Ok, vedi anche tu, Luca, una certa somiglianza col profilo di Karu, immagino si riferiscano a, ad Abusatro. Abusatrof. Forse un po' i capelli. Sì, 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 sì. dopo che l'hanno fatto notare un pochettino. Mm -hmm. Forse sì, il taglio. Un po' il taglio dei capelli, sì. E... Però... da. Solo di profilo perché poi non si sì. è, no. è Abdusattorov che sta giocando <ride> e Luca. Abbiamo anche l'intervista post partita di Fabiano Caruana. Vuoi sentirla? Eh. Sì, sentiamola. Ok, allora ecco a te, Fabiano. Questo game sembra essere molto solido dal beginning to end. Come puoi summarizare? Non so come lo sia, ma ho sempre avuto una posizione. Yeah, I was trying to play practically, making some moves which felt natural, even though maybe I had some better options. But I thought, uh, anyway, he's always under pressure, and at some point it just fell apart for him. How would you summarize this tournament so far, going into the rest day, and how your chess is feeling right now? Okay, it's so far pretty much ideal, and I, I feel like I'm playing well. Uh, everything's going well so far. I mean, still, I'm I'm not relaxed. It's still six rounds to go, and. And six very tough ones, and I'll—I um, mean, I had two of my whites at the start, so it felt like maybe the start I, I was going to try to press a bit. Uh, but yeah, it's going to be tough. But I, okay, so far it's of course an ideal situation. Does the three points for a win make you take more chances when you play in the classical portion here? I, I feel like I wasn't taking chances. I was—I mean, I was playing a very ambitious opening. With c takes d five, I was trying to get a very long game with a fixed pawn structure. Um, that was my goal basically to, to play a game where it, it won't liquidate for a very long time but uh, it's also a very safe line so uh, of course it's about equal but uh, so it, it's kind of ambitious but in in um, let's say a measured way enjoy the rest day on the top of the table thank you luca what si. did caruana no happy because Chiaramente um, l'inizio è stato ideale, uh, la partita oggi ha deciso di giocare mosse naturali tutto il tempo e, e quindi anche se in realtà aveva più opzioni magari più precise, um, la la comunque il suo avversario era sempre sotto pressione e poi a un certo punto la posizione è crollata. E non si sente assolutamente rilassato. Perché comunque sono sei partite. Però, ok, avendo più bianchi nella metà del torneo, voleva, voleva spingere, mettere pressione. E vabbè, due e mezzo su tre, vincendo tra l'altro, Armageddon, ci sente un ottimo risultato. Mm -hmm. Quindi è contento, domani, domani giorno di riposo. E poi, e poi si gioca nei prossimi turni, ok. Luca, ti va di sentire anche che cosa ha detto Ghiri? Che ha perso invece contro Wesley? ha ah, vinto con Wesley scusami ha vinto con Wesley ormai è dato per scontato il pronostico claro. <laughs> sì sentiamo allora anche cosa ha detto Giri che ha vinto con Wesley so e eccolo qui Ones you're uh, flashing the sponsors that's good but you're also getting quite the experience of Armageddon games these days well hard that yeah I mean uh... Yeah, everyday Armageddon so far. I think normal. The opponent's playing very solid in the classical portion, so gotta grind it out in the Armageddon. Speaking of grinding it out, you now have two wins in the Armageddon and you're very much in the hunt when it comes to the to the top part of the standings right now. These half points become very important if you want to if you want to perform on a high level in this tournament. Yeah, I think in the end uh, half point will determine, you know, whether you are uh, uh, a place, let's say, uh, whether you're third or fourth, or second or third, or perhaps first or second as well. So, but it's of course, yeah, hard to say. I think I assume to you got to win a few classical games if you want to get a good score. Also, everybody very competitive, and uh, some people you know really bring the spice to the game, like uh, Nodderbeck, Alireza, like they're really um, trying to stir up a mess, uh, and that. You know, at least to, to the double edged games. So the, I think they will win and lose a lot of games as well. And so Magnus as well, trying uh, not today with black, but in general, Magnus was always trying to generate something. So I think we'll see a lot of excitement in the classical chess uh, as well in my games too. But so far, yeah, have to be content with our And going into the rest day now, how how good do you feel about your chess level so far in this tournament? I think it's fine. Um, there are some uh, moments to improve here and there. I'm not happy with some of the decisions, but um, yeah, really nothing uh, out of ordinary. I think uh, more than more importantly than chess level, I think the score is very good so far. Um, I'm utilizing the, the last two, two days. Uh, classical portion was, was tough, so I, I was just defending. But um, yeah, some things to still improve, but again, like a lot of, you just started. Also the rest day here comes so early. Uh, in fact, it's, it's too early for a rest day, we just got started. Good luck on this, thank you. Luca. Sì, è, è contento, abituato ormai a giocare Armageddon perché tra 3 Armageddon su 3. Ah. E però sì. ha detto che gli avversari hanno giocato in maniera molto solida, quindi non, non poteva fare molto di più. E, e ha detto che, ok, è importante comunque vincere perché alla fine del torneo, col mezzo, mezzo punto, un punto in più, ti può cambiare. Una posizione in classifica, però comunque um, bisogna Bisogna vincere almeno una a livello a, a cadenza classico. classica. Se, se ne vinci una a cadenza classica, poi vinci tutti gli Armageddon. Sei, sei in alte posizioni, ovviamente. Sì, um, però devi vincerne, detto più qualcuna, perché però comunque dipende anche molto dagli avversari, perché ha detto che ci sono ci sono avversari che, che giocano più solidi altri come Firuja e Abdusattorov che invece sono più esotici wild sì no, spy si è detto quindi, mm -hmm. quindi aspetterà magari qualche turno in cui ha più chance per provare a vincere la cadenza classica ok ritorniamo pure sulla scacchiera di Abdusattorov e Firuja uh, Luca Intanto è successo che uh, insomma, si è semplificata tutta la, situa insomma, tutta la situazione sulla di Donna, no? tutti i pedoni si sono cambiati e, e abbiamo adesso un 3 contro 2 uh, sulla di Re. Con fiducia che continua a spingere i pedoni e migliora anche il Re. Sì, migliora il Re. Fa una mossa rapida, non vuole giocare concreto con, provando a spingere in G4 perché ha pensato troppo poco. Mm -hmm. Non voleva subito andare per il concreto e, e vediamo, perché comunque uh, bisogna creare qualche sorta di fortezza per, per Abdus Sattrov, ma è davvero difficile. Davvero, davvero difficile. Perché G4 arriva uh, prima o poi e, e quindi si fa, si fa fatica. Sì. Re F6, e quindi la mossa G4 sta per arrivare. Tra l'altro, Abdusatrov, che ha soltanto un minuto, poco meno di un minuto, sull'orologio contro i 10 minuti e 57, sembra veramente presa qui per lui. Riuscire a sopravvivere, Sì, è bella questa, questa immagine mm -hmm. con Abdusatrov che gioca F4, eh, G4 permettendo tra l'altro la spinta in F4, ma almeno cercando una sorta di fortezza, no? E Firugio mm -hmm. adesso deve. Pensare se, se vuole mangiare in G4 o se vuole spingere. Non è sì. chiaro. Però almeno Abdossat lo sta provando una fortezza. Questo, mm -hmm. è, questo è positivo. Sì, e ci sono davvero pochi trucchi. per... Ad esempio, Luca, quale potrebbe essere una fortezza che possiamo mostrare qui? Se veramente eh. no? si può raggiungere un qualcosa anche con mosse X, no? che possono aiutare in un certo senso. Il bianco a raggiungere questo scopo. Non lo so. Eh, questa posizione con F4 e la torre in seconda del bianco, torre 2, non so mm -hmm. se sia fortezza o meno. Non, non ci credo, ma... ma forse può esserlo. Forse Perché può comunque essere. è rettagliato, sì, e poi provi a giocare. Non lo so. Torre, torre sulla E, tieni la torre sulla E magari ho avanti e indietro col re, anzi, forse sempre con la torre. Mm -hmm. Sì, con la torre avanti e indietro forse, torre 1, torre. E non è chiaro se, però il nero può giocare, magari, donna di 7 h5. Cioè, comunque ci sono, sì. ci sono modi per progredire. Mm. Mm -hmm. Ok, Firucia ha dato scacco in B6, regg3 re lo sta proprio invitando a spingere in F4. Sì, quindi, vediamo. Kiruja ha tutto il tempo però a disposizione. Andussato va a 48 secondi e gioca con i 10 secondi di incremento. Vediamo benissimo la posizione, tra l'altro, qui. Mm -hmm. Anche sì. perché tutti i pezzi sono da questo lato. È vero, si vede molto molto bene. E... No, l'unico trucco è che se metti la donna in B5, c'è cioè Torre 6, però. È abbastanza. Ah sì. È l'unica speranza, e eh, anche qui non è detto. Ok, non però... è che è forzato a catturare No, che se no sì. si becca il doppio per della donna. Resta con un pezzo in meno, ma meglio non dare queste chance. Gioca donna di 6 scacco. Ref2: sì. F2, 56 secondi. Non sa, trova almeno sta, gioca sta giocando al colpo quindi. Sì. Qui... qui mi sa che allora se mangio in G4 arrivo con donna F4 potrei chiuderla no? come? Eh, F per G? Sì. Ah, H per donna F4 attacco attacchi mm. G4 che è indifendibile forse torre G1 ma torre G1 è... H5 Non è il massimo sì, sulla presa spingiamo ancora G4. poi puoi giocare ancora torre G3 Bella, in realtà, però <ride> nuovo Re, Reset. Questo, questo è perso. si sì, tutto inchiodato e non si può fare niente. H6. Ah, H6 forse ancora si poteva lottare. La posizione finale, donna F4. Allora, donna F4. Uh -huh. eh, forse no. No, scusa, presa in G4. Ah, dopo presa la presa. Prima. Presa donna F4, torre G1, H5. Sì. Ah, presa g4 torre g3. Presa. Re ok, forse eh, e... sulla G mo do... vorrei, però. Ok, dobbiamo andare per forza giusto perché sennò no restiamo inchiodati. Quindi ne 7 che mm -hmm. h6 e g per f torre h3. Forse ho donna f5. No, si sì, donna f5 concreta. F... No, torre per F3, è donna h 5 vinco. Mm -hmm. Mangio il pedone. Sì. Quindi, Luca, potremmo anche vedere un finale di donna contro torre. No, non lo vediamo quello. Non lo vediamo, non, lo non ci arriviamo. Sono. No, no, no. abbandona se c'entra. non lo gioca. <ride> Però a volte abbiamo visto qualcuno giocarlo, ma dici, Blitz. magari Blitz. Mm -hmm. Sì, Blitz lo giochi. A ah, tempo lungo, no. Ok, anche se qua, voglio dire, eh, siamo quasi, <ride> diciamo, è vero che non siamo partiti da una blitz, però il tempo, ok, diciamo che poi Firucia ha anche tanto più tempo no? rispetto ad Abdusatrof. Intanto, proprio donna F4, dopo la presa in G4 arriva, vediamo se Abdusatrof va a difendere il pedone G4. Eh sì. Credo che lo debba, lo debba fare, no? Che altrimenti veramente... Due pedoni in meno, bello. no? No, forse sta calcolando se riesce a dargli scacchi laterali. Eh, torre, non lo so, torre. Ah, ah torre, torre H1, torre. ok. Quindi vuole semplificare il pedone G con quello H. Però qui è ancora peggio la versione perché... Perché dopo, dopo Regi 7... Eccola, che è giocata. Su torre G1 e sì. H5, G per H4 su torre g3 vado in h6 diretto con il re quindi ti mangio subito mm -hmm, il pedone A. giusto mi schiodo perché... andando in h6 a quel punto eh, sì re 7 giocata e non c'è più il controgioco del pedone h che abbiamo visto in precedenza nell'altra analisi mm -hmm. sì e poi se provi a dare scacchi laterali per esempio torre a1 e inizi a dargli scacchi adesso eh, per esempio sì oh, il re okay. scappa, in, scappa in h5 una volta mangiato il pedone Quindi per poi uh -huh. quando dai scacco scappo in H5 mi arrocco lì e, ed è fatto. Quindi torre G1 H5 stiamo per vedere la resa. Sì. Eccolo. Sta per arrivare Cirusa con H5, ci pensa, ma poi la gioca. Eccola. 5 Eh sì. Eh sì, qui. Gioca Reggi 2, RG2. Re ha ah, l'idea è su donna per G4. Contrattaccare. Mm. Sì, re F2 di nuovo. Re F2 e, e poi catturare il G5. Quello dovrebbe essere fatto. Mentre su H per G vuole far calare mm. H2, eh, comunque. No, non molla. È strapersa, non molla. per carità. Però no, non molla, Ah, H per G dovrebbe vincere H per G. Uh, cavallo cavallo H2 mm -hmm. e, um, G3 Si? Sì. G3 perché su, su cavallo F3 ho G4 L'altro mm -hmm. mi arriva E poi entri No è matto sì Su cavallo F1 ho donna F2 Su re H1 ho Ok su re H1 1 ho G2 Scacco Torre per una mm -hmm. per sì. Mentre su Re H3 posso giocare forse G2 lo stesso. Che minacci, sì. No, Minaccio il cavallo. Anche il cavallo, sì. E su Cavallo H2? Accade zoom, anche forse. la torre, no? Accade la torre? Sì. sì. Ah, perché non c'è neanche bisogno di giocare. Sì, giusto, non c'è neanche bisogno, <ride> c'è la torre in presa. Re H3 in effetti non, non difende niente. Cavallo. Uno, G4 ha giocato Cavallo e 1. Calle 1, idea G3, torre F1, prova mm -hmm. ancora a creare una sorta di fortezza. Sì. Eh. Comunque crea problemi. Mm -hmm. Cioè problemi. Nel senso. Ok, resiste. Giustamente Abusatrop ci absatto. prova. Ci prova. Non è 3, non lo so. Basta E3, che si allontana ehm. un po'. Sì, donna E3 sembra la sua perché su... Cosa fa il bianco? Mi sembra in Zuzvang. Donna E3 giocata, infatti. La giocata? No. Sì. ah, No, la Donno, tua era adesso. la mia proposta. Cioè, sulla tua analisi. Mm -hmm. Ah, ha giocato G3. Ah, G3. Spinge. E su torre F1? Forse donna E3? Mm -hmm. Sì. Dovrebbe essere sufficiente. Torre F1 arriva Torre F1, donna E3, cavolo F3 G4. Firusio mm -hmm. adesso aspetta di meno di 5 minuti così non scrive. Geniale. <ride> si è rotto di scrivere adesso. Ok, donne 3. Sì. sì, basta, smesso. Eh, ah, ci sta, ha ah, già smesso anche se a 15 sì, secondi sta, ancora, eh. Luca. Me viene l'arbitro. <ride> no, no, fargli scrivere un secondo formulario per 10 secondi è troppo. Sì, re h 3 e qui nei denti, donna F2. Eh, questa è brutta. Proprio è brutta, brutta. Il... Donna F2. Il famoso sì, cavallo. Il cavallo è tremendo cavallo che insomma sotto attacco non riesce a parare. La promozione, se avviciniamo il re, cioè, catturiamo il cavallo allontanandoci, quindi questa è una delle posizioni peggiori, eh sì, no, su, su Don F2 puoi giocare a k 1 ok, però vabbè. Non aiuta, mm -hmm. vediamo okay, F2, k 1 Andiamo, Firusa a giocare donna F2K1 eh, G4. Eccola. F2. La, la G4. gioca. E qui Abdusatorov eh, abbandona. Subito. subito. Niente da fare per Abdusatarov. Firusa, insomma, veramente è stato, è stato bravo. Comunque Luca riuscire no? a rifarsi dopo una posizione semplice si sì. si sì, 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 è stato molto bravo e si porta a 6 punti in seconda e... posizione eh, non è uno scherzo si sì. eccolo lì Firusa dietro a Fabiano Caruana si sì. quindi bravo Mm -hmm. Ha ribaltato una situazione che sembrava non, non, non ideale. Ha preso dei rischi a Dussatov. Che ha, ha mangiato quel pedone in C5. Forse avrebbe potuto fare altro ed è stato punito. Mm -hmm. Molto bene. Da. Ok, Luca. Da bene, allora siamo arrivati alla fine di questa giornata. Luca, ti faccio la solita domanda di rito. Secondo te oggi c'è una partita che proprio merita? Di, no, merito, sì. Sì, di avere il recap di partita del giorno allora facciamo una cosa facciamo giusto qualche secondo di pausa e, e poi ritorniamo tra pochissimo mi raccomando restate con noi per scoprire quale sarà la partita del giorno e chi avrà meritato a tra poco Dopo una rapida patta nella partita a cadenza classica, Nakamura e Carson danno spettacolo all'Armageddon con un gambetto di Re. Luca. Sì, decisamente, decisamente la partita del giorno, quella più aspettata, più attesa. Un Nakamura che ha deciso di, fare, di non provarci a cadenza classica per poi dare il tutto per tutto all'Armageddon con E4, E5, F4, Gambetto di Re contro il giocatore più forte della storia, sì. subito accettato, E per F4, mm -hmm. cavallo F3, e qui Carsen al posto di giocare linee più, più tranquille come D5, che è una di quelle considerate più, più solide, accetta mm -hmm. la sfida e gioca G5. Si prova a tenere il pedone, almeno per il momento, H4 di Karu, mette subito sì. sotto pressione. La struttura di, di Carson: sì. Carson sì, Al posto di difendere il pedone, perché con H6 non si può in realtà difendere visto che c'è l'inchiodatura sull'eventuale sull cattura in G5. Quindi Carsen spinge in G4, continua mm -hmm. l'avanzata dei pedoni. E dopo, cavallo E5 decide che è il momento di ridare il pedone in G4. Tenersi i pedoni come con G3 inizia a essere davvero molto pericoloso, visto che ci sono idee come donna H5, alfiere C4, che possono arrivare contro F7. Sì. Tra l'altro, Luca, è importante la spinta H4, altrimenti no, il nero minaccia G4 e donna H4. Esatto, su, mm -hmm. su una mossa come D4 può arrivare, può arrivare G4 e... E donna H4, anche se il re spesso si può portare in E2, è molto complessa uh -huh. con la posizione, però oggettivamente non è, non è corretto tutto ciò. Ok. Quindi, quindi... H4, uh -huh. G4, cavallo E5 e Carson gioca D6, quindi rida il pedone, attacca il cavallo, Rida il pedone in G4, però in cambio inizia a sviluppare i pezzi. Cavallo F6 con tempo, uh -huh. e dopo il cambio in F6, donna per F6 abbiamo questa posizione D3, in cui Carson gioca molto bene, tira fuori i pezzi in maniera armoniosa. Di solito nel gambetto, i re il bianco ad l'iniziativa. Qui Carson inizia con Alfiera H6, difende F4. Questo pedone in F4 gli garantisce tanto gioco e tanto spazio. Il cavallo mm -hmm. che può saltare in E5, e eh, in G4, magari E3 anche. La donna, infatti, si è spostata in, F... in F2 proprio per evitare di essere subito attaccata. Ma Carsen comunque sì. continua lo sviluppo, la, la torre rivengi 8 sulla colonna aperta, Cavallo C3 per giocare Cavallo D5, allora il fiere è 6, nessun problema. Sì. Caro deve risolvere il problema dell'Arrocco, quindi gioca il fiere D2, Arrocco Lungo, Arrocco Lungo. E si ha questa posizione. Sì, Carsen Luca affronta con donna D4, no? subito cerca di creare una sorta di blocco, diciamo così. Sì, donna D4 è la mossa, una mossa molto interessante, propone il cambio di donne in ottica sia, ok, di un'eventuale patta per l'armageddon, ma, uh -huh. ma qui donna D4 è anche la mossa migliore oggettivamente che porta in vantaggio il nero, perché la struttura di Ikaru è più sana al momento, uh -huh. visto che ha un'isola di pedoni in meno, ma eh, il pedone G2 è arretrato intanto su colonna aperta ed è più debole di quello in F4, <ride> eh, paradossalmente, uh -huh. perché... Eh, anche quello in F4 su colonna semiaperta, ma <ride> per, eh, per attaccarlo bisogna muoverlo al fiere e quindi perdere G2, quindi non è semplice. E uh -huh. l'unico vantaggio di Icaro in realtà è al centro, può in futuro spingere con C3 D4. Ma Carson occupa subito questa casa in D4 e in caso di cambio di donne, sì. Carson cosa fa? Uh, tiene il cavallo in un'ottima un casa, magari gioca anche F5 per... Uh, per sdoppiarsi i pedoni, uh -huh. ma il cavallo di Carlo non è facile da muovere per, per poi giocare la mossa C3, perché non ha tante case, B1 e A4 ovviamente sono tristi, uh -huh. in E2 permette la cattura del pedone in G2 dopo il cambio, Sì e se, se prova ad andare in D5 per minacciare anche il doppio in E7, Carsen come minimo può mangiare in D5, giocare cavallo F5, cavallo E3 o G3, ca oppure cavallo E3, torre G3. E la posizione di, di Icaru è disastrosa con questo avamposto in, in E3. Mm -hmm. Il caso migliore è provare forse a mangiare il cavallo, ma un pedone in E3 sostenuto da un alfiere in h 6 inamovibile garantisce sì. grande vantaggio a, a Carsen. Quindi, dopo donna di 4, Icaru rifiuta il cambio di donne. Donna è 1 e donna è 5 indietro. Solida, mm -hmm. eh, lascia la casa magari al cavallo. Cavallo è 2. Sì. Per, per giocare sulla... Almeno qualche alfiere C3 o D4 Oppure... Oppure semplicemente attaccare il pedone in F4 uh -huh. E Carson non si preoccupa di mangiare questo pedone in A2 Che lo fa per, gli fa perdere un po' di, di stabilità e, e gioca subito per, per sdoppiare i pedoni Anche uh -huh. perché un Armageddon non ha voluto pensare tanto Vuole sdoppiare i pedoni Icaro la complica un pochettino con G3 Sì Sfruttando l'alfiere, noi in H6 in difeso. Uh -huh. Ma dopo un paio di cambi, presa in f 4 presa in F4, muove la donna, donna F5, cavallo G3. Uh -huh. Icaru. prova a spingere in F5 per uh, attaccare l'alfiere. Tra l'altro può essere un bel trucco perché dopo alfiere per D2 scacco, torre per D2, alfiere per F5 non funziona. Perché dopo la presa in F5 donna per F5 arriva Alfiere H3 e qui sono, sono dolori. Sì. Quindi Alfiere D7, però è importante di Carsen che attacca a 2 e mm -hmm. Con la donna davvero... no? Che è ancora più forte a quel punto. Se entra la donna nera appunto nella posizione vicina al re bianco. Esatto. Mm -hmm. Perché se l'avesse mangiato di Alfiere, questo pedone bianco avrebbe Potuto, avrebbe avuto il tempo di mangiare il pedone 4, per esempio D per sì. e 4. E ok, ancora la posizione va bene per Carson, ma vediamo una struttura eh, comunque forte di, di Karu che, che ha del potenziale, no? In, uh -huh. E la posizione comunque non sembra così vantaggiosa per Carson, anche se la barra preferisce il, il nero. Sì. Quindi al di 7 in realtà la semplifica perché adesso non c'è il tempo di mangiare Rebi Re 1, però a questo punto Carson porta il caline 5 minaccia al doppio mm -hmm. eh, donna E3 tiene, tiene la difesa del cavallo e si toglie al doppio E per D3 C per D3 e poi alfiere C6 con tempo l'alfiere si porta in un'ottima casa sì. cavallo E4 di Ikaru ma arriva re B8 che difende A7 importante mm -hmm. alfiere H3 difende il pedone in F5 torre D8 sì. qui arrivano Arrivano tutti i pezzi in gioco, ca eh, Carsen tra l'altro molto veloce in questa fase della partita, si minaccia la semplice cavallo C4 su, uh -huh. o cavallo per D3, una delle due, sì. per togliere questo difensore del, di E4 e Carsen ora allora gioca torre C1 così su da avere sul cavallo per D3 torre per C6. Anche se Carsen ha mancato il colpo della vittoria cavallo B4, tacco doppio e la partita fortissima. Perché, se si muove la torre si prende matto Esatto, dopo donna per A2, re C1, donna 1 e scacco matto Vedete il cavallo che toglie la casa C2 al re anche E quindi sì. mh, insomma questo sarebbe stato un bel colpo da parte di Carsen Che sicuramente Luca ha visto le idee non con cavallo per D3 e tutto quanto Però forse no, ha mancato proprio quella cavallo B4 evidentemente sì, non ha, non ha dedicato mm -hmm. troppo, troppo tempo, anche perché la mossa che ha giocato al alfiere D5 sì. è molto semplice. Adesso si toglie da questa torre per C6, attacca A2, mm -hmm. quindi eh, qui il bianco deve... Su, su A3 eh, davvero gioco cavallo per, uh, cavallo per D3, quindi e esatto. eh, qui è finita subito, perché si rimange in D3 si prende l'infilata ed è finita. Quindi Ikaru prova a difendere il cavallo. Ma lasciando comunque un pedone in A2, che non è, non è da poco. Il Fiere torna in D5. Qui Carson ha anche un pedone in più. E quindi in poche mosse Carson è riuscito a concretizzare: Calo G5, Donna D7 per andare di là, in A4 Darmatto. Uh -huh. Donna D4 per togliere la casa e attaccarla al Fiere. Donna B5 con la stessa idea. E qui sì. Carson anche paziente, non ha, non ha avuto fretta. Re b1, cavallo c6, cambia le torri, mm -hmm. torre per, torre per, donna c3, alfiere b3. Alfiere b3 che costruisce una rete di matto per non far scappare il re bianco. Cavallo e4, indietro, chiude la colonna, donna a4, torre f1 da difendere la torre in caso di scacco in a1, mm -hmm. però comunque la posizione dopo cavallo d4. Minaccia cavallo e2 no? e poi matto in a2 togliendolo anche la casa c1. Eh sì, infatti... Alfiere G4. Alfiere difende. G4. Difende la casa e 2 ma perde la difesa della torre ora, Luca. Esatto, quindi Icaro ne approfitta subito con Alfiere C2 scacco. Re C1, donna 1, re di 2, donna per... Si mangia il cavallo almeno, però dopo Alfiere per D3, cavallo F6, torre E2 scacco, Icaro deciso di abbandonare perché qui la posizione... È Disperata su re per di 3 arriva donna di 1 scacco mm -hmm. re C4 donna A4 e su re di 3 donna C2 matto, su... giusto, su re di 5, come minimo posso giocare C6 e mangiare la donna poi, anche so. donna C6 matto? Ah, matto in uno, ok, e vediamo. Quindi su, su un'eventuale un'eventuale fuga di. Del re non, non sarebbe funzionata sì, Invece al fiere fiere per, per e due, due. donna per E2. Re C1 è matto. Ne1 C2, dove, dove si vuole. Mm -hmm. Su Re C3, donna C2. Re B4 arriva la forchetta che chiude la partita. Esatto. Luca, e che cosa ci insegna questa vittoria di Kassen su Nakamura? Ah, che, che molto spesso questo è un concetto importante nel, negli scacchi. Il, il materiale di vantaggio, l'abbiamo visto subito, uh, il gambetto di re sacrifica un pedone, no? da, mm -hmm. da mossa 2. Il materiale di vantaggio molto spesso non serve tanto per essere tenuto fino alla fine della partita, ma uh, ti permette di ridarlo, ridare il, il materiale che hai in più, quando si tratta ovviamente di un pedone, non, non di una torre o, o pezzi più importanti. Puoi ridare quel pedone che hai in più per diventare più attivo, no? per giocare in maniera attiva. Per esempio abbiamo visto Carson sin da subito ridare il pedone in, in G4 e avere più, più pezzi sviluppati di Caro, no? perché per mm -hmm. rimangiarsi questo pedone Caro ha fatto un giro strano col cavallo e ha permesso di svilupparsi a, a Carson e poi si è ritrovato sotto. Quindi questo è un concetto molto importante negli scacchi. Bene. Luca, prima di chiudere, mostriamo l'intervista post partita di Alireza Fierosa, che adesso si trova in seconda posizione. Aliria congratulazioni per un vero forte vincitore contro un altro giovane oggi. Sì, è stato un gioco molto complicato. Mi ha dato le ovviamente poteva e fare il gioco, ma provato le sue non è facile, ma che But do you think that goes against Nodirbek's style to play solid, that has become even more aggressive as of late? No, he played, I think, great with White. And so it was just a moment that he should have played solid or go for the advantage. And he chose going for advantage, which was very um, brave, but he miscalculated some things. So, um, no, I don't think it's about style. You're going into a rest day now with two very good results to finish this first part of the tournament. How do you feel about your chess these days? Um, it was shaky the first rounds, but today I'm very happy with my game. But against Mamdior was a lot of ups and downs, but in general I think it's decent, but it could improve still, I think. Thank you so much Alreza, thank you. Luca. Si. Molto, molto critico comunque molto onesto tra l'altro eh, ha detto che stava, stava peggio eh, lo sapeva e soprattutto non ha detto il momento ma si, si riferiva sicuramente al momento in cui ha spinto in C5 dove si è complicato il tutto si è aperto, aperto l'alfiere l'alfiere Campochiaro il momento in cui ne parlavamo anche mm -hmm. eh, e, sì e Abdussat trova due scelte una mh, una quella di, di cercare di cambiare le donne e entrare in una posizione favorevole con donna G4 e mettere uh -huh. pressione, ma è entrato nel, nella linea molto più complessa e ha sbagliato a calcolare. Poi, e poi l'ha la, la vinta. Quindi non ha capito la decisione di, di Abdusattro in realtà di, di entrare in una linea dove non si capiva niente. Um, al posto di giocarla semplice da una C4 Dove giochi, giochi gratis, hai vantaggio, non perdi mai E metti pressione per tutta la partita Quindi questo è stato un po' quello che mh, non, ha, non ha capito e Non l'ha detto ma chiaramente quando l'avversario ha vantaggio e, mh, no, Non tantissimo, comunque ti mette pressione e Poi entra in una, in una linea dove non si capisce assolutamente niente Prendi fiducia con il nero e ne perdi con il bianco ovviamente Ok, bene Luca, allora noi siamo arrivati alla fine di questa giornata, grazie mille a tutti per averci seguito dalla CES TV, da Twitch, da YouTube, grazie davvero, mancano tra l'altro pochi like per raggiungere i 400 like e quindi chiudere almeno in bellezza, mi raccomando. Grazie veramente a tutti e poi vi ricordo che domani è un giorno di riposo, quindi uh, questi giocatori non giocheranno la loro quarta partita, ma ci rivedremo dopo domani. Quindi sabato 3 giugno, sempre dalle ore 17 con appunto il quarto round. Mi raccomando, non mancate, che come vedete, di, uh, insomma, di partita in partita, qui Luca ci sono sempre no, tanti match super interessanti, tanti Armageddon. Spero ancora tanti confessionali, Luca. Oggi neanche uno. Mm. <ride> oggi sì, a secco. Sì, comunque sono sicura che ne arriveranno altri. Grazie ancora davvero a tutti. Vi auguro una buona serata, Luca. Ci vediamo sabato. A presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Qual è il modo migliore per seguire qualsiasi evento di scacchi? Dal Campionato del Mondo al Torneo dei Candidati, poi lo Speed Chess Championship, il Title Tuesday e tanti altri. La pagina chess.com slash events raccoglie tutti i migliori tornei di scacchi giocati a tavolino e online. Analizza e rivedi le partite dei più forti giocatori al mondo con i commenti in diretta, l'analisi in cloud, l'esploratore delle aperture e le table base. Trova tutte le informazioni chiave sull'evento, programma, premi, risultati, articoli, biografie dei giocatori, spareggi e molto altro. Puoi anche votare secondo il tuo pronostico, sfidando altri utenti. Esplora subito la pagina chess.com/events da computer o con le nostre app iOS e Android. Segui gli scacchi come non hai mai fatto prima.